Buonasera, buonasera, ci siamo. Fumble, inizia adesso, ma c'è un'altra persona qui e anche lì tutto quello che c'è intorno è un po' Chi diverso. sei tu? Chi sono queste persone? Perché sei qui? Perché ci sono delle donne alate Sono un che vengono a invasore. cercarci? Perché non ci sono? Perché non ci Perché non ci sono? sono Perché donne non ci nude che sono vengono a donne cercarci? Che alate siano alate o meno, guarda. Dov'è l'idropele? Alate o meno non ci interessa. Perché Matteo Mantovanelli ha in mano un libro di miti scandinavi? Tutto questo lo scoprirete a Fumble, Fumble. per Questa quello sera a che Fumble. state ascoltando è Fumble, il nostro normale master è inginocchiato davanti a qualcosa di Sta luminoso. pregando. Bene, ottimo. Pensavo fosse la valigetta Mi di... sto bagnando nel sangue dei miei nemici. O un'emanazione per di fortuna hai finito la frase, perché l'inizio. Guarda che non era è necessariamente escluso il metallo, eh. Magari è una cosa che gli piace particolarmente. Ah, Semplicemente sì, E comunque, quali sono le solite annunci che fa Claudio? Bene, Vai. Fumble, ok. Fumble è il primo Oh, podcast di gioco di giusto. ruolo in Italia. Fumble fa parte di QWERTY.it. Non è vero, di QWERTY. QWERTY è il network di podcast più figo del mondo, dell'universo, di Midgar, Utgard, Asgard e tutti gli altri Gard, che io non ricordo. Gardaland! Vanguard, Gardaland! E tutte quelle cose lì, Mica Gardante ma vichingo. Gardante ma Sai cosa sarebbe più Credo figo? esista. Come si chiama quello col Gli tronco? egiziani, ah, Quello no? Colorado Bot. Il Valhalla Bot. Sì. Che se muori durante la giostra devi essere contento e felice. Sei morto con onore. Esatto. Stavo facendo partire la musica a tema vichingo. La musicale è tema Ah, di vichingo. Esatto. Sei arrivato appena in tempo per chiedere i soldi. Dateci i vostri soldi bastardi. Molto Dateci, bene. Ma non solo a noi. Dateli anche a noi. Perché questa sera i soldi li dovete dare anche ad altra gente. Tanti soldi. È il secondo speciale Kickstarter di Fumble. Già, e siamo contenti di farlo. Beh, intanto i miei se li prendono in diretta. I miei se li perché sono già posso dire presi. I tuoi se li sono statisticamente già che presi. dicono che è il Kickstarter a tema gioco di ruolo più di successo della storia d'Italia. Quindi il gioco di ruolo E più allora? dato su E se lo dice lui che non ha niente da guadagnarci? Io non mi pagano pane e acqua. Ma menarsela per i nordici È molto come vichingo. È vichingo? Ok, aspetta, menarsela no, ma menare sì. Menare sì. E stasera vi menerò, questo è il mio Esatto. Ci trovate su fumblegdr.it/, tutto quello che vi serve, perché su il cast ci trovate le miniature, quelle dei personaggi di stasera le troverete domani. Slash shop ci trovate le nostre magliette, il manuale di Urban Heroes e tutte le altre cazzatine che abbiamo sulla pagina. Se invece cercate Journey to Ragnarok su Kickstarter o anche su Google lo trovate immediatamente, andate sulla loro Facebook. pagina Facebook, ovunque. Se siete su Facebook a guardarci, c'è già il link C'è nel il video, link. quindi basta che Andate, schiacciate guardatelo, perché io voglio fare una domanda. Perché Subito. visto che stasera voglio fare un bel pledge perché mi Subito. piace molto. C'è Subito. la versione in italiano? Tutto quanto quello che vedi verrà stampato in italiano o in inglese. Baker Kit, dopo che tu avrai pledgiato, ti chiederà poi a un certo punto come lo vuoi, se roba la Ok, vuoi in italiano o perché avete preso in tutti questi soldi e non sono più disponibili i pledge quelli fichi? inglese. Come non sono più No, sono disponibili? finiti tutti. No, quello da 48 c'è. Ma in cucina è Sì, no, quello da perso. 48 è quello che volevo L'unico che fare. non c'è più è Quelli l'Early, è all solo l'Early l'Early. Gli Early perché gli Early erano solo per i primi 2 giorni di Ah, Kickstarter. sei proprio dai. Scusa, però voglio specificare che io sono l'adventure designer, sono Andrea Luca, sarò il vostro master stasera. L'autore è impegnato in fare tutto quel lavoro lì, che è Michele Paroli, quindi se magari io io vi dirò delle cagate. e se io oltre al pledge ti do 50 € così in mano. Beh, potrei presentarti qualche mia amica che è sempre una vichinga. Okay. No, vabbè, se sono tutte tipo la Gerta, non credo. No. Non penso, non penso Ma magari. Se sono tipo Lagertha, ma facciamo una puntata a tema In femminile. realtà Facciamo sono una tipo puntata Lagertha, con ma lei. hanno la sorpresa sotto. Ah, È beh, quindi è più tipo Cinzia. Sì, come gli elfi di Ortolani. Le Sostanzialmente, elfe, le elfe, con una marcia in più. Infatti, hai la mia ascia, ma tu usi l'arco? Sì. Ok. Comunque sì, io ti consiglio la Limited perché secondo me è quella più figa oggettivamente. Da Io ho 48. pregiato quella, eh. No, quella lì da 48 con la base, cioè scusa. Quella da Ah, giusto, è quella da poracce, fa vedere qual è. Cioè, è proprio poraccio. Poraccio, Che nessuno mai dica cioè. che sono un poraccio. Poi, quando arriverà anche il dado, se raggiungeremo i 35k, Sì! potrei aggiungerlo in seguito. Quello. Io ci spero molto nel Anche io lo dado. spero molto perché il dado mi piacerebbe molto averlo. Beh, 24 facce è ancora più. Sì. C'è stato dietro molto sangue nella testa per quello, eh. Molto sangue nella Molto sangue testa. nella Adesso testa. vediamo se per caso riusciamo a far uscire del sangue dalle teste. Sarà fatto, sì. Perché porca vacca è anche un po' il nostro lavoro. Ok. Sì. Ma invece sono un pulciare e farò quella da 48. Ma voi fate quella elite da 150. Ok, tirate fuori che. Prendete le Allora. 4. Va bene anche quello.
La prossima volta, se ci date i vostri soldi bastardi, possiamo peggiare di più anche noi. Detto questo, io, come si dice, io protesto, dovevate essere puristi, farlo uscire, non venderlo a nessuno e farlo uscire soltanto in svedese, sarebbe stato bellissimo. Cazzo, ma, sì. Ma non nel senso che lo dovevate far scrivere a qualcuno che sa lo svedese, dovevate scriverlo voi in svedese direttamente. Sarebbe stato complicato, però in effetti inizialmente volevamo farlo uscire solo in svedese, ma quello antico, quindi scritto con le rune. Esatto. Solamente con le rune è una copia solamente, purtroppo. A proposito di rune, pare che abbiate aggiunto delle meccaniche particolari. Però. Assolutamente sì, vuoi che ti parlo di quella delle rune prima di tutto? Così almeno... Sì, dai. Così, allora, boom. Perché io le conosco già, lo so già tutto. Però... Anch'io le so tutte a memoria, ovviamente. In realtà stasera per velocizzare la diretta non le userò tantissimo, sono sincero. Okay. Però abbiamo creato un sistema di rune che è doppio, nel senso che il primo sistema di rune è quello che usa il master, che può potenzialmente usare il master se ha un sacchetto di rune o se raggiungiamo i 35k e quindi sblocchiamo il dado, e serve sostanzialmente per fare una parentesi, visto che questa è un'ambientazione sulla quinta edizione, certo, del gioco più famoso di ruolo, bla 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 bla, molto simile a quello che è stato fatto in Curse of Strahd con i tarocca, è quella sopra, ok, cioè il master può usare le rune per determinare posizione di PNG, di nemici, di loot di questo tipo, perché la nostra ambientazione è spesso e volentieri sandbox. Ok. Sono dei blocchi. L'altro modo, che è quello figo, secondo me, è che se si ha il fit rune, non so ancora come si chiama, sono sincero, se si ha il fit che ti pompa anche la tua conoscenza di religion, esatto, puoi anche far suonare i cellulari. Una porta segreta, sì. E una volta al giorno, per quando hai un'ora di tempo, puoi leggere le rune, estrarre una runa, e in pratica la runa ti darà delle risposte sull'immediato futuro. Parlato in tema di meccaniche, sostanzialmente ci sarà una tabella che dice al master: ok master, se ha pescato questa runa, digli che tipo di incantesimi dovrebbe preparare. Ah. Chiaramente va narrato, incontrerai creature di fuoco, sostanzialmente. Se invece peschi l'altra runa, troverai un NPC amichevole, non amichevole, eccetera eccetera. Quindi ci sono questa duplicità di sistemi. Chiaramente più Kickstarter andrà in alto, più potremo implementare cose di questo tipo. Per il momento, dal lato della, invece del master, simula un dado, sostanzialmente. Certo, pleggiate. Potresti avere il dado, potresti usare le rune, come capisci? Rune, esatto. Rune now! Il secondo tema lo introduciamo, è quello della religione. Oh, vi ho detto prima, c'è un fit che serve ad aumentare la religione, perché nell'avventura, per come siamo raggiunti ora a livello di design, sostanzialmente c'è quella che noi chiamiamo passive religion, che in realtà in quinta edizione semplicemente è 10 più il tuo modificatore di abilità e determina quanto sei passivo in quella cosa. Ci ho detto così un po' brutto. Baucica, la maggior parte delle religioni sono passive, soprattutto il cristianesimo, perché la subisci. Esatto, la subisci e non puoi farci niente. Esatto. Qui invece è più d'assalto, se tu te vai a imporla. Molto sostanzialmente. Sei tu che infioci negli altri. Infioci negli altri e li martelli sulla testa. Sostanzialmente la tua passive religion, il master, come dovrebbe da quinta edizione fare, si segna prima la tua passive religion, sa che ha la passive religion più alta e sa quali dettagli dare su creature, ambientazione, luoghi, posti, perché sostanzialmente voi siete dei vikingar, siete delle persone che sono cresciute mangiando mitologia norrena, perché è la vostra cultura. Siamo degli smilzi. E perché non c'è un cazzo da mangiare? Non è vero, non è vero. No, andate a mangiare le cose degli altri. Esatto, quando fai la zia. Sostanzialmente. Io mangio un sacco di cose degli altri. Un sacco di orsi fatti a pezzi. Degli altri, però. Altri. Rubati agli altri. Perché sennò non c'è onore. Esattamente. E neanche gusto, se per questo. E no. E quindi questa passive religion vi darà indicazioni di quello che vi trovate davanti, quella creatura, che cos'è? Lo sai perché tu sei un master, hai studiato tanto e quindi sai perfettamente tutto su di lei. Te che sei un ranger, come mi chiedevi prima, hai una passive religion più bassa, sai che è quella creatura, la picchierai probabilmente. Magari non sono cose mitologiche, però magari sono i punti deboli. Sì, esattamente. Tipo il tendine dietro il dipende collo. Quanto hai di passive religion, sostanzialmente. A proposito di questo, se noi abbiamo un room master al tavolo, ce l'abbiamo. Bravissimo. Eccomi, mi ha scelto apposta. Ma le rune le ho io. Il room master è la nostra classe, room, è la nostra master, classe aggiuntiva. Il room master, sì, quello che beve il room, che fa il room. Che è una versione del monaco. Certo. No, non diciamo queste cose. È una nuova classe. È il drunken master solo di room. No. C'è il più debole di tutti, che è quello di Sambuca. Non diciamo monaco ad alta voce, per favore. Okay. Non mi fa sempre venire. È quello di Sambuca. Sia quello... che si giochi Ferum, che si giochi questo. Il monaco mi dà sempre fastidio, non so perché.
Ho un odio verso i monaci, però è una cosa non sei male. In realtà l'unico. No, è vero. Cioè, mi sembra che siano messi lì, che siano caduti nell'ambientazione, non si sa perché. A me Monaco della Quinta piace. No, Monaco della Quinta è figo, però se non è nell'ambientazione giusta... Anche Pathfinder. Vabbè, questo è il motivo per cui noi facciamo le ambientazioni da noi e ce le infiliamo dentro. E infilati i monaci, così iniziano. Ma è un po', cioè nel senso, è un po' la bellezza di D&D. Ovvero, ma insomma, mettiamoci anche questo, è un pastone. Non avete mai giocato una monacocrazia? Ci mettiamo una monacocrazia. Una monacocrazia. Penso che non vorrei mai giocarla. Mai giocarla. No. Cioè, gioco ad altri giochi, mettiamola così. Ongo, che è il monaco della prima stagione giocato da Jacopo in Fumble, ha regalato tanti di quei bei tante momenti. Emozioni. Perché era una pippa. Perché era una pippa, sì. Quindi facciamo un sacco di Fumble. Non lo so, prima se perché era monaco solo sulla scheda, perché in realtà era popolano di livello zero. Esatto. Che usava i pugni. Che si è scritto monaco sul male, ma usava i pugni. Ok. Detto questo, Passive Religion, cos'altro dire? Abbiamo fatto delle altre modifiche a quello che è il regolamento della quinta edizione, o meglio, per chi non lo sapesse, perché alcuni ci hanno scritto ma potete fare una cosa del genere, la Wizard non vi arresta, non vi mette in galera? No, no, perché no. La Wizard ha saggiamente rilasciato una cosa che si chiama OpenGL, OpenGL, Game License, che è una parte di regolamento che tu puoi usare tranquillamente e inserirla all'interno, puoi citarla. OpenGL l'ha fatto l'invidia. Che praticamente è quasi tutto alla fine. No, no. Per esempio, non puoi, dire, non puoi dire il nome del gioco, ad esempio. Okay. Non lo direi. No, però non puoi dire. Non potevamo dirlo. No, aspetta, no, ma puoi dirlo in trasmissione. Però, scusa, non puoi scriverlo sul tuo manuale. Curiosità mia, cosa cambia rispetto a Pathfinder, tipo? Non si dicono queste cose, l'altra voce è un giocatore di quinta. Il livello di... No, il tipo di licenza è la stessa. È la stessa. È la stessa identica cosa che ha fatto Balzo. Infatti, se vedi, in Pathfinder il Beholder non c'è. Però nel momento in cui è morto loro, da più di 20 anni, hanno detto, oddio, tutti i metri di futuro li buttiamo dentro. Bam! È esattamente quella cosa lì. È esattamente quella cosa lì. È vero. Secondo me la differenza. Sì, beh, ci sono anche in quinta. Sì, sì, sì. Adesso che è morto loro, tra un po' si può. No, ma c'è tipo il Frog Emot, mi pare, uno dei primi. Sì, sì, che creava chiaramente. Beh, adesso detto c'è questo, la quinta, secondo me, si presta molto poi alle mod. Secondo me, nel senso che a differenza delle vecchie porcate anni 90, che erano tutte basate su archetipi che esplodevano, non dirò, e volavano cose nel cielo. Ah, ma tipo il ladro con 45 10 anni, Starfinder, cioè nel senso, quella roba lì qua è molto più basato sulla lore, secondo me. E quindi noi abbiamo usato la quinta edizione, perché molti ci hanno chiesto anche perché non avete fatto il vostro sistema di gioco, perché lo scopo di Journey to Ragnarok, innanzitutto, deriva dalla passione per Michele, che è il nostro autore, per la mitologia norrena, e lo scopo principale è raccontare una storia, raccontare quella che è la mitologia norrena. Quindi non stiamo andando a creare un media che trae ispirazione da Thor, non ha i capelli biondi, ok? Thor e Loki non sono fratelli, noi stiamo andando a prendere quello che legge. No, quindi tutto quello che so io stiamo andando, esattamente, non vale niente, non vale nulla, stiamo andando a fare uno split di quello che c'era e lo stiamo trasformando in un'avventura, e l'avventura è il nostro tramite per raccontare una storia. Sono un sacco sulle norne, ci sono le norne? Sì, c'è la pasta con la norna? C'è la pasta con la, sì, che è molto buona, mia nonna la fa molto bene. La norna? Mia nonna la fa molto bene. Detto questo, possiamo anche cominciare sulle cose più succose. Molto bene. Voi avete studiato... Scusa, una cosa, lo stile di gioco che promuove il manuale è, di è sempre quello epico? Comunque? Sì, è un high fantasy, sostanzialmente. Okay. E qui... Fantasy fattone. E qui introduco un'altra cosa... perché così lo diciamo a voi l'oggetto, ma lo ripetiamo giustamente per i nostri spettatori, che i vostri personaggi arrivano tutti da Midgard, sono tutti umani, l'avventura è pensata per essere giocata da umani, ma potrà essere giocata anche da altre razze, ma se lo fate vi perdete secondo me un po' di flavor, perché è bella se la giochi da umano, e mentre da Midgard, che è un'ambientazione low power, low magic, quindi per cui le vostre classi definiscono semplicemente quello che è il vostro lavoro all'interno del vostro clan, ma non effettivamente le vostre capacità. Nel momento in cui parte l'avventura, e vedremo perché, succede una cosa e voi vi ritrovate da un'altra parte e lì la vostra magia che era castrata su Midgard di colpo è nulla, perché non c'è magia. Se lui dice ancora un'altra volta nella prossima mezz'ora castrata su, io comincio a tenermi per meglio che castrato su. Capita, c'è un personaggio stasera che potrebbe castrarvi, state molto attenti. Ho una domanda. Sì. Dato che io sono uno stregone e questa cosa definisce il mio lavoro, io sono un deficiente che nessuno caga, vero? No, tu innanzitutto sei un reietto, tra poco spiegheremo perché. Molto bene. Però sì, no, eri lo stregone del villaggio, c'era quello che incantava le cose, che dava il dente di orso incantato alla persona con il mal di gola, cioè questa roba qua, e poi ti veniva il mal di gola perché sei raietto.
Wow, le caramelline. C'è una scatola intera che ci ha mandato uno dei nostri fan. Un cesto. Un cesto. Quindi è molto importante questa cosa qua. Sì, non tu, scusa, lui. No, vabbè, anche perché io adesso ti massacro. Vabbè, tuo lavoro. È il mio lavoro, mio lavoro. Bene, questa è la giornata di Ragnarok, è stato un piacere questa sera. Esce Nido che vi sbrana. Detto questo, niente, possiamo cominciare ad introdurre l'altra cosa che ho detto in questa frase, era clan. I clan hanno un'importanza fondamentale nella nostra ambientazione, non tanto nella parte che giocherete voi, ma poi dopo diventano davvero molto importanti. E sostanzialmente abbiamo creato dei clan di Midgard, perché come ho detto voi, i vostri personaggi vivono su Midgard, non sulla Terra. Midgard è un piano che è un enorme piattone in cui il mare cade a un certo punto, dove c'è semplicemente solo il Nord Europa e delle altre parti, che era come loro immaginavano il mondo. I clan hanno degli obiettivi, hanno degli scopi e definiscono anche che cosa fate voi un po' nel vostro villaggio. Sostanzialmente il clan più grosso di tutti, non so se ne andiamo stasera, sono gli Odinai, gli occhi di Odin. No. Sono i rompicoglioni dell'ambientazione, il loro Jarl è convinto di essere derivato da Odino stesso, di essere nuovo figlio di Odino, lui vuole unire tutti quanti i clan sotto la sua bandiera, quindi sostanzialmente vuole unificare tutti i clan e idiozie chiaramente, partire per la più grande razzia mai vista e dimostrare agli dei il potere di tutte le famiglie di tutti i clan uniti. A questa cosa si oppongono con tutta la loro forza i Wolf of Shadow, che invece non sono un clan sedentario, ma sono un clan nomade, molto violento, che convinto che l'unificazione dei clan renderebbe il sangue più debole e impuro. E secondariamente sarebbe una vergogna nel confronto degli dei, perché gli dei vedrebbero la debolezza nell'unificazione. Invece gli scontri tra clan sono ben visti dagli dei. Erano dei darwinisti ante litteram. Gli Jotunson, che il nome già definisce il programma, questa situazione gli piace un sacco. Assolutamente. Ci sguazzano in questa situazione. Loro sono un clan di reietti, quindi sono un clan di persone allontanate. Si dice che non professino le virtù. Reietti, diciamo che ci siamo allontanati. Ci siete allontanati, diciamo che avete un odore pesante. E ultimamente si vedono sempre più spesso insieme agli Wolf a seminare in zizzania, come si suol dire. E infine, anzi non infine perché ci sono ancora due clan, abbiamo gli Icy Crow, che non sono un vero e proprio clan, ma sono un concilio di saggi. Perché non lo sapesse... Questo è l'atto del tavolo. La trattazione... Ah, siete la stessa? No, voi siete proprio tutti... Ah, che bello! Siete la cultura... Non mi è piaciuto... La cultura non era scritta. Del master non mi piace mai. Siete proprio... La cultura non era scritta, quindi veniva tramandata vocalmente. Il compito degli Icy Crow innanzitutto era quello di tramandare la cultura, la religione, tutte le conoscenze, quindi sono questo gruppo di saggi che si muove di clan in clan, viene accolto quasi sempre molto bene, sono rispettati da tutti, non si vuole adirare gli dei perché loro portano... Anche dai reietti? Anche dai reietti. Sì, certo, perché sì, perché comunque i reietti non è che non rinnegano la conoscenza, non per niente hanno un serpente come simbolo. Io faccio un sacco... Per tornare... Porto un sacco di rispetto per chiunque faccia tanto lavoro orale come... Esatto. Dipende come siamo parlati. Apri la bocca. No. No! Attenzione! No! C'erano strane malattie in quelle... Purtroppo non c'è nessuno al tavolo che ha scelto il mio clan preferito, che sono i... Così impari. I Bear Warrior. Sono dei guerrieri gay. No, sostanzialmente sono i famigerati berserker delle montagne. Loro vivono sulle montagne più a nord di tutti gli altri. Di tutto questo pippone politico che vi ho spiegato non capiscono nulla, proprio non lo capiscono. Difficilmente riescono a parlare. Sostanzialmente loro scendono dalle montagne e cominciano a stuprare e distruggere cosa si trovano davanti. Gli altri clan negli anni hanno imparato a spiegargli che se si aspettano un attimo, si fanno mettere su una barca e vanno oltre il mare, trovano altre cose da picchiare e distruggere. Quindi loro, finché sfogate con la mazzola... Davvero? Proviamo una volta sola, se funziona... Con la valvola di sfogo... Poi lo torniamo a dire. Capostipite dei Bear Warrior è Alberto Borsisson, che mangia soltanto polenta, odia tutto ciò che sta assunto, parla in una maniera incompleta. Sono quella cosa lì, sono quella cosa lì. Bellissimo. Ma quindi gli Shadow Wolves fanno il pillaging e distruggono giù, oppure anche tra gli altri? Allora, diciamo che nel momento in cui parte l'avventura, e questo è importante ma non posso dire perché sono spoiler, c'è un attimo di frizione, ma ancora le cose non sono esplose. Quindi c'è un minimo di unione, in effetti, diciamo che gli Odinai hanno molto potere.
Quindi per il momento siete sul... sta per partire una guerra, quasi a momenti, okay. Però siete ancora... Infatti voi fate parte di un gruppo che è stato mandato effettivamente a fare una razzia oltremare. Mm. Ed eravate insieme. Ok. Siete stati scelti, sostanzialmente avete deciso di partecipare, per un motivo o per l'altro, con un gruppo molto grosso. È stata la prima razzia veramente organizzata agli Odinai, per testare. Gli Icy Crow hanno mediato per dire vediamo cosa succede. Chiaramente qualcuno era lì perché voleva veramente vedere cosa succede, ma qualcuno era lì per seminare la zizzania, ovviamente. Molto bene. Siete tornati da ovest, avete trovato delle costruzioni di pietra molto interessanti, con questi simboli molto interessanti, avete distrutto tutto, avete rubato l'oro che avete trovato quasi incustodito, citando il famoso telefilm. Quindi hanno sangue debole. E siete tornati molto contenti, sostanzialmente. Si dice che dall'altra parte abbiano un unico dio, che non è il dio cristiano, voglio specificarlo perché sennò creeremo un casino, ma ci sarà una divinità monoteistica che non è Mistra. Non posso dire altro perché spoiler, se no. Besù. Ma Besù. Scusate. Di fatto. Besù. Ninjesus. Non ha fatto Papà. Niente. Non ha fatto niente per impedire il vostro. La vostra. Da solo contro tutti gli dèi, cosa poteva fare? Esattamente. Siete tornati, siete ai festeggiamenti e state intorno a un fuoco e state ascoltando la musica piacevolissima di questo uomo molto affascinante con questa arpa. Suona questo strumento, suona, e voi vi assopite come ogni buona campagna, come buon inizio di ogni campagna. Beh, almeno non ci siamo svegliati appesi a testa in giù, ma ci siamo appena addormentati, Manton. Orizzontali. Ma vi svegliate, pian piano riprendete le vostre, diciamo, emozioni, sentite le braccia intorpidite, le gambe, le ossa che vi fanno male. Avete molto freddo, tranne la sorcerer, sei un sorcerer. Tranne il sorcerer, che sente meno freddo di voi, voi avete davvero freddo, pian piano vi accorgete, aprite gli occhi, nettamente uscite da questo torpore scurissimo in cui eravate piombati. Mi copro con la pelliccia. Non ce l'hai perché era primavera, quindi sei vestito leggero. erano le razzie primaverili, quindi siete vestiti... Come le pulizie primaverili. Prendo la pelliccia che ho rubato a sud e mi ci avvolgo rigirandomi dall'altra parte. E quando ti rigiri ti accorgi di essere in un posto che non hai mai visto. Sostanzialmente sei in questa immensa distesa di bianco, ghiaccio e neve. Vedi queste montagne altissime intorno a te, lontanissime. Subito gomitata al primo che mi è più vicino. E lui tira una gomitata a lui che ti dormiva addosso. E... anche voi vi risvegliate e vedete intorno a voi questa distesa di ghiaccio infinita. E mentre guardate sentite la mia voce che fa, io non mi perdo mai. Esatto. E io non mi ubriaco mai, sai, per questo. Non avete i sensi della sbornia, non siete ubriachi. Sono perso ora. Siete congelati, infatti mi fate un bel tiro di Constitution saving throw. Ma che bello. Per cominciare, diciamo, scaldiamo un po' la serata. Intanto che lo fate io condivido il vostro live. 5. Molto bene. Comincio bene. No, cambio dado. No, ma quindi abbiamo deciso che iniziamo di... Primo. Primo? Yes. Primo allora. Livello. Ne voglio uno ghiacciato. C'è quello con dentro il dado più piccolo. Non siamo in una foresta, non vero? No, siete in una distesa di ghiaccio. E allora tirerò questo dado 20! Qui. Il freddo mi 19. Fa una pippa. 19. Se sì, 20 in totale. Ma siete bravissimi, ragazzi. Sprecate. Bravissimi, ho fatto 5. Sprecate tutto quello che dovete sprecare. Non è come funzionava. Lo condivido. Non conosco questo posto. Io non lo conosco, ma mi sembra veramente un bel posto. Ah, si sta bene, l'aria frizzantina. Sto condividendo, così. Frizzantina. Frizzantina. Saranno le mie ossa. Chi è che ha fatto basso? Io. Tutti altri. Io 11, 12. Dov'è il campo? Dov'è il vecchino? Stai bene? Abbastanza no. Alto. No. Il vecchietto e la druida, cioè i saggi noiosi del gruppo, cominciano a battere i denti e hanno un bel livello di estosion. Un bel livello di... meno 4 tutto? No. Non mi ricordo estosion. No. Svantaggio. Perché siamo in quinta. Scusa. Svanni, meno 4, grazie a Dio. È vero. Svantaggio. Svantaggio. Lo so che sarebbe bello fare la druida, ma... fai il druido, non ho la voce per far la druida. Quindi farei un bel invece druido. Normalmente ha la voce. Esatto, di solito ce l'ha. Certo. Dai, io me ne vado. Quindi, come ti sogno male. I saggi del gruppo sono congelati, li vedete che battono i denti, sono esausti. Ma la primavera in genere non è calda? Sì, sì. In genere sì, si vede che... siamo molto lontano da casa. Tu dici, quale... Non sono mai stato qui. Sono stato...
ovunque. Vuoi farmi un bel tiro di survival o perception per capire dove sei? O sì, so con certo che non sono dove eravamo prima. Vediamo. Survival 11. Survival. Allora, siamo di primo. Non giusto. Capisci dove sei, ma trovi dei punti di riferimento nella distesa di bianco che prima era solo una distesa di bianco. Lì i punti c'è del bianco. Lui indica in un punto più in fondo. E quella che vedete nella direzione in cui lui punta è una gigantesca tempesta. Per darvi un'idea visiva, le tempeste di Mad Max. Ok, di sabbia, sì. Qua sono di ghiaccio, chiaro, ovviamente. Questa distesa di ghiaccio allucinante che vi sta venendo addosso. E se vuoi puoi farmi anche un bel tiro, cosa mi hai fatto? Survival? Sì. Allora, intuisci anche che fra un'oretta di si abbatterà addosso con tutta la sua forza. Forse ci conviene dobbiamo cercare. Dobbiamo trovare un rifare. Abbiamo un meme. Bellissimo questo posto. Inoltre. Ora capisco perché inoltre, non andate d'accordo con gli altri clan. Ah. Ha preso botte in testa da piccolo. A me sembra che voi stiate peggio di me in questo momento. Ma dopo stare male anche dobbiamo muoverci da qui. È il segno che ci fa stare male. Chi ha una testa a gambe. Su, con la pelliccia provo a coprire quello che mi sembra più. In parte guardo intanto se c'è il bottino che avevamo portato via. Non c'è nulla. E questa cosa. Avevo preso un sacco di pellicce. Mi fa incazzare di brutto. L'unica parte che ti è rimasta in tasca del bottino è questa cosa che hai trovato oltre il mare, che mangiano oltre il mare, che è sostanzialmente una pagnotta. Ok. E la pelliccia che mi sono messo per dormire. Sì. Va bene, te la concedo. Io mentre cominciamo a correre, mi... In una direzione? No, io cerco... Okay. Per il momento stai seguendo lui. Intanto vedo da qualche parte qualche albero, qualche posto dove dovrebbe iniziare foresta o altro. No, niente di foresta, no, solo ghiaccio. Ghiaccio. E allora proverò a orientarmi per non di superarla, ma di trovare un luogo sicuro dove nascondersi. Okay. Di là! 4. 9. 9. Allora, io ho... Di là! Io ho due domande. Si scende. La prima è, dato che abbiamo appena detto che non c'è la magia arcana, perché cazzo sta arcana che c'ho competenza sopra? Allora, non c'è la magia arcana, ma il tiro di arcana... Sì. Lo usate sempre per tipo conoscenze dei piani? No, in quello usiamo religio. Non l'abbiamo tolto perché potrebbe comunque venire utilizzato dai master. Quindi togliere una abilità. Più conoscenza su cose strane. Sì, che comunque quello è sempre stato, nel senso conoscenza di magia o di creature. Qua lo scriveremo la magia runica? La magia runica è un'abilità a parte che sarà più sulla religione sostanzialmente. Okay. Quella che è la competenza magica la stiamo un po' spostando su religione, però chiaramente per la discrezione anche al massimo. Quindi arcana è tutto ciò che è sovrannaturale in qualche modo, orientato all'incantesimo. Diciamo che l'indicazione che le daremo, perché poi alla fine è il master che decide giustamente. Oh, anche perché non pensate che una volta che è uscito che la gente inizierà a avere quel manuale non ci saranno che fanno, si apre un portale da Barovia e arrivi su Midgar. E questa cosa che hai detto è molto importante. Questa cosa che hai detto è molto importante perché la nostra ambientazione può essere giocata come piano di Planescape. Quindi puoi farlo. Non a quel punto arcana ti serve, non ti serve a nulla su Midgard, però. Non è pensata per quello. Però stiamo inserendo delle regole, come vi ho detto prima, Yggdrasil, Elegal, Neutrale, eccetera. Una serie di cose per cui puoi giocarla in quel modo lì. Ok. La userei in quel modo lì. No, però sai che c'è tanta gente che probabilmente lo farà. Sì, perché ci sono molte pagine di Planescape che parlano dei piani, che parlano di Yggdrasil e di Midgard. Quindi sicuramente ci sai chi sei. C'è chi lo farà. L'ho svuotato per niente. Invece lo svuotato per niente non si dice. Allora, la seconda cosa che voglio, cioè, adesso che ti ho fatto questa domanda, io voglio tirare su Insight per capire da quello che vedo attorno a me qual è il posto più sensato, la direzione più sensata in cui dirigersi. È più un perception. Però no, io voglio insight, in che senso? Non nel senso cosa vedo, cioè vedo un posto dove andare, ma insight, ok, l'ombra è una determinata direzione, quindi verosimilmente se vogliamo andare... Investigare. Stiamo andando a sud. Noti una cosa interessante, non ci sono ombre. Ah no, scusa, scusatemi, investigate, che scemo, no, allora per sempre. Noti una cosa interessante perché la rullata mi piaceva, non ci sono ombre. La luce, il cielo, adesso che lo osservi, è cosparso di queste nuvole... E la luce sembra permeare da sopra, ma effettivamente non c'è nessun effetto d'ombra. Questo col mio 13 passi per religio mi dice qualcosa? No, per il momento no. Neanche a nord. Allora io vado, lancio Investigation, su cui non ho Investigation. Va benissimo. Tiro Investigation. Vabbè, lancio Investigation sul mio incantesimo. La madonna adesso. Tiro Investigation. Intelligenza possibilmente 9. Bravi, avete spaccato dall'inizio. Io, mentre sto andando avanti e loro stanno cercando di decidere dove andare,
mi chino nel correre prendendo sì. della neve, l'assaggio. Sì. E cerco di capire. Sa di neve. Sì. Cerco di capire il grado di purezza della neve. È molto pura. E una volta preso in mano, vedo che sono un po' rincoglioniti perché sì. non stanno cambiando. Muoviti erga, le lo tiro via sì, perché poi abbaglia la neve. Mi soffia in faccia la neve dicendo gli occhi di Heimdall siano con te. Ci sta. E sì. io in realtà. Come devi dirmi tu? Bravo. C'è il guidance. Bravissimo. Questo è esattamente il modo in cui ci stava. Cioè, questa sì, è una cosa certo. che tu hai fatto sempre su Midgard. Adesso veramente avviene e gli dai guidance. Quindi sì, dovresti averlo negli incantesimi. Sì, guidance. Ok, perfect. Quindi ti dà, cos'è, un D4 aggiuntivo? Non ricordo, ti dà, dovrebbe essere un D4. Un D6, D4, tuo ability check. Perfetto, perfetto. Quindi io faccio solo uno sguardo, sento qualcosa. No, tu percepisci che in effetti la neve che ti ha spostato in faccia ti ha quasi ti ha svegliato. Ti senti... Cioè, ora proseguiamo. Rinnovato. Lo tiro avanti. Fammi un nuovo check di... A orientarmi di nuovo. Di survival perception, quello che vuoi, investigation. No, io survival... Immagino, beh, perché beh, voglio sì, cercare sì, un posto sì, per sopravvivere alla tempesta. Absolutely. Io non sono così preoccupato. Tutto bene. Oh. Più, quattro, più un di 4 se vuoi. Più un di 4, me lo prendo perché Heimdall, gli occhi di Heimdall. Occhi di Heimdall, colpite nel segno. 19, 23. Vabbè, top. Allora, cosa noti? Noti delle cose che prima, appena sveglio, nella dormita nel ghiaccio, non avevi notato. La prima cosa che noti è che quella che sembrava tutta tempesta... A un certo punto c'è un cambio effettivo nella sua composizione, cioè come se da un lato ci fosse qualcosa che non è una tempesta, ma a prima vista ti sembrava una tempesta. Quando lo guardi meglio ti accorgi che sembra vapore, vapore acqueo. Vedi che la tempesta sta arrivando verso di voi da nord, praticamente al nord. Sulla sinistra c'è quello che sembra essere una colonna gigantesca di vapore, come un mare intero che sta bollendo. Ma si sta avvicinando? No, è ferma. Quindi non era vero che si stava avvicinando. No, la tempesta, tempesta sì. Ah, la tempesta sì. Sulla sinistra c'è sto mare, di, vedi questa montagna di vapore acqueo. Non mi sembra molto survival una montagna di vapore acqueo. No! Okay. Una distesa di ghiaccio, no. Quindi inoltre, c'è... capisci, tuo survival 20 è, non devo, non dovrei andare in quella direzione. Però se stiamo morendo di freddo dovremmo avvicinarci magari per non morire di freddo. Ma non so se dico che... Poi noti un'altra cosa, viene attirato dall'altra parte, sulla tua destra, da quello che è un bagliore verdastro. In genere io non seguirei mai il bagliore. No, non lo seguiresti, però... ma lì è più con la coda dell'occhio. Quando lo guardi meglio, vedi che questo bagliore è stato riflesso da quella che è una piccola grottina di ghiaccio che si è formata sotto una collinetta di neve. Sostanzialmente, la collinetta di neve sì, sotto si è congelato e avete trovato là questa grotta. Hai visto questa grotta? Un rifugio, seguitemi! E hai notato anche, perché hai tirato molto alto, che sia da un lato che dall'altro, dove siete voi, quindi sia davanti a te, dietro di te, perché la grotta è sulla tua destra, la colonna è sulla sinistra, ci sono quelli che sembrano dei fiumi. Ok, quindi c'è, vabbè, c'è la neve, quindi c'è l'acqua. Noti queste cose, sostanzialmente. Però li spingo verso la caverna. Ok, dritti verso la caverna. La caverna è distante, capisci che ci vorrà una quarantina di minuti per raggiungerla. Ulla, al pelo. Cioè, è proprio una distesa gigantesca. Tu la noti proprio perché c'è questo bagliore, se no non l'avresti mai notata. E andiamo. Accelero il passo e do una mano. Loro sono lì, congelati. Sono freddi, sì. Beh, io ne prendo uno sotto braccio. Ma che, ma no, no. Sì, sì, calore umano, è meglio stare con bastone, vicini, cioè. Nelle fredde notti è l'unico modo per sopravvivere. Questo è un giorno, ma non ti preoccupare, andiamo. Sostanzialmente, dopo una quarantina di minuti, mentre la tempesta vi è sempre più addosso, quindi la vedete che adesso è molto vicina e la temperatura sta scendendo, raggiungete questa grottina e vi accorgete che non è una grottina. Nel senso che quello che all'inizio sembrava solo un incavo... Non ho ancora gli incantesimi. No, sei a livello 1. Sembra solo un incavo nel terreno, in realtà prosegue in quella che sembra una vera e propria galleria. Ma prima ancora di concentrarvi sulla galleria, tutti quelli che hanno una passive perception maggiore di 12... Maggiore vuol dire uguale a maggiore? Uguale a maggiore, ok, sì. Notano di nuovo. Dov'è? Sulla grotta. Percezione. E perception 12. Sulla arcata della caverna. Di nuovo un bagliore verde. Avete visto? C'è stato qualcosa sulla porta. Non è normale, però. Forse fossero qui dentro. Di nuovo, porca puttana. Saggi! Tu hai una passive religion molto alta, eh?
Se lo dici tu, perché sì, io di religion ho uno. In realtà sì, ma il fit è i proficiency. Quindi in realtà è una passive religion molto alta. Ok. E hai anche advantage, tiri, perché la fitti da poco. Ok. Abbiamo pompato molto questa cosa qua per il room master, perché su saggezza, ma giustamente doveva conoscere la religione. E cambiare religione su saggezza sarebbe stato... Cos'è? Io non... Io se qualcuno prova a entrare, comunque mi metto davanti, se... perché non mi fido. In realtà in questa ambientazione ci poteva anche stare, forse. Ah, tu hai detto che il palazzo verde è... me lo descrivi? È proprio... c'è questa arcata di ghiaccio, questa grotta. All'interno prosegue in quella che sembra una galleria scura, molto nera. E... ah, ma casta con la sabbia. In questa arcata, per una frazione di secondo, sembra quasi che qualcosa di verde percorra il ghiaccio. Sembra quasi un riflesso. Sì, però... se no io mi fermo e faccio vedere qualche... lui. È per caso qualche maleficio? È per caso qualcosa da cui dovrei forse stare dovremmo attento? Dovremmo tirare le rune? Scusa un secondo, qual è il bonus che c'ha il Room Master col fit? Dovrebbe essere, con Tiger Religion, dovrebbe essere più 5, più Proficiency più 2. Ok, 7, più vantaggio. 18. Tu gli hai fatto vedere la colonna di fumo, me l'hai dichiarato. Tu mi hai fatto vedere la colonna di vapore. No, per adesso prima mi faccio andare verso di là e poi gli racconto tutto. Allora, per ora tu non ti sei accorto della cosa verde? Sì, sì. Ti sei accorto della cosa verde? Sì, e poi glielo faccio. Incuriosisce, non riuscite a capire se c'è qualcosa dentro al ghiaccio che fa questo riflesso. Potete analizzarlo, più che con Arcana ti fare un Perception. Ok. O un Investigation. Uguale. Vediamo. Io provo ad avvicinarmi a vedere di tu lo staccare un pezzettino. Un pezzo, ok. Prima ancora che tu ti avvicini, il Room Master tocca sostanzialmente il ghiaccio questo bastone e mi fa una prova di Wisdom Saving. Oggi proprio 8. Vuoi un altro da 20? C'è l'altro da doverde. Ok. Qui avrei usato le rune. Potrei usarle in realtà. Quindi il master qua può scegliere se tirare un dado o in questo caso tirare una runa. Quindi pesca una runa, la fa cadere, vede se viene dritta o rovesciata, perché le rune hanno doppia lettura. Sostanzialmente nella versione base simula un D6. Nel senso, giusto per dare un dettaglio a chi magari vuole sapere le meccaniche, abbiamo diviso le rune in tre famiglie, secondo una logica che Mike, l'autore, ha seguito su quella che è la tipologia delle rune, e a secondo se la trovi a dritta o rovesciata, può essere quella famiglia dritta o rovesciata, e ha degli esiti, sostanzialmente. Banalmente, se non hai le rune, usi un D6, in questo caso, su questo tipo di... Okay. Poi ci sarà la lettura sulle rune, invece, per 3, perché abbiamo le tre famiglie, o su 24, a seconda di quello che è il dungeon o la situazione. In questo caso, cosa succede? Vedete che il Room Master tocca col ghiaccio e poi comincia a prendere il suo bastone e comincia a picchiarselo sulla testa. Il Room Master vede questa cosa solo dai suoi occhi, ma il tuo corpo, tu capisci che non sei più in facoltà, non possiedi più il tuo corpo. Ottimo. Appena il ranger ti salta addosso e ti tocca, percepisci come se qualcosa ti abbandonasse per un attimo e ritorni in te. Quindi avviene questa roba qua. Cosa diavolo sta succedendo? Dillo tu a noi! Ti sei colpito da solo? No, non la sono stato io. La tempesta è vicina. Non sono stato io a colpirmi. Per te, che è una passive religion molto alta, che sei un Room Master, ti è chiaro che hai subito una possessione, probabilmente da qualche spirito, da qualche demonio. Dobbiamo comunque entrare. È qualcosa che ha preso possesso delle mie membra, sì, e mi ha colpito. Tu, se vuoi, intanto puoi guardare dopo. Volevi guardarlo? Sì, se vuoi. Volentieri. Non riusciremo mai a raggiungere lì dove fa più caldo, dove c'è la colonna di vapore. 12. Non noti più. Dobbiamo entrare. Si sta avvicinando la tempesta. Sì, la tempesta ormai è. Io entro. Ok. Stando attento all'arco e mi abbasso un pochettino. Ok. È un arco di 8 metri di altezza, ma tutta parte. Sai quando passi. Appena entri all'interno della caverna, della grotta, ti accorgi che è molto più larga di quello che sembrava da fuori. Ed è composta di questa pietra scura, nera, nerissima, tipo l'onice. Ok. Mi sembra che l'onice, non so se ho detto la pietra. Sì, di sì, l'onice. Sì, sì. Liscissima. Ok. Il pavimento è davvero molto liscio, questa cosa subito. C'è neanche infossamenti. Liscissimo. Come se piano. Come se fosse artificiale, scende però in profondità. Tutta questa caverna precisa che ti dà un attimo di... Sei sicuro di voler scendere? No! La Ma non abbiamo molte altre opzioni, in effetti. Non voglio scendere, potremmo rimanere sepolti dentro. Però tu vedi che prosegue proprio, scende in profondità. Sì, ma potremmo rimanere sepolti se questa è l'unica uscita. Stacco un pezzo di ghiaccio e lo faccio rotolare su per la discesa. Non è così ripida. No, vabbè, la lancio. Senti che... Ma da dove lo stacchi? Dall'arcata? Dopo lanci e senti che cade dopo un po', sostanzialmente. Nel buio più totale, perché la grotta è nerissima, l'aria all'interno è ferma.
inodore, completamente ferma. Forse siamo già morti. Posso sapere se andare in profondità una tempesta del genere potrebbe riempire completamente questa stanza e poi non usciamo più? Siamo già morti, questo dovrebbe essere hell. Potrebbe succedere. No. Quindi non andiamo giù. Però siamo morti combattendo con l'ore. Beh, no, siamo morti addormentati. Quindi appunto. Non quindi siamo questo morti. Questo dovrebbe essere hell. C'è una cosa che... A me non sembra hell, io sto tutto bene. C'è una cosa, esatto, hai un corpo. Questa cosa non è, a meno che magari è un inganno, tu sei convinto di essere, però tu hai un corpo. Però tu cominci a mettere insieme le cose e dici, cazzo, una distesa di bianco. Deve essere stato più qualche maledizione di... Più che con la tua passive perception, passive religion. Per quanto ti hai passive religion? 13. 13 e? 16. Quando lui dice potremmo essere morti anche voi, non avete visto la vostra... Cioè 15, corpo. Scusa. Lui dice di essere stato posseduto, vedete bianco ovunque, tempesta gigantesca, più che L. Ecco perché sto bene! Siamo in Jotunheim! No! Porca puttana! Sei a Niflheim. Niflheim è la crosta di terra ghiacciata, il grande bianco. Per... Non c'entra niente, ma visivamente chi ha giocato The Witcher 3, il grande bianco di The Witcher 3, riprende Niflheim sostanzialmente. Il bianco che arriva al nord, secondo i norreni, la parte nord del mondo, in realtà non è proprio un altro piano, ma dove il ghiaccio non smette mai di essere, in realtà la parte nord del mondo, ma per loro è Niflheim, che è la parte sopra... Ancora per poco però. Esatto, perché un po' si scioglie. La parte sopra ha Elaine, quindi fa parte dello stesso piano in realtà. Sono... Sì. È sempre ok. È il tetto dell'inferno. E questa è la bocca dell'inferno. Non possiamo essere. Esiste una bocca. Essere a El, non ci sono mai stato, non so come sia fatto. No, ma ci siamo solo. Come posso vederlo? Nessuno c'è mai stato se non gli dèi. E i morti. Io l'ho sempre detto di avere discendenze. Beh, esiste divine. Una porta tra El e Niflheim. Esiste una galleria, si chiama Gundapellir. Ed è la galleria da cui i morti scendono per scendere nel reame. E poi dove sono i morti se questa è? Noi siamo i morti e stiamo per scendere. No, noi come siamo morti, ma stiamo per scendere. A proposito di leggende, ma io con history non posso sapere se c'è qualche storia che si tramanda su questa cavolo sì, di bocca. No, credo che il saggio ne sappia. Tu sai, come ti ho detto te, col tuo 13 anche tu. Credo che ne sappia più di te, Thorstein. Gundapellir, che non so come si pronuncia, è esattamente la galleria che porta. Se come ti chiami tu? Tu proprio un nome facile dovevi scegliere. Annandaugar. Ah, aspetta, giustamente. Se Annandaugar dice che siamo a El, io credo che siamo a El, anche se non l'ho mai visto, siamo... come faccio a vedere? No, siamo ancora a El. Però effettivamente ci stiamo per andare. Questo è il tetto di Elheim. E sotto Elheim? So sì, cos'è El. Io ho il 9. Ma se andiamo giù di qua, questa base la sarà El. E da El non torniamo più indietro. Perché non si dovrebbe? Per questo dico di non scendere, rimaniamo qui. Aspettiamo che qualche passi la tempesta avanti e basta. Ma dopo una tempesta ci sarà un'altra tempesta. Non vedi? Una distesa di bianco infinita. Perché? Scendiamo. Mentre infatti questa discussione della tempesta con tutta la sua forza. Sto pensando se ho qualche droga. Io non vado a vedere, ma l'inferno, diciamo. Sì. Com'è? Brutto. Brutto. Molto. Cioè, sono i morti con disonore? Sì. È col cazzo che scendo. Infatti. Sì. Io non scenderò, io non ho... ci penso un attimo e poi sto zitto. Pensate a qualcosa che non è mai stato fatto. Noi ci saremmo svegliati laggiù se fossimo morti con disonore, invece siamo quassù, quindi siamo i primi che possono scendere. No, in realtà i morti scendono, spesso. Ma non c'è. Ma io sono vivo, non sono morto. Questo benissimo. È passato per bocca di noi. Ma non c'era una cosa tipo che alla fine non c'era il corpo. O qualcosa del genere. Sì, no, dovreste essere spiriti voi. Perché non siamo spiriti? Perché non siamo morti? Siamo i primi. Do un pugno sulla spalla. Perché non siamo ancora entrati. E poi diverremo. Allora non entriamo. È quello che vi sto dicendo. Sono d'accordo. E allora stiamo fuori nella tempesta, moriamo nella tempesta. No, siamo nella grotta. Meglio morire nella tempesta combattendo tra noi a questo punto. Questa potrebbe essere una buona idea. No, preferisco no, questa non è una buona idea. Che cazzo stai dicendo? Mentre continuate la discussione, la tempesta vi arriva addosso con una tale forza, sostanzialmente proprio questa... che voi venite proprio sbattuti dentro la grotta, sostanzialmente. Okay. E vedete che proprio la parte iniziale della grotta c'è questa tempesta, questa aria fortissima che entra dentro e che vi arriva addosso. Perché ti ride per il mio nome. Alric Fustefelburgson. Detto cioè, ma sono l'unico stronzo che ha scelto un nome facile. Eh sì, io vuol dire una cosa precisa, però. Vabbè, sì. Anche il mio. Anche il mio. È un materiale. E il mio vuol dire un occhio. Come in francese.
Alric fu Stephen Brookson. parentesi chiamato su design, agli amici. Su design. Voi potevate qua andare da altre parti, il discorso che abbiamo fatto prima. Ok, nel senso che se le ambientazioni sono sandbox, quindi ci sono delle ambientazioni che noi per chi ha giocato Starting Thunder, parentesi. Design un po' di quel tipo di moduli di avventura di D&D che possono piacere, possono non piacere. Però questo è un prodotto molto importato all'America. Quindi ci saranno i primi 9 capitoli che sono i 9 mondi, con descrizione di cosa c'è nei 9 mondi, mappa di cosa c'è nei 9 mondi, encounter, eccetera, eccetera. Quindi il master se li può spupazzare, se li studia, fa quello che vuole, e poi l'avventura che parte. A un certo punto i 9 mondi cambiano, quindi ci sarà un'ambientazione dei 9 mondi dopo una certa cosa. L'avventura si chiama Giornata Ragnarok, ok? Immaginiamo. Chiaro quale sia, però, quindi tecnicamente... Non è detto che ci arrivi, l'importante è il viaggio. Esatto, il tragigiorno. Quindi chiaramente voi potreste anche andare da un'altra parte. Chiaro che se si fa l'avventura e si parte da uno, non è così facile, come dicevo lui, sul design anche di alcuni giochi hardcore, su uno stile... L'avventura vuole essere molto hardcore, sostanzialmente, come stile. Se vai fuori rotta mentre stai facendo l'avventura e non sei a livello giusto, è molto probabile che tu venga sciottato. C'è sempre la voglia di scappare, la possibilità di scappare. Che ti renderebbe disonorevole. Anche se che scappi da qualcosa di enormemente più grosso devi di te. Devi andare incontro urlando e morire mentre ci combatti. Ah, sì? Bah, oddio. Tutti? Depends. Oddio. Dipende anche dal clan. Dipende dal clan? No, chiaro. Se sei onorevole tutto quanto... Se sei un orso probabilmente... Allora, mettiamola più che altro mettiamola così, non è che devi... Il fatto è che se sei onorevole, sei uno degli orsi del cazzo, non vedi l'ora di morire in battaglia onorevolmente. Perché se muori, prendi, vai su nel Valhalla e stai con gli dèi e puoi combattere e morire ogni giorno. Però visto che i lupi delle ombre... Tu potresti essere disonorevolissimo. Attaccano... di nascosto e senza avviso sparendo nell'aria, lo fanno perché c'è strategia, quindi probabilmente non vanno contro un gigante da soli. Non abbiamo detto dell'allineamento, che è una cosa interessante. Sì. Io sono infame e malvagio. No, è vero, prego. Abbiamo modificato gli allineamenti. Infame. Chiaramente, come abbiamo discusso prima, gli allineamenti di quinta edizione sono puramente di lore, potremmo dire, influenzano meccaniche, esattamente, questo è il modo più corretto di dirlo. Noi abbiamo cambiato un po' questa cosa, abbiamo forse dove? Oggetti magici. Sì, la tuning di alcuni oggetti magici. Già, vero. La lettura anche di alcuni oggetti magici. Però sostanzialmente li abbiamo modificati gli allineamenti, li abbiamo solo per fare il pignolo. E gli unici allineamenti che abbiamo messo per i personaggi, anche qua chiaramente poi giocatela un po' come verrà, è sostanzialmente legale, onorevole o disonorevole e caotico, onorevole o disonorevole. Quindi segui la legge è qui da definire quale legge del tuo clan, delle divinità, eccetera eccetera, e lo fai in modo onorevole o lo fai in modo disonorevole, oppure sei caotico, quindi non segui le regole e lo puoi fare anche tu in modo onorevole. Domanda: il morire in battaglia in modo onorevole è una cosa tipo estrema unzione? Che può essere stato disonorevole per tutta la tua vita, ma poi muori in battaglia in modo onorevole, sei a posto? Tecnicamente sì. Okay. Diciamo che il momento vero in cui... Perché loro non avevano la moralità. Non c'è la moralità. Quello che ti definiva veramente, dal punto di vista, non è morale, ma dal punto di vista dell'allineamento, potremmo dire, questa è una cosa molto poco D&D, molto poco americana, quindi difficile da imprimere in questo tipo di gioco, è il momento in cui muori. O meglio, non è poco americana, cioè potremmo definire i soldati che vanno a combattere... In quel senso lì onorevoli. Che sono più eroi quando muoiono. Esattamente. Che poi di base nella loro cultura era quanto sei convinto. Cioè uno, tutti lo spocchiano perché è un coglione, lo ritengono disonorevole, sono sicuri che morirà malissimo. A un certo punto lui dice, io sono convinto che morirà in battaglia benissimo. Tutti lo spocchiano, però poi lui lo fa e tutti dicono, no, vabbè. È nel Valhalla. Cioè questa è la distinzione. Bene per lui. Modo in cui muori. Quindi questo è importante, noi l'abbiamo messo perché vorremmo che l'avventura fosse giocata con uno spirito molto più... Vai. Quindi, eravamo alla tempesta, sembra di ci sbalza dentro. Dare parecchio fastidio dentro la caverna o ci si può resistere? No, sembra che non potete stare. Vedete? Gli dèi ci stanno dicendo di entrare. No, stanno dicendo che qui è sicuro. Anche la figlia di Odino è un dio e ci direbbe sicuramente di entrare. Bene. Sarebbe, non so chi è la figlia di Odino. Ho detto Odino, ma intendevo Loki. Okay. La figlia di Loki è Loki. E che problema c'è nell'ascoltare un po' la figlia di Loki? Che problema c'è nell'ascoltare anche Loki? Nessuno. Mentre voi chiacchierate amabilmente di queste cose, c'è quello che succede, che vi prende totalmente la sprovvista.
Qualcosa non ci ha preso la sprovvista finora? No, no, molte cose. Beh, l'ho vista vedere da lontano la tempesta, su. È la sensazione come di essere in bocca a una creatura e di venire ingoiati, deglutiti. Sostanzialmente, di colpo, la caverna si piega leggermente e i vostri piedi sembra quasi che si ghiacci. Vi fate tutti una saving throw di dexterity. Tu che sei allertato sempre me la fai con advantage. Sì. Ricordamelo perché me lo dimenticherò. Sì, 17. Ma perché non ho mai giocato Ranger. 15. E come in un bellissimo turno dalla Chris, scivolate 22. Nella caverna. Cambia di colpo conformazione chi ha fatto più di 10 sostanzialmente. Ah, io. Non prende danni da caduta. Ok. Però siete... Posso atterrare davanti a loro con chiara agilità? Sì. Ok. Con chiarissimo. 3-point landing. E vedete che di colpo quello che è l'ingresso della caverna è in alto. Come se qualcosa vi stesse spingendo. Quella tempesta era così forte da aver piegato la montagna? No. Se avevate dei dubbi, voi che avete la passive legionata, non li avete più. Non è la tempesta che ha piegato la montagna. E questa non è una montagna. La grossa siamo della bocca di Miogasmor. Miogasmor, come cazzo si chiamava? Il serpente della... No, a te sembra più che sei proprio nel Gundapellir. Perché il Gundapellir ti sta attirando verso elle. Gundapellir, figlio d'Apollo, mi piace una parola di Perry di Porto. Di Paul Pellir. Cosa vuol dire? Quindi dobbiamo per forza andare, non possiamo arrampicarci? Certo che non possiamo tornare indietro. Ormai siamo entrati. Oh, c'è sì. Una sola strada per uscire. Ah, bla bla, quanto parlate. Ragnarok. Ma tu ci vuoi andare, sì. tu vuoi. Io vado. Dobbiamo scatenare noi Ragnarok. No, usciremo da qui quando sarà il momento dei morti che tornano in vita. Ma non siamo mai morti. Accettato l'idea di essere morto in modo faremo futuro. Parte della squadra vincente? No. No, sarete cattivi. Esatto. La squadra vincente? No. Non vincerà nessuno. Alla fine c'è solo è la fine del mondo. Di che ti occupi? Nessuno vincerà il Ragnarok. E nel frattempo che facciamo? Possiamo solo andare avanti. Camminare! Sì. Quando lo dice il saggio va bene. Il saggio che tra l'altro è stanchissimo, Comincia a essere molto stanco. Non rivedrò più quella fanciulla degli scudi che mi piaceva tanto. Ciao. Adesso sono una mano. Pensano tutti uomini. Beh, morirà anche lei prima o poi. Speriamo muoia di poliomelite. Esatto. Non decapitata. Morirà anche lei prima o poi. No, decapitata può anche andare bene, dipende, cioè nel senso. No, nel sonno. Uccisa nel sonno, legata. Stuprata, uccisa nel sonno. Allora, bella vita. Volevo far vestire mia figlia da Shield Maiden, ma. Non lo fai. Beh, come hai detto tu, una sola strada. Non è forse il caso di chiedere aiuto agli dei? Innanzitutto sarebbe il caso di trovare qualcosa con cui farci luce. È completamente buio, tranne sopra. Tiro fuori una torcia. Vabbè, te, sì, avete come? C'è l'accendino. Ne ha 50. Stile Tomb Raider, accendi il flare. Oh, sono un cacchio di Ranger, saprò accendere con l'acciolina e pietra focaia una cosa tipo simile accendino, tipo... La terrò io. È meglio che tu sia... C'è un altro 9. Mi scaldo un pochino con la torcia. Mi fa caldo. Beh, sostanzialmente di nuovo... Beh, io ne accendo un'altra. Vedete questa mega grotta? Ah, grazie. Che adesso davvero sembra molto grande. Molto più grande di prima. Però adesso è statica, è immobile. L'aria all'interno è ferma, le pareti sono lisce. Sembrano quasi fatte non dalla natura, ma create da qualcuno. Cosa che vi manda ai pazzi, perché vabbè, ormai avete capito che non siete in un posto safe, però per voi soprattutto lavorare la pietra in questo modo è fuori da ogni logica. Il longbow sarebbe una cosa longobarda o è il longbow? C'è un refuso. Fa niente, ma non è un problema. In realtà volevo sapere un'altra cosa. Sì? I python sono i chiodi, vero? Non sono, sì, non ho sono i chiodi da scalare. Non ho 10 piccioni, sì, i chiodi da rocciatore. Pantheon. I python. Sono i chiodi da rocciatore. Non ho, quindi io non ho 10 pitoni, un peccato. La seconda cosa... 10 pitoni. Il tinderbox è la scatolina del cazzo, sì, della... Ok, dei trucchi. Va bene. Cazzatine. No, sì, la tinderbox è quella per accendere il fuoco. È la pietra focaia? Sì. È acciarino e pietra focaia, la scatola, sì, con le esche e tutto quanto. Il kit indefinito dell'Adventure Lo accendo, non lo accendo, non lo accendo, lo accendo, lo accendo, non lo accendo e funziona così. Va bene, d'accordo. Swipe left, right. Certo. Io inizio da buon esploratore, ormai siamo qua, inizio ad andare avanti, a guardarmi un po' intorno, a vedere la strada migliore. La strada per scendere, dritta. Se ci sono trappole, cose nascoste. Fammi un tiro di perception, percepisci l'immobilità più totale, cioè... 11. Solo in alcuni momenti hai come la percezione di qualcosa che ti passi a fianco e ti spiori, qualcosa di freddo, cose, unghie che...
strisciano su. Una pessima pietra. Sensazione. Niente, ci sono io di fianco. Basta così. Estraggo il pugnale e inizio a incidere delle rune. Per, dove? Sulla torcia. Sulla torcia, ok, perfetto. Di protezione per tenere lontani questi spiriti. Nandawar, Daugar. Gar. Dobbiamo scendere quindi? Vedi un'altra strada? No, ci sono trappole di solito qui. Perché dovrebbero esserci trappole? Per uccidere quelli che scendono che non sono morti. Moriranno anche quelli che arrivano in fondo vivi. Che domande che fai? E vado avanti allora. Se loro mi seguono, aspetto che mi seguano tutti. Sì, sì. Tiro fuori le due asce. Ma Ergal? Non la vedi brutta? Una cosa. Ormai. Loro dicono di avere freddo. Io non sento per niente freddo. No. Non senti così tanto freddo. Anche okay. Io dico di avere freddo. Io. Allora, leggo nel mio background che io dico di discendere dai giganti. Tu sei stata bandita perché sei bandito, scusa. Sì, perché, certo. Col marchio, quel che è. Perché gli altri sono coglioni, ovviamente, nel senso è... Tu hai fatto tuo questo modo di vivere, infatti sei meglio. Ok. La mia discendenza dei giganti, di gigante, dovrebbe farmi tollerare freddo meglio? Sì. Assolutamente sì. Quindi ho ragione. Tu sei già convinto. Ma questa è una prova in più. Sì. È l'altra sottolineatura sotto la parola gigante nella tua carta d'identità. Esatto. Benissimo. Cioè, è come il sorcerer ha il sangue draconico, quindi ha quel tipo di, no, di scintilla nel fare la magia, tu hai quel tipo di, anche tu, modo di essere. La bassi? Beh, allora niente e nessuno la potrà dire un cazzo adesso. Poi, benissimo, andiamo avanti. Stiamo girando. Sì. Andiamo? Voi non vi preoccupate, voglio sapere. Io cerco a questo vostro punto, che sappiamo dove siamo, sì? Di ricordare se ci sono particolari step, luoghi, cose significative che dobbiamo tenere a mente nel discendere verso Hell. Allora, la tua passive religion te l'avrebbe detto dopo, ma giustamente tu fai ricorso a quello che è la tua conoscenza. In effetti, conto 16, tra l'altro. 15, sai benissimo che la grotta che stai percorrendo ha un guardiano alla fine del suo percorso. Il guardiano è Garmar, protettore, è il cane da guardia di Hel. Ma in questo caso le voci nella testa cosa sono? Nella mitologia nordica? Dipende. Penso le voci... Tipo chi è in questo momento che sta dicendo che si salva la torcia e muore il party? È una persona bellissima, non so chi è, ma è bellissima. Ma chi lo sente? La torcia vuole fatti. Beh, tipo, sono le voci degli dei. Sono tutti pazzi. L'eco di Loki. Che è anche un giornale. È anche un giornale della zona lì di Kattegat. L'eco di Loki. Certo, chiaro. Dai, dissacrante. Che bello. Oltre po'. Sacrante è difficile questa regione, che è bello. Ok. No, e tu sai che Garmar ha un vizio. Mangiare? No, masticare. Chi prova a entrare con un corpo viene masticato, ripetutamente sputato, così che può accedere solo in spoglie spirituali. Ma anche il buon Room Master sta ragionando sulla stessa cosa, perché ormai la passive faccio uguale. Garmar, tu che hai un tiro, tu quanto hai di passive? Lui di più, 18. Può essere corrotto. C'è un modo per corromperlo ed è offrirgli un pezzo di pane intriso del proprio sangue. Che botta di culo che abbiamo. E avete però due pezzetti di pane. Ma loro non... Coltello molto tagliente, eh? No, non vi basta per tutti. È poco. Voi dovreste anche pezzarvi. Vabbè, questo si può fare. Questo sotto tu. Che mi frega. Non abbiamo abbastanza pane, dici? Ah no, tu non è ancora... No, loro pensano questa cosa. Tu sai che Garmar inoltre. Voi... Io non so niente perché ho 8 in niente. Lasciamo andare avanti voi un pochino. Io vado un po' avanti. Sì, io vado avanti. Poi però non vado, se vedo che nessuno già tutto mi segue... No, stiamo seguendo, anche un po' di distanza, tanto sapete... Cioè, nel senso, non è che corro, però... Cominciate a camminare per una quantità di tempo indefinita. Cioè, vi sembra un secondo, poi vi sembra che camminando da 10 anni, poi di nuovo vi sembra che sia passata un'ora, cioè avete proprio la totale non percezione del tempo. Anche io? Sì, anche tu.
Io teoricamente supera... non posso non avere la percezione del tempo. Vero. E invece succhi. Ma qui invece... E allora no, allora sono molto preoccupato. Qui invece non ce l'hai per un motivo banale a livello di tecnica meccanica. Che non c'è il tempo. Che stai passando anche se... Anche se sì. Anche se sono allo stesso piano di base stai facendo un flash shift. Se vogliamo proprio dirla in termini... Okay. Di veramente gli stanca di NDS. Sì, comunque io stai passando da, sono due mondi uniti, ma stai passando, mi preoccupo da... parecchio perché non mi sono mai capitato. Sì, state malissimo, la situazione è terribile al punto che loro che sono già esausti è come se stessero camminando da un altro giorno, o si fermano o mi fanno un'altra prova di costituzione. Beh, intanto facciamo la prova un attimo. Io non ce la faccio. Lui cade a terra. Tu io sei in piedi. Ergal è stanco. Sono in piedi perché sto scivolando lungo la parete. Sì. Riposiamoci un po', Ergal. Perché dovremmo sfinirti? Aspettiamo qua. Sì, ma è lui che è a terra. Io non ancora. Aspetta. Okay. Aspetta, adesso sono anche a terra. Oh, d'accordo. Io non ce la faccio più. Il vecchio si siede. Penso accenderemo io un fuoco, ma non c'è più niente. Io vado un attimo in una scoperta. Torno subito. Non andare guarda. Troppo avanti. Io vado un po' avanti. Di nuovo galleria. E comincio a fare la prima. Vado avanti per tipo un quarto d'ora e poi torno indietro. Boh. Vai avanti. E vai avanti dopo per un quarto d'ora, per un po'. E voi lo dovete tornare dopo un po'. Ok. Siamo ma se io vado avanti e provo battendo sul muro a darmi del ritmo. Sì. Puoi contare quanto mi convinco di aver fatto 15 minuti in avanti e no, torno. Non mi mette suono. Mani. Le tue mani le mettono, il parete. E allora mi do un po' di ritmo e cerco di cantarmi un 15 minuti a dopo tornare indietro. Senti, dopo quelli tu batti la mano, senti qualcosa da davanti che ti risponde, cioè come se la capisci. Mi fermo e torno indietro. Che la caverna si sta prendendo gioco di te. Mi fermo e torno indietro. Vabbè, io ho un esempio perfetto per te. La tua ora è rotti di giocata a Dishonored. Ok, torno indietro. Ok, allora io voglio tirare per sopravvivenza per capire se c'è quali sono le cose migliori che possiamo fare qui. Per... inseguire il nemico, no, ma che distruggere, schiacciarlo e sentire i lamenti delle femmine. Avete tutti gli strumenti nella grotta, non c'è nulla, nulla completamente piatto. Beh, io completamente assente. Il problema lo sai, vero? Io infatti vi dà un senso di soffocamento nell'indifferenza. Immaginate una galleria completamente nera. Senti, io uso 5 torce per nero snellisce per fare un fuoco sufficiente a scaldarli mentre si riposano. Sì, sì, ci riuscite. E però... io traccio delle rune intorno a noi per proteggerci dagli spiriti malvagi dell'inferno. Do inspiration a entrambi. Fate una runa di fuoco, un cerchio di fuoco. Però ci moriamo dentro. Ci moriamo. Capita. Voi riposate, ma comunque siete raggiunti da incubi terribili. Io provo notte, a non dormire. Questi... Ok, mi devi fare una prova di constitution. Ok. Non con le rune. Cioè, se, o fate a turno, o se qualcuno non dorme, vale come se stesse camminando da. No, certo, certo. Beh, in realtà. Beh, mi riposo. Beh, fatelo. Facciamo il riposo. Facciamo il long rest. Quindi niente di affaticante per 8 ore, di cui 6, bene o male. Le tu io riposo quando mi sono tutti molto svegli. Potresti leggere le rune anche. E allora sì, anche perché le sto incidendo sulla torcia ormai spenta. Che adesso sono in beta version assoluta, in libertino. Una cosa. Riesco a rendere. Quando faccio io tra virgolette il turno e li vedo magari che si contorcono nel sonno, gemono, io che ho sempre pensato di avere ovviamente poteri sovrannaturali e curativi, gli faccio, cioè mi avvicino a lui, calmati, e gli, come si dice, gli faccio il segno di una runa sulla fronte, perché di solito lo facevo addormentare meglio. Quello che voglio provare a fare, so che in termini rigoristici vediamo se mi passa l'interpretazione, è usare sonno e usare sleep su lui che è già addormentato per rendere il suo sonno più profondo e un po' più tranquillo. Ce la fai? Assolutamente sì. Ma lui si addormenta del tutto, ma continua a divenarsi. Io ti ci metto, vedi un po' tu, quella del nel sonno e tra gli incubi un Thor, no! E comincia a sfrigolare la mano e smette. Ok, allora mi fate, vi riposate, quindi vi passa l'extortion e però il buon room master mi fa una saving throw di wisdom. Kaboom! Proprio. Ba-ba-boom. 2. No, 17. Ok. Boom. Hai di nuovo la percezione che qualcosa ti abbia seguito dal ghiaccio, sia sceso giù con te, ma questa volta non riesce, probabilmente anche grazie all'azione di cura che sta su di voi sostanzialmente il sorcerer, a
Io penso che sia grazie alle mie rune di protezione. Ma tu nel sonno percepisci che qualcosa tenta ancora di violarti. Caro vecchietto. Gerontofili. Ah, lo spirito birichino. Gerontofili. Gerontofilia ai tempi dei vichini. Buon gustaio. Vecchietto, vecchietto. Quindi è una necrofilia al contrario con... C'è brutta cosa. Ok. Bio- reverse necrofilia. È una vivofilia. Biofilia. Biofilia per i vecchi. Cardiofilia. Gerontobiofilia. Gerontobiofilia. Fantastico. Dobbiamo metterla in una. No, non la metterei nel manuale. No, forse no. E poi leggi le rune, quindi adesso come vi ho detto, la meccanica non sto troppo a... la farò io sostanzialmente, però nel manuale poi ci sarà questa tabella che ti dirà, voglio citare un altro, voglio citare un caso che però ho paura di citare, Sinerecchio nella lettura dei tarocchi dava delle indicazioni sì, su quello che il tarocco poteva, certo, sì, quindi non serve assolutamente a niente. No, perché a differenza di quello parlando... che era... Non per criticare Signore Equia, esatto. Sarà chiaro. No, io è per criticare i tarocchi. Ma, allora, il punto è che la runa, il senso della runa un po' come i tarocchi, dice tutto un cazzo. Okay. Nel senso che... è da interpretare. Ti dice delle cose. Noi invece su questa cosa qua penso che metteremo l'interpretazione vera a livello di loro. Così chiaro, più poi il DM ti dà qualche indicazione. Più l'indicazione specifica per quella runa. Ok. Quindi prepara questi incantesimi, come dicevo prima, stai attento a... Ok, ok, tipo un mini divinazione. Esattamente, è esattamente quello, stai leggendo le rune. Presagio, il vecchio presagio. Quindi, sì, no. Puoi estrarre una runa. Sì, no. Non so. Puoi prendere una runa da qua, tirarla e vedere se esce dritta o storta. L'estrazione delle rune può essere fatta con una runa, due rune, tre rune. Noi abbiamo messo quella da uno perché sennò diventava complicatissimo. E poi la giri. E la testa in giù. Dovresti girarla e vedere da che parte si è girata tecnicamente in realtà. Più che il lato è la direzione in cui è. È una N normale. Nel senso della N normale. No, anche dall'altra parte è una N normale. Agalaz dovrebbe essere. Attaccati Agalaz. Dovrebbe essere dritta. Dovrebbe essere dritta. Se ricordo le mie rune. Adesso vediamo. C'è la tatuaggio sul dito, se non sbaglio. Se ricordo le mie rune, questa è un Agalaz del 68. Dritta è così, no? Sommelier della runa. Sommelier della runa. Sommelier della runa. Vabbè, il bello delle rune, però la cosa divertente è che comunque qualsiasi runa esce, ha sempre senso. Sì. Come gli oroscopi. Questa per esempio la runa che significa la pietra, però c'entra anche con la distruzione, il potere selvaggio, la tempesta, il cambio, le forze incontrollate. Quindi adesso ripeto, io la faccio, non ho la tabella sotto mano dove si stia lavorando, però sostanzialmente capisci che una forza molto potente legata al fuoco vi si abbatterà contro a breve. Se proseguite per questo percorso. Non è che abbiamo tanta scelta, quindi. Io lo guardo. Aspetta, peraltro non so, tu hai detto questa cosa? No, io però lo guardo quando fa le cose con le rune. Vecchio saggio, dici. Cosa leggi? Un grande fuoco ci consumerà continuando su questa strada. Vabbè, ma dai, io inizio a spegnere proprio mentre loro parlano. L'inferno non è caldo, eh? No, però mentre loro parlano io sono, si vede solo che sono un po' sulla scena, che spengo un po' il fuoco. Senti. Ha detto grande fuoco, quello è un fuocarello. Poteva diventare grande, poteva incendiarsi il nulla, l'aria. E comunque il mio Madai era più un Madai, un'altra, non ci basta il ghiaccio dietro la schiena. No, poco ne verremo consumati. O dalla tempesta dietro di noi o dalle fiamme davanti a noi. Ma non è che sono... scusa, no, non vorrei... Ma perché a El ci sono le fiamme? No. Non è che parla del Ragnarok, che hai guardato troppo in là. Chi può dirlo? Gli dei danno non si può chiedere agli dei due volte la stessa cosa. Una profezia è una profezia, è fatta per non essere capita fino a quando non sa vera. Le rune hanno parlato, che tu le voglia capire o meno. Lui le ha interpretate poi. Su. Io mi fido delle rune. Siete più riposati, state meglio? Certo che bisogna fidarsi delle rune. Certo che bisogna fidarsi delle rune. Assolutamente. Beh, vabbè. Nel frattempo cosa facciamo con il guardiano? Che guardiano? Ah, il guardiano. Così è perché... Beh, Ergal. Uno... Io con 13 cosa so? Di passivo. Non ti ricordi del guardiano, ma sai chiaramente che ci sono delle minacce incombenti all'ingresso alla fine della caverna, cioè stai andando a El, quindi è probabile che diverse cose ti salteranno da sotto. Saremo i primi a sconfiggerlo. Ergal. Non è il caso, ma... sì. Perché la caverna si prendeva a gioco di me? Tu cosa stai facendo?
Stavo tenendo il tempo. Potrebbe non piacergli la musica. Alla caverna. Alla signora della caverna. O alla caverna stessa. Non comprendo queste cose. Dammi le mie rune. Dammi le mie rune. Non ce le ho io le rune. Le stavo intagliando altre sulla mia torcia. Però a caso. Le scritte sbagliate. Lo so. Forse potremmo riuscire a ingannare uno dei guardiani. I guardiani. Dici? Ah, come? Beh, corrompendolo con qualcosa da mangiare. Quanto pane abbiamo? Io ho mezza di questa cosa. Di pane. No, c'ho anche 10 razioni. Beh, sì. Però non hai pane. Eh? Non hai pane. Lui ha pane. Carne sì. Io ce l'ho un pane, una pagnotta. Le razioni purtroppo non valgono. Ah, è solo molto pane. Chiara Led in questa cosa. E che ne so, me lo dice lui. È una crosta specifica. Basta. Il pane? Il ho pane. Queste due. Dalle a me. Gliene do una. Cioè, ma riguardo di queste cose ci sono, faccio una parentesi comica. Ci sono delle cose davvero assurde, tipo una volta Mike mi fa, ok, poi a un certo punto dovremmo mettere questo fiume rosso di sangue. Cioè, ok, fiume rosso di sangue, figo. Loro lo percorrono, sì, e trovano una gigantessa con le mestruazioni che sta rovesciando. Ah, ci sta, no, sì. No, sì. Noi non lo metterei. Sono d'accordo. Invece manco non metterlo. Jump! Però c'è altro ed è tutto abbastanza strano. Sì, perché poi ma c'è nella mitologia nordica? Sì, quello che ha tenuto. Ah, allora ci sì. Mettila. E quello che ha tenuto è sempre la gigantesca. C'è una grande foresta verde in fiore e hai fatto la gigantesca con le mestruazioni. Hanno tenuto la gigantesca con le mestruazioni come le morti. Il fiume perché spaventava. Avete ragione. Allora, forse posso convincere gli dei a moltiplicare queste pagnotte o almeno a farle sembrare più grosse di quanto sono. Interessante. È un'idea. Potrebbe essere una buona idea. Gliela do ma con lo sguardo. Se questa è l'unica salvezza. Nel caso non ci riuscissi, sono più veloce di te. Ricorderò che le pagnotte sono tue. Guarda, continua a guardare le pagnotte mentre le mette via. E mette via, ti senti solo che ti abbia fatto io saccheggio di solito. Il vecchio no, saggio che fottiva le pagnotte. Ma infatti lo guardo. Però è un vecchio rispettabile, non hai no, se non fa niente subito, gliele richiedo. Non sappiamo quando colpirà, ma quando arriverà il guardiano sarà meglio che le abbia io che tu. C'è una posso fare una prova di insight per capire se mi sta dicendo ballo? Certo, sì. Prendo le vostre sacche pagnotte e me le ficco in tasca. 10. Ah, ti sembra sincero. Alaric, posso farti una domanda? Ma nel momento in cui arriverà il guardiano e cercherà di divorare le tue carni, in che modo le pagnotte saranno d'aiuto proprio a te? È il companatico. Magari servono. Se gliele tiri, smette di inseguirti. Smette di tiri in testa, lo becchi bene, lo uccidi. Io mi affiderei più all'ascia che alle pagnotte. Però possiamo una la lanciamo e l'altra la spacchiamo in testa. Servirà codardo che non bastare alle spalle. Servirà anche l'ascia. Bravo. Servirà anche l'ascia. Dovremo intingere il pane nel nostro sangue se vogliamo passare. Vabbè. Ma scusa, se c'è da versare sangue, ma non possiamo passare inosservati, magari svicolargli attorno. E intanto la vediamo di perdere di tempo e iniziamo a camminare. È sì, mi sembra molto lungo. Decisamente. E mentre camminiamo, esatto. Gli chiedo: e secondo te è possibile raggirarlo? Con non lo so, facendogli. Lo sai, che io posso far vedere cose alle persone che in realtà non esistono. Lui il pane, quello di cosa sta parlando? Dai, lo sapete che ho fatto vedere gli spiriti della natura che stavano in realtà risvegliandosi quando sì, li conosco anch'io quei funghi. Io posso io lo posso fare anche senza i funghi. Ve l'ho sempre detto e non ci avete mai creduto. La mia fanciulla degli scudi piacevano i funghi. Guarda, facciamo degli scudi, piacevano molte cose ed è giusto che gli piacciono i funghi perché ti fanno vedere cose molto interessanti e io so far vedere cose molto interessanti alla gente, però sempre detto. Io intanto inizio a intagliare un paio di rune sulla pagnotta. Ok. Che le facciano sembrare più grandi di quanto sono. Quindi fai mani al liso. Top. Bello. Ok. Perfetto. Minor Illusion che si attiva quando le immergiamo nel nostro sangue. Ok. Cioè, preparo Minor Illusion. Ci sta, figo. Quindi pensavo a fare la stessa cazzo di cose. O solo quando arriva. Per ora no. Ok, uccidi le pagnotte e potete proseguire nella galleria. Nella galleria
dopo un po' che camminate, vedete qualcosa, cioè qualcosa che non c'era. Qua è un po' come il classico maze che si muove sostanzialmente, quindi la galleria si allunga, si tiene un po' quello che vuole. Vedete della luce davanti a voi. Della luce che sembra entrare sull'angolo, perché la galleria svolta, e dal punto in cui svolta vedete questa luce che entra. E nel punto in cui la luce entra, siamo arrivati, vedete che la galleria cambia colore, da nera diventa bianca. Avvicinandovi leggermente notate che diventa bianca perché tutta quanta quella che sembrerebbe un'uscita è completamente intarsiata di teschi. Voi che avete una passione regionata, anche tu questo, quando ti avvicini noti che i teschi non sono tutti umani, ma gran parte dei teschi sono di creature di cui avete sentito parlare solo nei miti e nelle leggende. Cioè alcuni sono più piccoli, alcuni sono più tozzi come quelli dei nani, elfi, giganti. Quindi vedete questi teschi tutti intarsiati all'interno della volta, anche nel pavimento, tutto quanto. Un ingresso importante. È Warhammer 40.000, così, sì. Diretto. Per dare giusto. Io sono un po' affascinato, visto che non sapevo di questa cosa, sì. Sono un po' affascinato che sono diverse, perché mi volevo fare casa così, io, per sì. Spaventare. Difatti lo guardo incuriosito. Puoi farmi un tiro di Nature, se vuoi, Di? Nature, sì. 2 più poco. Puoi. Teschi. 3! Come faccio ad avere la proficienza e avere solo 3? Perché hai meno uno di intelligenza? Hai ragione. Nature su intelligenza. Sì. Questa cosa è strana. Perché in realtà... Perché è conoscenze. È la conoscenza della natura, sì. Quell'erba... Ma questa roba che le caratteristiche siano collegate uno a uno. Qua me la meno. L'ho sentito dire che un... Sì, questa andrebbe... Che tutti i teschi umani avrebbero formato... Modernizzare, perché ormai è... L'ingresso di El. Sì, solo quelli, umani. Quelli umani, quelli degli elfi. Dei bambini scuri. Anche, sempre umani, indico quelli più piccoli. Dei bambini un po' deformi. Dei bambini draconici. E questo ce n'è uno gigante. Quello è un bambino enorme. Sono tutti bambini. È idrocefalo. Sì. È finto. No. È un gigante. Come mio nonno. Busso sopra, toc, toc, toc. Ho fatto uno, che culo. I giganti non hanno il loro inferno. Rimane intatto però, a meno che non lo fai con forza. No, con che non succede nulla. C'è un solo luogo dove i morti vanno. E noi ci siamo dentro. Ma vedi. E io che forza. Questo sabato volevo andare da un'altra parte. Invece. Volevi andare ad ovest invece. Beh, inutile indugiare, vi sembra? No, no, stiamo andando. Tenete gli occhi aperti, non vorrei essere masticato per sbaglio. Io sto attento. Bene. Sono sempre attento. Infatti. Quando uscite dalla caverna, voi camminate innanzitutto sui teschi, quindi siete i teschi che si rompono. Sembra di camminare sui biscotti. E notate, esatto, non stanno facendo. E notate che i teschi sotto, in realtà, è proprio come se fossero, come dire, se il muro si fosse solidificato su di loro, perché quando li rompete, guardate sotto, notate che il profilo del teschio all'altra parte è dentro, come se fossero proprio rimasti bloccati nel muro, no? Come se il muro una volta fosse stato liquido. Uscendo fuori, mentre uscite, vedete il raggio di luce che vi colpisce. Mentre raggiunti da un odore di marcio. Questa non è una foresta. Palude. No. E davanti a voi appare questa palude chilometrica, lunghissima. E in fondo a questa palude, enorme, gigantesco, un albero immenso. Che è chiaramente questo, anche tu che c'hai 8 di. Grazie. È Yggdrasil, che affonda le sue radici in questa palude morta. Ah. Di lato in un mare grigio scuro, davanti alla vostra parte in questa palude, su cui ovunque c'è questa nebbiolina, in alcuni punti fittissima, in altre molto spessa, per darvi un paragone gioco di ruolistico classico Barovia. Anche la luce, okay, che come prima ti dicevo era strana, qua ancora di più la volta sopra di quella che potrebbe essere una caverna, ma voi non capite se c'è un cielo o una caverna sopra, vedete questa fittissima nebbia anche sopra che non mostra cosa c'è oltre. Io me la immagino bene perché World of Warcraft c'è un posto proprio uguale. Sì. E la luce permea da sopra, ma è una luce particolare. Cioè, nel senso, non è la luce solare, ripeto, a livello ruolistico di Barovia, cioè che quindi non è una vera e propria luce. È triste e morte. È triste e morte. Cioè, questa pallida cosa. Questo posto. E sostanzialmente davanti a voi questa enorme palude, ma la vostra visione putrida viene interrotta perché tu subito scatti, voi un secondo dopo, in suo un attacco di opportunità, mettiamola così, okay. Voi un secondo dopo sentite il rumore di una catena che sfrigola al vostro lato
e dopo pochi secondi, correndo, appare questo mastino gigantesco, large, quindi bello grosso, piccolo che si muove verso di voi. Un pochino più grosso. Che si muove verso di voi sbavando fiammelle. Attenti! Dicevamo il guardiano? E ha una catena al collo che lo stringe, quindi vedete che è un po' incapacitato da questa catena, si muove verso di voi e tu hai un'azione free e poi tiriamo iniziativa. Ok. Io lascio cadere le asce, estraendo l'arco, incocco una freccia e gli faccio stare dietro! E gli sparo una freccia. Vai! Mm. Fumble! No, però sicuramente è uno sparo di lume. 18. Lo colpisci? Sì, penso sia più... La freccia si spacca sulla sua pelle. Più 3, più 4. Sì, sì, l'hai preso in pieno, sarà più 5. No, tirare sempre... La freccia si spacca sulla sua pelle. Cioè, proprio lo tiri, pum, capisci che... Lo prendo bene. Alcun danno. Sì, lo prendi benissimo, ma capisci che proprio la sua pelle sembra essere immune al danno. Noti che per un attimo la catena che ha al collo sembra quasi illuminarsi. Iniziativa. Forse dovremmo andarcene. 16. 18. 16. 20 di dado! 23. Con 20 di dado. 16. Ok, tiro anch'io. Chi le tiene? Cthulhu. Sull'iniziativa mi ha fatto andare 20. Per primo. Cthulhu. Beh, posso dire che io in questo momento sto usando un Monster Mano, anche se non potrei dirlo, però chiaramente l'avventura quando uscirà potrà essere giocata con un, semplicemente col documento delle... Perché dentro ci sono mostri, tutti i mostri base, tutti i mostri base che ci sono già nel SRD, nel documento quello lì, chiaramente non li replichiamo, diamo riferimento al documento di Open License e da vedere là. Tutto quello che invece aggiungiamo o che non c'è, cioè, non è compreso, lo creiamo da capo. Chiaramente ispirandoci, c'è quasi tutto nel Monster Mano della quinta, però alcune cose. E come vi ho detto, c'è una grossa differenza tra le creature quando sono incatenate, quindi per Ragnarok, come in questo caso Garmar, che ha una catena al collo, e quando sono invece scatenate. Grazie per avermi detto questo e mi hai bloccato tutta l'azione. Eh sì. Pensavo già per saltargli a collo provando a togliergli la catena. No, non pensi, è una catena. Grazie! No, questo penso che lo sappiamo tutti, che... Nel senso fra di noi, sì, il fatto che Fenrir sia incatenato, sì, e ma quello penso che per me è tipo una specie di Elound, sembra, cioè, è Elound esattamente in questo momento, esattamente Elound, poi cambierà, però esattamente un Elound. Okay. E perché liberarlo ti sembrava una buona idea in generale? Perché pensavo che la catena gli dava il potere. Perché? Che ne so, mi era venuto in mente così. Però è incatenato, quindi c'è proprio questa cosa, a me piace molto, mm-hmm. No, si è molto, però su, sì, c'è molto secondo me. Cioè, vedi Ferri rincatenato e poi vedi Ferri quando si libera. Spoiler, c'è Ferri. No, è bello anche. Davvero. È bello anche. È solo per... sulla coperta. È bello anche per i mostri normali, comunque. Sì, sì, sì. Non tutti i mostri subiscono la cosa, ma quelli che lo sono, sì. Ok. Quanto ho fatto io? Quanto ho fatto io? Ho fatto un bellissimo 14. Sai, non ho segnato l'iniziativa perché sono un master molto pigro. 23, 16, 18, 17, 16. 14. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Quindi Ranger, Rune Master, Rune. È Rune il primo? No, no. Ranger, Rune, Druido. No. Non toglietemi questa cifra. Sorcerer e per ultimo il bestione. Il buon Garmar. Ranger, la tua prima freccia si è scontrata contro la pelle di questa creatura che tu vedi nel frattempo sbava fiamelle, quindi lo vedi che lui è gonfio, bello, okay, con la sua, allora, mancia, la sua pelle nei punti in cui si rompe emana delle fiamme. Visto che avevo preso le asce, le avevo lanciate, piantate per terra, sì, le raccolgo, guardo il più saggio, no, guardo il più saggio, come a chiedergli quello sguardo, il sangue, e tanto poi tocca a me, tiro fuori e qua tu vedi la tua profezia, no, bella, e allora la io, pancia infuocata, se gli dice così io mi faccio un taglio sulla mano, perfetto, e gli porgo la mano. Perfetto. Io prendo solo le pagnotte perché mi serve il sangue di tutti. Quindi prepari l'azione. Pagnotte. Bello, bello. Io nel mio turno con la scimitarra. Beh, fatevi tutti un danno, un paio di danni. Tu ti fai un 3 danni. Ti tagli male. Ma farò una prova di destrezza per vedere come mi taglio. No, magari facciamo, faccio una cosa fighissima. 2 danni per tutti quelli che si tratta. Ok. Beh. Io sinceramente con la prova con la scimitarra volevo fare il colpo, che tagliamo anche lui, visto che c'ha le mani occupate. Okay. Ah, io contavo proprio di fare. Ti do una mano. Farmi un pezzo di carne, ma va bene così, è meglio.
Quindi la tua illusione minore, tenti di illudere Garmar Destriero, cane, guardia infernale. Ci provo. Ci provo. Qual è la tua casting spell? Il mio tiro salvezza è 13. Lui mi guarda poco convinto. Voi gli offrite le pagnotte. Col sangue, però. Però il sangue c'è davvero, le pagnotte ci sono davvero. Quindi lui rimane un attimo fermo, mastica le pagnotte. E ora ci conviene correre. E adesso sa come sa il nostro sapore del nostro sangue e ci inseguirà. E il turno finisce qui. Siete stati bravi, perché di solito lo ingaggiano tutti in modo abbastanza cazzuto libretta in faccia, mandando a terra. Improvvisamente, all'inizio del secondo turno... Ci rendiamo conto che non è molto calmo. No, lui comincia a incazzarsi perché capisce che l'avete ingannato, quindi mangia una pagnotta, poi ne mangia un'altra, comincia, è lì pronto a incazzarsi, ha perso il suo turno, questo fa sì che dalle sue spalle dovete spuntare una figura. Una figura che fa un balzo poderoso e atterra sulla sua schiena infilando una lancia. No, Dance, no. Nella schiena. È un balsamo invece. Della creatura. La creatura fa un ruggito in cui partono delle fiammelle insieme alla bava. Inizia questo rodeo per un qualche. La creatura balla, tenta di disarcionare questa figura. Finalmente ce la fa. La figura. Ma io avevo fatto 20 di iniziativa, non posso provare a fare qualcosa. Cade nella polvere e la creatura. Fa per è arrivata dandovi, perché è lì, ma anche per te che la tenevi lì, mira, attacco di opportunità se volete. Io starei fermo. La catena sprigola. Io no, io cerco di fargli lo sgambetto col bastone. Al cane? No, alla figura che sta scappando. La figura è rotolata, no, la figura è rotolata nella polvere dopo aver attaccato la Il cane. È il cane che sta scappando nella direzione di Guaendo. Allora il cane bastonato. Attacco l'opportunità non è che un attacco. È un'azione. La creatura che ha sbalzato. In realtà sarebbe solo per chi è in fight. Perché lei si sta spostando. Io che sono molto allerta. Tu, la creatura che è per terra. È la figura che è stata sbalzata. Glielo sta facendo l'attacco d'opportunità? No, perché è per terra crotola. E la sua lancia è piantata nella schiena di questo cane infernale. Quello che voglio fare io, se posso, è. Ok. Posso fare l'attacco d'opportunità con un'ascia? Come un redivivo Jedi. Sì, come qualcuno che abbiamo visto in un trailer. Esatto, guardare la lancia e dirgli tu dovresti rimanere qui e cercare con Mage Hand di sradicarla, cioè dalla schiena della, ok, perfetto, del lupo. Ce la fai? La lancia viene sradicata e cade per terra. Oh, avete visto? Ce l'ho fatta! Lo sapevo! E io sono fermo così, con l'accetta, che ero pronto per dare un colpo tipo martello sulla lancia per piantarla più a fondo, ma mi fermo. Ma viene svitata via. Quando ci potrebbe essere utile, quella l'ha ferito. Voi notate che il suo braccio... Braccio, perché sono giapponese. Il suo braccio diventa bluastro per un attimo. E rimane bluastro anche dopo, come se fosse ghiacciato, come se fosse necrotizzato. Ah no, aspetta. Tu chi sei? Stai bene? Devi tirare un dado. Devo tirare un dado? Sì. Perché il mio Jotun Ancestor, come origine... È pazzerello. Mi dice, è molto pazzerello. Mi dice che devo fare un tiro salvezza di saggezza ogni volta che faccio un incantesimo. Se fallisco il tiro salvezza, divento... Cioè, la mia pelle si copre di ghiaccio per... Di chiazze ghiacciate per un'oretta. Ho più 2 al danno e proficiency tu. Questo se tiri meno di 5, però no? No, non c'è scritto. Questa. E proficiency è intimidation, intimidazione, però ho svantaggio ai dexterity saving throw perché prossimamente sono più rigido. Sì. E guadagno il livello di exhaustion dopo un'ora. Quindi, vediamo. 2! Quindi si ghiaccia. Quindi io mi copro completamente di ghiaccio. Sono un pochettino spaventoso a vedere, se ma voi siete vichinghi, ve ne battete i coglioni. Mi volto col collo che scricchiola, cri, ve l'avevo detto. Io che non sto cagando di striscio perché chiedo alla figura: tutto bene? Io invece vado a prendere la lancia. Mentre lui si china per prendere la lancia, la figura si alza in piedi dalla polvere mentre il cane scappa e urla: lascia stare la mia arma! E notate questa figura che lascia stare la sua arma. Molto alta, molto alta. I capelli sono rossicci, sostanzialmente, pieni di sangue, rappresse di sangue, terra. Anche la barba, che è molto folta, è rappressa di terriccio, di sangue, di sporcizia, no? E probabilmente aveva un fisico molto poderoso, perché notate queste spalle enormi, che però sono ormai solo l'arcata di un corpo secco. Sì, perché è denutrito. È denutritissimo, pieno di frustate, come se fosse stato imprigionato per secoli, sostanzialmente. Notate che ai polsi e alle caviglie porta degli anelli metallici, dove un tempo erano attaccate delle catene che probabilmente ha spezzato. Su questi
anelli metallici sono incise delle rune. E lui vede che si alza. Okay. Comunque, nonostante il suo aspetto magro, è molto energico. Allora, e viene verso di te. Io prendo la lancia, mentre gliela porgo, gli dico: la tua lancia sarebbe ancora attaccata a quella bestia se non fosse per me. Io sarei andato a recuperarla. E non dirmi mai più quello che devo fare. Io faccio un tiro di intimidation. Ok. Io intanto guardo le rune. Io intanto guardo, provando, capendo cosa 15. Cazzo sta succedendo. Lui ti riguarda. Io mi avvicino a te e faccio. Sto capendo neanche io in questo momento. Aspetta un attimo. E mi fai tu una save intro di. Cioè, tu lo intimidisci. Lui ti viene. Cicciolando, si abbassa perché questa creatura, questa persona. Io mi avvicino e lo metto la mano sulla spalla a lui. Con calma. Io l'ho intimidito? No. Ah, ok. Vale, faccio. Tu noti qualcosa nei suoi occhi che ti terrorizza. Gran colpo. Noti come un fulmine nei suoi occhi. Gran colpo. Come ha fatto la tua lancia a ferirlo? Le mie frecce non sono riuscite a fargli. La mia non è una lancia mortale. E alza questa lancia che vedi sopra delle rune, sostanzialmente. Cioè, non può morire? Che cosa dici? È una lancia. È una lancia. Sei che non viene idiota. Da Midgard. Midgard? Voi venite da Midgard? In effetti sì. E da anche quell'altro posto. Perché dei folli da Midgard scendono nelle profondità di Hel di loro spontanea volontà? Non sapevamo che mica fare. Tanto di spontanea volontà. E non è stata la nostra spontanea. Siamo stati inghiottiti da una caverna. Quella è la caverna che porta qui. Perché eravate lì, idioti? Perché c'era una tempesta e una colonna di vapore gigante. Non sappiamo perché fossi qui. Ghiaccio ovunque. Non sapete perché foste lì? E da quando siamo... i mortali da Midgard scendono casualmente a Niflheim? Cioè... Da mai! Io la mia stupidità... Ma tu sei stupido, conosci poco la religione! No, sono anche stupido, ho 8 dita! Da mai! E comunque la mia discendenza o dei mortali? Io discendo dei giganti. Ho un buon istinto, ma non si... Lui ti guarda con disgusto e sputa a terra. No, non l'avrei detto! Noto i marchi... che porti addosso. Sì. Non andrei a fare pubblicità. Voi a questa cosa. Voi accompagnate a un tale abominio. Sei appena ghiacciolato. Hai freddo quella pelliccia? Io non ho per niente freddo. Tiro su religione. No, non c'è bisogno perché la tua passiva non suonato passiva. Passiva, se non ti dico niente, vuol dire che non noti nulla. Ok. Non ti sembra quello che notate con la vostra religion, o volendo qua ci poteva stare un trio di arcana. Però la religion ti basta perché la religion rune c'entrano. Noti che quello che ha ai polsi, che vi ho detto prima, è un iWatch. Quelle che addosso sembrerebbero degli incantesimi di confinamento e individuazione, cioè chi gliene ha messi addosso sa dov'è e non voleva che se ne andasse da qui. Okay. In realtà però quello che volevo vedere con religione era un lui ha detto voi mortali, sì, ti è chiaro che non passo è un mortale. 2 non è un mortale, quindi potrebbe essere molte cose, 3 tra 3 2 dipende da dove viene. Ecco da dove viene. L'altro è un di quelli che conosco. Chi ha una lancia? Nessuno. Buona. La sua lancia è viva. No, ci sono che hanno una lancia, ma sono diversi. Non è un'arma iconica. Ok. La sua lancia è viva? No, è perché sai, siccome c'è la lancia di Odino, non volevo. No, non è la lancia di Odino, no, assolutamente. La sua lancia non è viva. Non appartiene al nostro mondo. Non è stata forgiata da mani umane. Perché gli umani sanno forgiare armi adesso? Beh, tecnicamente. Quelle non sono vere armi. Le armi sono altre, vengono forgiate nelle profondità di Nidavellir dai nani. Quelle sono vere armi. Vabbè, quelle sono vere armi. Ce le regalaste per le festività? Senti, non sappiamo neanche dove siamo. Siete a Hel, non è chiaro questo? Come ci siamo arrivati? Siete agli inferi. Come usciamo da qui? Non si esce da Hel. L'unica soluzione che avete è andare nella palude e farvi divorare da qualcosa. Le creature che albergano lì. Non possiamo rimanere qua. Amano il sapore dei mortali. Ah, io credo che in realtà forse una possibilità ce l'abbiamo. Ah sì, sentiamo. Portaci vecchio. Fuori di qui. Io non posso, non vedi? E ti mostra i bracciali. Con li togliamo. Sì, toglieli. Prova mortale, prova. Ti guarda con sfida proprio, ti guarda. Se puoi ascoltarmi un attimo invece di fare... Io sono così con le mani allungate, poi mi fermo. Non siamo morti, mi dite. E forse è vero. E se non siamo morti... Potremmo arrampicarci lungo il... Il vecchio è impazzito! Arrampicarsi su Yggdrasil, dei mortali! Il fatto che siamo mortali potrebbe essere la sono nostra bravo ad speranza. Arrampicarmi, potrebbe essere un'ottima idea.
Certo. Non porta dappertutto. Io l'albero. Potrei forse farlo. E perché lo fai? Se Ellie in persona non avesse inciso sui miei bracciali questi sigilli. E allora forse la tua è solo invidia del fatto che noi possiamo provarci e tu no. Come osi, mortale? Sei vecchio e debole. Non dovresti sfidarmi. E tu sei confinato qui. Certo. Per piacere, non prendiamo in giro. La signora degli inferni da tempo desiderava avermi tra la sua collezione. Finalmente, a quanto pare, egli ci è riuscita. Giusto perché non vorremmo sembrare scortesi prima di esserlo veramente. Quindi scaliamo l'albero e andiamo dove vogliamo. Dimmi tu il tuo nome, mortale, e io forse ti dirò il mio. Il nome dona potere su chi lo usa. Dipende dal nome. Vero, il mio non ha tanto potere, mi sa. Il mio lo aveva, ma non sono più degno di portarlo, quindi comunque non te lo dirò. Do una gomitata a Erga, senza dire... E ti possiamo chiamare un uomo confinato con la lancia che spara cazzate? Non mi interessa come voi mi chiamate, io perché sei così aggressivo? Io. È un passivo aggressivo. Ricoperto di ghiaccio. Gli ho recuperato... gli ho recuperato la lancia, gliel'ho raccolta, si è lamentato tutto il tempo, ci dice, oh, mortali, mortali, hai rotto le palle. Tu forse... Se come guardi, come guardi le formiche, fermi forse lo stivale prima di calpestarle? Così ma poi a noi sembrano immortali. Non mi attardo a parlarci con le formiche. Se prendi l'arma di un cacciatore avrebbe seguito la preda, avrebbe finito di ucciderla. Esatto, mi hai solo fatto perdere tempo, mi avete intralciato. E allora vai, no? È vero, cazzo. Sì, sono d'accordo. Lui ti ha intralciato. Non è un incantesimo di silenzio da portata. Perché? Silence. Quindi arrampichiamoci sull'albero e da lì possiamo raggiungere tutto, vero? Beh. Non si dirama ovunque. Certo. Possiamo tornare a Midgard. E mi sembra già un buon passo. Ottimo. Sarà passato il tempo, forse? Chi lo sa. Ma... E come pensate di entrare nel palazzo di Hel mentre la signora siede sul suo trono? Grazie a te. Chiediamo. E perché io dovrei aiutarvi? Perché così se ti liberiamo. Ci sarebbe solo un modo per liberarmi e voi di sicuro non siete in grado di farlo. E che palle. Sì, però adesso mi sembra che stai facendo il bambino viziato. Quando dici così... Madonna. Scusa, io sposto parecchio. Il nostro room master. Io? Viziato io? Sei un nobile cacciatore, non comportarti io in questo modo. Io sono più modo. Di un nobile cacciatore, io ero la tempesta stessa. E quando dice questo vedi che si ferma di colpo poi e diventa cupo, no? Come se quello che ha detto... Si spiegano tante cose. Come quello che ha detto lo ha... Ha parlato troppo, no? Perché... Già si vedevano i fulmini prima. D'accordo, ok, però... Poteva anche essere, non sono simpatizzante. Ok, sì. Quindi tempesta stessa. Vieni con noi, ti liberiamo. Non posso. Perché? Perché io sono stato cacciato. E tornaci. Anche lui è stato cacciato. L'hai fatto apposta, ti è uscito male. E tornaci. No, no, no. Non uscito a caso. E tornaci. Non posso. Io ho perso il mio martello e... Ma è una lancia, funziona benissimo! Lo dice e scende una lacrima, no? Sul video. Funziona benissimo! Non è la stessa cosa! Mio padre mi ha detto... Tu... Che non si dica che mio figlio ha perduto il suo martello, va da quei nani e fattene forgiare un altro, più potente ancora! E io sono andato per farlo, ma... Mi sono svegliato qui! Ero sul ponte arcobaleno e mi sono svegliato qui, imprigionato! Ho sentito un suono prima di addormentarmi, come una melodia, e poi mi sono svegliato qui incatenato, El, che rideva, come noi. Allora siamo anche noi la tempesta. No. Non credo. Sta succedendo qualcosa in tutti i mondi. Quindi Yggdrasil li collega tutti. Questo è vero. Quindi scaliamolo, come diceva il nostro saggio, d'altra parte ci portiamo due saggi dietro, mica per niente. Smettetela con questa stupidata dello scalare, anche il nano nella prigione continuava a ripeterlo. Ma secondo me erano solo... E se c'è il tuo martello? Non lo so dov'è il mio martello. Magari è sull'albero, ma si è incastrato. Non funziona. Non hai mai giocato da piccolo tirando i giavellotti e si incastrano sugli alberi? Non tiro. Non il suo martello. Lui non è molto sveglio, come esatto. Cioè, perché sta intraprendendo questa conversazione con lui. Quindi capite che comunque. Ma potremmo andare avanti per sapete giorni. Che il mio tuono non è famoso per la sua astuzia. Quando lancio i giavellotti. Avete percepito che lui ha parlato di un nano dentro le prigioni di El che diceva di poter. Se questo nano può farlo, io mi avvicino a Erga e le faccio. Erga sono io, no? Scusa. Portaci da lui e usciremo tutti insieme. Alaric si è fatto loquace.
Di colpo parti con la roba. Niente lo pace. Sarà una questione dei mondi che si mischiano. Ma ci stava molto. No, è che finalmente parla con un mondo livello. Arca miseria. Però per l'occhio mortale saccheggiamo il villaggio. Quale villaggio? Quello è un hobby, non è un piano e non c'è un villaggio. Io la prigione. Anzi, io potrei andare a staccare il collo a quella bestia infernale, così da irritare Sua Maestà e muoverla dal palazzo. Nel frattempo voi dovreste semplicemente attraversare le paludi morte, superare il fiume di spade, evadere la sorveglianza di Nidog, l'eterno divoratore, e raggiungere il palazzo. Facile, si può fare. Beh, aspetta un attimo, fallo finire. Il compito alla vostra. Perfetto, e farci che poi. Provate il nano. Il nano dice di conoscere un modo per raggiungere, per superare Yggdrasil. Andate ad Asgard e avvisate mio padre. Il cosa farci non è un problema. Esatto. Con nano? Con, la, nani con quello bassi. Che sa il nano. I nani non mi stanno molto simpatici. Perché però, ne hai mai incontrati su Midgard? La palude è morta nel senso che ci sono i morti o che la palude non è viva? Ah, no, no, siamo palude, all'inferno. La palude è molto morta, morti. Ma quindi questo non fa morto. Sì che lei non si muova. Quindi quei morti. Quelli che se succedeva noi eravamo morti. Tipo noi. Seguite la via in cui la nebbia è più bassa. Non andate dove la nebbia è alta. Lì verrete divorati. Beh, non che dove la nebbia è bassa non veniate divorati. Ma comunque ci sono meno possibilità che la nebbia vi divori. Beh. Mi sembra un piano impeccabile, no, mortali? Ma tanto siete già El. Ma se invece distraessimo noi El e tu prendessi il nano, voi vuoi distrarre la morte? Ai mortali non è concesso tale privilegio, non possono né ingannarla né fare in modo che lei faccia quello che vuole. E su questo ha ragione, altrimenti sottovanti non mi chiamereste mortali. Ma non hai in mente forse una cosa? Noi non siamo morti e siamo qui. Potrebbe essere qualche cosa che lei non ha mai visto. Beh, no, è già successo. Dei pazzi sono scesi prima. Ma erano asi. Ci sono leggende. Sì, erano quasi tutti Aesir, è vero. Però ci sono anche leggende di chi si dice sia riuscito a scendere attraverso la grotta El. E sai che, cioè, davanti a El voi verreste vaporizzati. Chiaro. Con uno schiocco di dita. Quindi sì, però sai come, non è che l'altra ipotesi ci ispiri proprio moltissimo. A me non crea problemi. Però è vero anche che te lo sta dicendo Thor. In quel senso. Ma io non è vero anche che Thor non è uno stratega. No, e ti sembra un Thor in pessime condizioni. Sì. In realtà, cioè nel senso, un Thor chained, anche qua Thor non è mai stato uno stratega nato, e anche perché di solito si cacciava nelle situazioni, prendeva un sacco di schiaffi, ma non gliene fregava un cazzo. Sì, perché tanto è Thor. Perché lui ne dava di più. Esatto. Beh, quindi in effetti per ora è l'unico non ne vedo molte altre di strada. Lei sicuramente verrà quando staccherò la testa al suo cane. Non è che poi ti ammazza? Oh! No, ho ucciso cose più grosse. Di Hell? No, del cane. Hell non vuole uccidermi, lei ha piacere ad avermi qui. In lei si senso? Diletta. No, non in quel senso. E perché non puoi dilettarla in quel modo e farci andare via tutti da qui? Io non mi unirò mai con quella creatura. Non il cane! Figlia di Loki! No, parlo di Hell! Ma lui non è arrivato. Non può farci andare via trombando El. Non si può fare. Perché lui si è svegliato qua come noi. Alric, se non vuoi che il tuo nome diventi Elric perché restiamo qua troppo a lungo, forse è il caso che ci muoviamo. Questo io sono pronto. Fai strada. Ma non deve prima spaventare. Noi iniziamo ad andare dalla parte opposta dove andiamo. Dove la nebbia è bassa attraverso le paludi. No, il lago di. Il fiume di spade. Il fiume di spade! Il fiume di spade, hai detto che ci dobbiamo tenere lontani da. Ma scorre. La nebbia alta. La nebbia. No, l'altro, quella cosa che. Ah, Nidog, l'eterno divoratore. Nidog. Ma sai che è. Sì. Ma il fiume scorre. Figlio di puttana. Non si può guardare un fiume di spade. C'è un ponte. Non il ponte arcobaleno. No, quello di Heimdall. Voi sapete già che è il ponte protetto da Mordor. Per me stavo dicendo parole a caso. Ok, allora andiamo, vi faccio strada. È il ponte protetto da Mordor. È stato un piacere Mordor vederti, sei un buon cacciatore. Spero di non dover mai radere al suolo il tuo villaggio. Una volta uscito da qui. Questo mortale è completamente idiota, vero? Sì. Esatto. È completamente idiota. Avrebbe 8, ma stai interpretando un 6. Io non vengo da un villaggio, vengo da Asgard. Qua tu capisci che finalmente che lui è Thor. Ok, mi fermo, allora mi sto andando avanti. Faccio. Nah, e proseguo dritto.
Io lo lascio andare avanti 15 metri prima di... Dimmi quando passa un'ora. Sì, certo. Mamma mia. Vi trovate davanti, lui comincia a correre nella direzione in cui c'è il cane. Contento, vedete che sorride mentre si lancia alla caccia della creatura. Ma non ce la fa, è messo male questo dio. Harrick, sì, è messo molto no, male. No, beh sì, anche Harrick, ma... Davanti a voi, invece, si stende questo acquitrino infinito. Visivamente, secondo me, ricorda moltissimo Gollum quando porta gli hobbit. Ah, io ti stavo dicendo... La via lungo gli acquitrini, esatto. I morti! No, gli orchi non la fanno. Visivamente, in realtà, Tolkien si è probabilmente ispirato a questo, anche se in realtà lì parlava della guerra, della battaglia... Dei cinque eserciti. No. Della battaglia no. Delle somme, che lui ha fatto, se non sbaglio. Comunque, lì è una presentazione... Ah, no, che è quella che sono soggetto io tutte le volte che tiro un dado. La battaglia è dei cinque... Sì, lì è avvenuta quella, ma in realtà... 3, 9 saggi, sì. Quindi in realtà, come poteva essere? Visivamente era un altro. Come poteva essere il dio del tuono? Un posto proprio bello, ridotto in quel modo. Dov'era il fulmine? Dovrebbe essere una figura gloriosa. Sì, non era lui. Sì, era lui. Era solo in... Beh, scusate, ma se è successo a lui, come è successo a noi? Beh, noi non abbiamo catene. È già qualche cosa no, rispetto a quello che è successo a Thor. Ma aspetta, ma... Non sì, ma non poteva le essere... Le catene gli era messe. Quindi non è stata El. Passive Religion. C'è solo un grandissimo figlio di puttana nella mitologia norrena che può saltare da un mondo all'altro come Loki. Se raccogliesse Margherita. Loki. È per quello che sta cosa resta simpatica, tutto sommato. Ma sì, bambino. Stai facendo un viaggio per trovare lo zio. Ma sì! Beh, anche Ratatosk. Quindi è anche caduto anche Ratatosk. Lo scoiattolone bastardo. Giù, sì, giù. Lo scoiattolone bastardo. Sì. Che c'è? Quindi è caduto in disgrazia. Non c'è più Thor. È come se fosse già morto. No, ma appena avrà tolto le sue catene sarà in forma come prima. Ma le sue catene non si spezzeranno solo a Ragnarok? Forse. Questo che dici mi fa venire un brivido lungo la schiena, nonostante io non stia provando. Anche se in realtà la legge non dice questo, cioè lui ha delle altre importanti... Cioè questa cosa non l'avevi mai sentita di Thor finito a L, è molto strana. Non, cioè, beh, sicuramente... È sbagliata. Se è successo non l'ha mai detto in giro. Mentre forse invece la perdita del martello è una cosa di cui tu sei pienamente a conoscenza. Lui perde il martello, va dai nani di Davelli e se ne fa fare un altro più figo e poi torna indietro. Quindi c'è qualcosa che... La domanda è l'altro martello. Chi sia suo padre? C'è la Beta Ray Bill. Ma quale, questo? Sì, chi sia questa era molto profonda. Ma quale, questo? Io ho scritto Hammer qui, quindi ce l'ho. Ho io il martello. E nell'equipaggiamento. Posso spoilerare? Se lo provo. È chiaramente una loot. L'altro martello. Non quello 2, ma l'1. Potrebbe essere suo padre che lo sta punendo per qualcosa. Gli sta tirando un tiro mancino più di una volta. Con molti dei suoi figli. O forse è semplicemente che l'ha perso. No, non il martello, il fatto che sia qui, si sia svegliato qui. Potrebbe essere quello, potrebbe essere l'ennesimo raggiro di Loki. Non è un gran guerriero uno che perde la sua arma. Beh, in genere non ne ha bisogno, come hai visto. Beh, aveva un'altra arma. E io intanto cerco di fare sopravvivenza. Aveva un'altra arma. Per stare ben attento dove metto i piedi. Benissimo, quindi apri tu la fila, non il ranger. No, perché io sto chiedendo... Il fatto che... Sono delusissimo, Thor per me era... E la allora, figurona della Madonna e quella è veramente Thor. E allora, anche se avrebbe molto più senso che aprisse lui, apro io perché io sono impaziente, lo vedo presto. Perfetto. Non devi fare... E che cazzo! No, alla fine. 13. Tutto okay. Sto casino per... Riuscite a muovervi per circa un'oretta all'interno della palude. E a un certo punto io faccio... E sei esausto. Si vede il ghiaccio che, come si dice, ormai si è evaporato, si è sciolto. E io a un certo punto, nel momento in cui l'ultima stilla di ghiaccio mi cade dalla spalla, cado in ginocchio. Sono un po' debilitato. Ah, Gesù. No, che è Gesù? Non lo so, mio amico Odino. Odino. Su, tieni, gli passo il mio bastone. Grazie. E vado su, e io svantaggio i tiri. Sostanzialmente, voi avete fatto un'oretta di cammino all'interno della palude. Tu hai seguito il punto in cui la nebbia è più bassa e vi arrivati poi i piedi, quindi tu non vedi dove stai camminando. Tu tiri sul web, però ti permette di trovare i punti in cui c'è effettivamente del solido. Ok. 40 minuti fa si sentiva poco, vabbè. Intorno a voi, intorno a voi,
notate che la nebbia in alcuni punti è più alta, in alcuni punti è più alta, vi arriverebbe, in altri proprio è totale. Che è dove Thor ovviamente ha detto di non andare. Chiaramente. Siamo a Cremona! Sì, siete in quella zona lì. Diciamo, Santonato, sì. È Molise. Sì. Sostanzialmente, giusto per dire, questa poi è una sessione di prova, eccetera, eccetera, però volendo, se uno è stronzo, può decidere anche a livello 1 di fare così invece che andare dritto e entrare dentro una nebbia più fitta. Certo. E muore. Cazzi suoi. Cazzi suoi. Ma se uno picchiava il mastino? No, il mastino era il classico tie. Okay. Cioè, te lo faccio vedere. Te lo faccio vedere, vi butta giù ai due e poi viene salvato. Da questo momento l'abbiamo anche disegnata. Se c'è un tipo di giocatore che piace farmare, mi viene il latte alle ginocchia solo a pensarci, però sì, c'è a chi piace, potrebbe stare le ore su questo sentiero, ammazzare roba, salire di livello, entrare nella parte successiva. Oddio santo. Ci tornerete, ve lo dico già subito, lo vedete fra poco, ma volendo potresti farlo, nel senso che nel momento in cui io devo disegnare un'abitazione sandbox, ti devo dare la possibilità di farlo. L'avventura prevede una strada. Ciao. Dritta con delle sfere di vado un po' in giro, side quest, main quest. Se tu vuoi, tu te la puoi prendere, puoi stare qua a ammazzare scheletri sul sentiero per... Puoi farlo, perché c'è gente che, a quanto pare, gioca così di ruolo. Mi cadono le balle all'idea, ma giustamente... Come in Skyrim, arrivo, faccio 15 ore a usare l'abilità Fabbro, esco con l'armatura da Edrica. Sono 15... Hai un braccio così? Esatto. Anche se in realtà l'avventura è disegnata per avere il... Si sale di livello man mano che ci sono i... Figa, non mi viene la parola stasera. Quando arrivi in un punto... Stretch goal. No, stretch goal è Kickstarter. Checkpoint. No, cazzo. Kickstarter, pleggiate. Checkpoint. Come cazzo si chiama? Hanno un nome specifico. Aspetta, di cosa stiamo parlando? Mi sono la preso. Fine dell'arco. I punti di trama in cui tu prendi... Capitoli. No, un altro nome. Vabbè, comunque. Non so perché non si uso si chiamano in un modo. Ciccio Pasticcio. Si chiamano così. Non uso gli XP, non so. Vediamo se le voci nel in El sanno. Hanno un nome, ma cazzo, non mi ricordo come si chiama. Vediamo se le voci di El sanno. Allora, detto questo... Non voglio farvi perdere troppo tempo nella palude, l'avventura qua potrebbe anche, potreste passarci delle ore, perché ogni volta che si sbaglia il tiro di Wisdom c'è un encounter, non ho voglia sinceramente, vi faccio arrivare alla parte più divertente. Devo riposarci un attimo prima. Qui è cazzuto riposare. Contro Ferrier. Io allora sono perfettamente in forza, però se hai bisogno... Ma poi riposare, abbiamo riposato. Servirebbe un altro... Non lo so, non mi sento... Vabbè, andiamo. Lo credo, eri tutto comunque blu. Qui servirebbero diversi tiri di Wisdom per entrare all'interno. Voi passate, sostanzialmente, passate la palude. Questo posto non è così pericoloso come diceva. No? Il Thor caduto. In realtà c'erano tre ore di passaggio. Guarda quella trappola per orsi. Si deve schiacciare, vero? E sostanzialmente salite su una collina, abbandonate la palude. In realtà il percorso è durato molto. Sì. E cominciate a sentire un fragore di spade. Beh, il fiume. E davanti a voi quindi scorrono. Un fiume di spade. Cioè con spade che scorrono. C'è questo fiume enorme, il Niagara, pieno di spade che si muovono e cioccano, come se fosse un fiume. Non c'è acqua. Non c'è acqua, solo spade, come un enorme tubo pieno di spade che picchiano tra di loro e seguendo la corrente... E non hai visto la nave fatta di un siete vicini. Ma quindi seguendo... c'è qualche spada che esce sulla sponda? No, potresti provare a prenderla però. No, ce n'è qualcuna che esce sulla sponda. No, cadono tutte, sono tutte... Si muovono, è un po' tipo fantasia. Ah, ok, si muovono in maniera naturale. Sì, esatto. Ne vuoi una? No. È chiaramente magico l'effetto, è chiaramente magico. Perché non dovresti volerne una? Se non, è una bella spada. Perché siamo all'inferno ed è un fiume di morti. Un fiume di spade. Saranno le spade dei morti con disonore. Non istigarlo. Giusto? Sì. Ottimo. Io non sono non saggio. No, certo. E vedete che seguendo la corrente con la vista, vedete questo enorme ponte dorato. Oddio, devo cambiare. Quelle sono le spade dei morti con disonore. Devo cambiare l'interpretazione del personaggio. Perché dovrei volerne una? Le mie moriranno con onore. Ecco mortali le armi, ho capito. O con odore. Beh, hai capito. Voi vedete questo enorme ponte dorato seguendo la corrente. Con anche il tetto, quindi questa costruzione enorme su questo ponte con sopra il tetto tutto dorato, che è l'unica cosa che sembra passare da una parte all'altra del fiume di spade. E sul ponte una fanciulla che vi guarda e muove le mani così. Felicissima. Ah, passive. Cos'è? Modwood, la protettrice del fiume del ponte dorato. Non è cattiva, non è buona, è legale, neutrale. Chi è? Sapete che lei chiede ai spiriti dei morti di lasciare la spada
come ultima, il ponte è l'ultimo step prima di accedere veramente alle spiagge dove sono i morti, dove c'è Nido che mangia le ossa e con le unghie. Quindi sostanzialmente, anche se non è molto spiegato, gli spiriti si ricongiungono ai loro scheletri, una roba di questo tipo, e poi vengono smontati per costruire la nave. Per farti uno schema, in realtà non è così lineare la cosa. Però a grandi linee sai che il ponte è l'ultimo step, cioè le anime una volta passato il ponte, ceduto questo pegno di questa spada, passano. Spiaggia dei morti, ombrellone dei morti, le tivoli. E fanno una bella, aspettano che arrivi il Ragnar per poi saltare. La guardiana del ponte. Cosa dobbiamo darle a lei? Non abbiamo finito il pane. No, in realtà è una cosa... Guarda il fiume. Sì. Ah, gettano le spade? Io non getterò le mie armi di sotto. E allora resterai da questo lato del ponte. Però tecnicamente potremmo provare a parlarle, perché... Noi non siamo morti. Possiamo provare a dirglielo. Proviamo. Appena vi avvicinate, lei corre verso di voi e vedete che si ferma precisamente nel punto in cui il ponte dorato... Si interrompe, come se il suo dominio fosse quello. Fa, ho dei mortali! Oh, ma che bello, ma che gioia! Qui passano solo spiriti morti, noiosi. Non dobbiamo tristi. Lasciare le armi. Ah, no, quello è per i morti, perché siete vivi. Beh, sì, perfetto. Voi non potete passare. No, non potete. Come no? Ma dobbiamo farlo. Siete vivi, non si può passare, siete vivi. Ma sei sicura? Certo. C'è qualcosa che possiamo fare per convincerti? Il prezzo per passare sarebbe molto alto. Andando a buttare tutte le vostre armi, perché se a uno spettro chiede una spada, a voi come minimo tutte le armi. Tienile. Che sia. Io gliele do. Siete sicuri? Sì, sì. Cioè, beh, dall'altra parte c'è Nidog, eh? Non ci sono combattenti, vero? Non credo. L'unico sei tu. Io. Vedete che lei si avvicina a lui e lo tocca, no? Lui comunque... Sì, possibile. Non possiamo metterci d'accordo invece di lasciare le armi? Sì, beh, in effetti l'ultima volta che mi sono messa d'accordo con quel mortale che era qui è stata una notte... Ah. Quanti ricordi? Un po' tu me lo ricordi come c'è tastarti, no? Un po' me lo ricordi. È gnocca? C'è di peggio. È bellissima, fanciulla. Con i capelli dorati. No, però... Non è scritta, scusate. Con i capelli dorati lunghissimi, questa treccia lunghissima, questo vestito di lino tutto dorato. Allora io faccio la risata da stupido quando mi tocca, perché tipo... Poi però mi giro verso il saggio. Sgrani gli occhi? No, io alzo spallucce. Mi avvicino... Vedi? Non mi succhierà l'anima. Ti succhierà qualcos'altro. Non l'anima. Ti è questa erbetta. Magna. Tieni. No, per te, non per lei. Mi ricordi molto la mia fanciulla degli scudi. Grazie. Grazie, me la metto in tasca. Ma, sì, beh. Quindi... Qui? E inizio a spogliarmi. No, ma cos'hai capito? Cioè, vuoi pagare tu per passare? Sarebbe un premio per te avere una notte con me, tesoro. Beh, anche... Sei mai stato con una dea? No. Sì. Io questa occasione la coglierei lo stesso. Io dico sì. Ah sì, con chi? Con la mia fanciulla degli scudi. Quella è una troia, non è una dea. Beh, per le alcuni, due cose non sono mutuamente esclusive. Per alcuni per me era una dea. Comunque. Sì. Dopo potremmo consumare, in effetti, potrebbe essere interessante. Quindi cosa vuoi? Magari non il vecchio. Al posto delle altre. Diciamo che se proprio non volete cedermi le vostre... La mia discendenza di gigante. No, loro te le vogliono cedere. In alcuni punti specifici. Beh, ho detto tutti le regole. Non c'è uno sconto. Anch'io, ma ti do qualcos'altro. Quello te l'ho già spiegato. No, qualcos'altro. No, le regole sono regole. O tutte le armi o niente. Ma hai detto poco fa che c'era un altro modo. C'è un altro modo, perché mi annoio molto. Che sarebbe? Beh, un modo è recuperare la mia spada prediletta. Quella vi pagherebbe il passaggio. Era la mia preferita, la spada dorata della mia collezione. Ricordo di quella fantastica notte di passione. E quella sgualdrina nella palude me l'ha rubata. Ma non ci possiamo andare nella palude. Certo che ci potete andare. Tenete questo. E vi offre dei sigilli. Notate che c'è questo... questa boccia, questo coso. Stiamo parlando delle sue chiappe? No, le sue chiappe sono molto dorate. Io quando si gira guardo le chiappe. Ha un bellissimo culo, è una dea. È molto bella. E gli offre questo calice con questo idromele doratissimo che sembra gustosissimo. Questo vi darà forza. Io guardo sempre i saggi. Ha un long rest, sostanzialmente, perfetto, e culo. Vai al secondo livello. Bomba! Io se vedo lui che si bomba faccio, grazie! È lungo la mano. Sì, te lo dà. Vedi piano tesoro, non vorrei che ti ingozzassi. Bevete, no, beviamo, alla salute. Cin.
ingoiamo il liquido. Se fossi un grande ingannatore, mi sarebbe venuto a spontaneo provare a fare una gira, ma purtroppo davvero. Sì, potresti farlo, ma è una divinità. Beh, statisticamente è un... in realtà è 15, più o meno, quindi... Quindi non so se ti conviene. Ma non lo so, è vanitosa, mi sta venendo in mente un'altra idea vanitosa. No, ci saranno dei modi per ingannarla, però non posso dire di più. Oppure, se non volete recuperare la spada perché avete paura che lei vi uccida, ed è probabile che la sgualdrina vi uccida, potrei anche divertirmi un po' con voi. C'è un indovinello, un enigma che mi piacerebbe... No, preferiamo uccidere. No, prima l'indovinello. Ah, già. Perché? I saggi. Perché abbiamo escluso l'idea di lasciargli le armi? Beh, il ranger non vuole darmele. Perché se qualcuno ci attaccherà al di là del ponte, come ci difendiamo? Però i miei poteri magici. L'esercito di non morti, Nidog sicuramente vi attaccherà. Se Nidog ci attacca e quando lo farà, le nostre armi non serviranno. No, ma non lui. Ma non può, è imprigionato sotto la radice. Ma qualcun altro. E allora non serviranno comunque le armi. Appunto. Ma un altro cane gigante. No, quello sarà l'inizio. Lo stesso. Cosa gli ha fatto le tue armi al cane gigante? La freccia. Nulla. Le frecce sono di legno, queste sono di metallo. Mi state annoiando? Per una volta passano dei mortali, state qua a discutere. No, voglio divertirmi. Un indovinello, mi pare. Un indovinello ci può stare. Beh, in realtà non è un indovinello. Ah. Gli indovinelli rendono noiose le avventure, e poi una volta che le fai non puoi rigiocarle. L'avevamo messo, ma faceva schifo. Ammetissimo. E abbiamo messo qualcosa di più interessante. È un enigma, sì, ma nella palude è anche questo da risolvere. Scommetto le mie armi che i saggi sanno rispondere al tuo enigma. Beh, è legato a una leggenda e quindi è legato a delle spade leggendarie, essendo dentro la leggenda. Se guardo loro. Posso raccontarvelo? Prego, sempre... Sedetevi a lungo. Le vostre parole saranno miele nelle nostre orecchie. Ranger, fai attenzione, non mi sembri più sveglio. Sono svegliissimo, è lui che è stanco. Bene. No, io ero stanco, ho bevuto il litro bene, sono tranquillo. C'era una volta uno Jarl. Che arriva, scusa. Che aveva avuto 3 figli gemelli. Purtroppo durante il parto la moglie era morta e le nutrici non si erano curate di vedere quale figlio per ultimo era uscito. Quindi lo Jarl non aveva un discendente. Scende una lacrima a me. Non sapeva chi era il suo primogenito e mentre i suoi figli crescevano temeva che la competizione tra loro per dimostrare il loro valore li avrebbero portati alla morte. Quindi chiese consiglio agli dèi tramite il Room Master del suo villaggio e gli chiese di chiedere consiglio a Odino. Il Room Master salì sulla collina sacra del villaggio, per 3 notti non mangiò né dormì e si dice che il terzo giorno i corvi vennero a portargli consigli. E gli tornò dallo Jarl e si dà il caso che lo Jarl fosse famoso per essere uno dei più grandi fabbri e forgiatori di quell'epoca su Midgard. E gli disse... Forgia 3 spade gemelle, simili come i tuoi figli ma diverse allo stesso tempo, come loro. Solo una delle 3 spade dovrà essere la spada migliore e poi dovrai distribuirgliele casualmente, loro non dovranno saperlo. Quando il figlio prediletto capirà qual è la spada giusta, Odino darà un segno della sua benevolenza. Purtroppo il Room Master lo Jarl, morì poco dopo, portando nella tomba il mistero e... I figli cominciarono a farsi la guerra, convinti che ognuna delle spade fosse la migliore. Odino non diede mai nessun segno, se non che uno Jarl rivale approfittò del regno distrutto, diviso, lo invase e uccise tutti. Quei tre stanno ancora litigando nella palude e questo mi causa dei dissapori. Hanno assoldato delle creature, e stanno facendo la guerra anche qua e non intendono passare il ponte. E questo non è accettabile, quindi risolvete... l'enigma delle spade e fate cessare questo baccano. Beh, la preferisco a quella della puttana. Tutto Scusate. Questo per non dare so. Una un so finale so. E un sì, è una quest secondaria, allunga la broda. So che non sono uno dei più svegli in questo caso, ecco cosa voleva dire. Ma non ci sta dicendo alla fine l'enigma non è la stessa cosa che ha detto prima?
Che non era un enigma. No, è diverso. Infatti non è un enigma. Sempre andare nella palude, no, diciamo, da una parte e prendere la spada. No. Certo, se fosse solo un indovinello stareste qua sotto troppo poco, mi annoierei. Infatti spero tanto che non buttate. Ma prima ci ha chiesto, prendete la spada, la mia preferita. E adesso ha detto, trovate una spada delle tre. Secondo me una delle tre è la sua preferita. No, no, quella apparteneva al mio amore. E quella sgualdrina che vive con gli animali, nel fango, schifosa, nella palude, me l'ha rubata perché è gelosa della mia bellezza. Qual è? Quando dice sgualdrina, vi viene in mente una figura molto antica, molto malvagia, molto pericolosa, che è la Mistress of the Beast, che è una versione Celt. 666 the Mistress of the Beast. È una versione, tra l'altro questo capitolo si chiama I Wait Well, okay. E quello dopo si chiama Fear of the Dark. Quello dopo si chiama Fear of the Dark. Perché è una versione, qua dico una cosa che qualcuno potrebbe... bestemmia, ma in realtà è una versione norrena di Baba Yaga. Baba Yaga. Ok. Che però è più legata agli animali, è una druida malvagia, sostanzialmente cazzi da cagare comunque. Però ci si può parlare? Forse. Certo. Quindi noi ci stiamo dicendo che per non consegnargli le armi dobbiamo andare a rischiare la vita per non rischiare la vita, per rischiare la vita dopo con le armi. Ma pensavo che l'indovinello fosse un'altra cosa e loro l'avrebbero risolto. A questo punto... No. Lascerò le armi. Sì, proseguite il resto dell'avventura senza armi. Sì, giusto. Tanto non ci saranno un sacco di creature che tenteranno di uccidervi. Ma tanto anche di là... No, Ranger, non andare via, dai. Fai un gioco con me. E dalle asce. Sì, le buttiamo. Lo dobbiamo buttare nel fiume. Certo che Freya l'ultima volta ci aveva lasciato qualche scelta in più, Tutto dovete buttare? Ho provato. Che diavolo stai dicendo? Prima voi. Un'altra biondona. Gli do. Buttate le armi? Non è un po' sbagliato buttare. L'hanno fatto una bella fine. Buttare un'ascia. Disonorevolissimo. Io sono disonorevole. No, disonorevolissimo. Io sono disonorevole. Ma dico buttare. Voi usate le armi. No, beh, a livello teorico ho una scimitarra. Sì, ma... anche io ho il pugnale. Ma buttare l'ascia nel fiume di spade non è un po' un controsenso? Lascia. Vedi, insomma, che lei lo fa cadere e scompare sotto le spade. Capisci che più che altro, anche se non sei proprio intelligentissimo, è un pegno che lei ti sta chiedendo, cioè c'è una tassa per passare. Lei deve fare comunque rispettare le regole. Quindi, siccome ai normali spettri chiede uno spettro, voi chiede di buttare tutto. In realtà intuisci anche che era probabilmente un modo per giocare con voi perché lei si annoia. Comunque, per me sarebbe anche in parte buttarvi all'onore. Sì. Io butto un'ascia, l'altra faccio finta di nasconderla. Sì. E non butto l'arco. Lei si gira e si fa... No. L'altra, butto l'altra ascia. In tutto? Quale? L'arco? Non è un'arma. Beh, sì. Tolgo la corda. Butta tutto, è un adesso. Pezzo di legno. E lo uso, faccio finta okay. di nasconderla. Ok, fammi un saving throw di wisdom. Fallitissimo. Comando, butta tutto. Butti tutto. Butta tutto. Comando è una parola sola. Butta. Lo. Lo. Aiuto il master. Butta. Lo. Non ce ne ricordo più che era una parola sola. Sì, se l'hai già tirato. Faccio fumble 2. L'hai già stata già passata. No, mi buttavo io. Buttati. Io butto il coso e mi tengo la corda però. Va bene, ok. Butti l'arco. Ci sta. Bravi. Solo un paio di gruppi l'hanno fatto e non è finita benissimo. Ma adesso me lo rifaccio l'arco appena. Dove? Con cosa? Sarà un pezzo di legno. Ma di parte. C'è Maella. C'era la palude. Ma vabbè. Quindi ci sono gli alberi. Se trovi uno scheletro puoi usarlo come clava. Una volta che l'hai ucciso. Parentesi design. Facciamo queste parentesi per chi... Parente serpente. Qua c'erano diverse scelte, diverse possibilità, diverse conseguenze. Nel senso che qua si poteva andare a fare una delle due quest. Una era più lineare, quindi quella di indovinare sostanzialmente si poteva risolvere o meno l'enigma con diverse potenzialità. L'altra invece vi avrebbe permesso di schierarvi da una parte piuttosto che l'altra. Questa è una cosa che ci sarà nel gioco in diversi punti. La scelta è quasi sempre tra ordine e caos, per ritornare sempre. Vabbè, ma visto che comunque per noi è uno one shot questo, vogliamo andare più avanti possibile prima di morire. Ci sta. Però chiaramente c'è questa cosa e questo ha delle ripercussioni molto pesanti sulla trama. Molto pesanti sull'ordine naturale delle cose e sul finale anche. Comunque le voci dei morti dicono era turning point la parola che cercavi prima? No, mi spiace, voci dei morti. No, cazzo. Che dicono che comunque specifico. C'è più metallo nelle battute che nel fiume della dea delle spade. Ed è molto vero. È molto vero.
Cazzo, com'è che si chiamano? Ma sai che non ve lo scriverò appena mi verrà in mente. Secondo me è Alberto. Alberto è un buon nome. Alberto. Beh, andiamocene. Io un po' incazzato vado avanti. Passato il ponte, vedete che lei vi sventola un fazzoletto dorato. Io ho passato il ponte, prendo la mia corda, faccio un cappio e la butto nel fiume. Ok, fammi e provo a pescare, pescare spade. Sicuro di non voler fuori una, fuori uno, fuori uno, fuori uno. Adesso provo a prendere. Fuori uno, sventolo di forza. Bello, lascio la corda. 8. Ti scivola dalle mani tagliandoti. Ah, quindi vanno con tanta forza. Sì, 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 sì. Ma capisci che c'è qualcosa di magico sotto lì. Ah! Rischi quasi di cadere, vedete che lui fa così. E butto la corda. E senti da lontano. Senti da lontano Modgul che ti fa barone! Non c'era mai scritto che non potevo prenderle. Me l'hai chiesto, lei viene verso di voi tutta arrabbiata. Me l'hai chiesto. Non me l'hai detto. Ma andatevene, vi avete annoiato, basta. Non siete come il mio amato. Questa è scema. Beh, tu non è che sia una cima. Non sei un genio. No, la cima l'ha persa. Se fossi. Beh, ci ho provato. Meglio che andare disarmati. Per fortuna che non mi ha preso le frecce. Se fossi. Bomba. Se no, per piantare gli occhi della gente. Se fossi. Il master non si è accorto. Bravo. Comunque, se perché era un po' nascosto sotto il mantello. Se fossi stato più serio, cioè più furbo, comunque te la saresti sbattuta. Eh sì, se faceva delle queste la ma non posso picchiarla, è una dea. Ah, in quel senso. È in quel senso. Ma non voleva. No. Ah, un'altra no, cosa. Io non sono una persona da forza. Io l'avventura mi forzo solo sulle donne che saccheggio. Nei cosiddetti boon. Cioè, secondo se tu fai determinate cose, ottieni delle reward. Una cosa che usiamo in League, ci piaceva, che c'è in League, l'abbiamo portata dentro l'avventura, quindi hai dei titoli che ti danno dei vantaggi e svantaggi. Ah, sì, sì. Poi non hai fatto un cazzo, quindi non quindi non siamo Thorstein e lo sventratore di sti cazzi. No, se seguivate, per esempio, quello che vi diceva lei, eravate Keeper of the Golden Bridge, altrimenti se per esempio stringevate un patto con una certa mistress avreste avuto Mark of the Beast che vi avrebbe causato sì, a me grossi problemi, quindi vi cambiava anche fisicamente, però siete stati diritti a cazzo. Io lascio andare avanti lui, sì, perché voglio provare a investigare in giro e vedere se trovo qualsiasi cosa che possa usare come arma. Non c'è nulla, perché anche una grossa roccia, niente, cioè, sì, ci sono delle rocce, sì, prendo roccia. Qualche roccia, un di 4 gliela sbatto in testa. Salite. Dopo il ponte, come si dice? Chi ruleggia dice meglio di un dita negli schiaffi. Un dita nel culo. No, fa un danno nella quinta culo. E allora? No, beh, qua un di 4, guarda la roccia. E allora? Cambia po'. Salite subito dopo il ponte, sale un po'. C'è questa. Capite che il terreno è cambiato, è diventato ancora più brullo, ancora più privo di vita. Che non era abbastanza. Già non era bellissimo. Salite questa collinetta davanti a voi, siete sempre più vicini a Yggdrasil, che adesso vi sovrasta totalmente, le sue radici affondano nel terreno poco più avanti, ma prima di Yggdrasil, prima di quello che adesso vedete chiaramente, questo palazzo fatto di queste guglie altissime, appuntite, che sembrano fatte di avorio, probabilmente sono osso, che sono appoggiate proprio il palazzo sulle radici di Yggdrasil, capite che è il palazzo di El, ovviamente tutti, anche tu che sei tordo in religione, notate questa spiaggia lunghissima, costeggiata da questa enorme struttura di colline, sostanzialmente, e alla fine di questa spiaggia, imprigionato sotto uno delle radici, che però scende dall'alto, non chiedetemi come sia possibile, non lo fa, da sopra, ci credo, cioè la radice sale in alto e poi scende giù, sotto questa radice enorme, che sale nel cielo e scende, c'è imprigionato questo enorme dragone serpentiforme, che mastica una delle radici e urla imprecazioni. Porca. Credo quella sia una delle basi. Urla ordini a questa schiera di scheletri che camminano, in realtà sono più che scheletri, sono non morti, corazzati, che strappano da questa spiaggia fatta praticamente di polvere d'ossa, lo capite perché è biancastra, sotto di voi, al lato della collina, poi c'è questo mare grigio, staccano pezzi di scheletri, notate unghie, e li trasportano verso questa enorme barca costeggiata sulla spiaggia, che è fatta di unghie. Voi lo sapete chiaramente cos'è, anche tu lo sai, tu un po' meno, sai che i morti arrivano su una barca. E notate che la barca è quasi completata. Non ci basta quella per andarcene? Indice se quella se ne va, è Ragnarok arriva. È tutto finito. Ah. Ma... Non sembra manchi molto. No, andiamo. Ma... Potete farmi anche un tiro di Perception? Perché potreste notare altro. 19. Okay. Fumble. Bene.
noti che tu 9. Tu stai piangendo perché tu capisci che hai sprecato un'opportunità davvero intensa con la dea, non capiterà mai più probabilmente. No, per me non avevo speranze. No, sono invece preso per adesso armi. Ti rendi conto che forse se facevi qualcosa per lei, forse lei ti avrebbe ricompensato di più. Però ormai dicono anche viva la Freya. Viva la Freya. Sì, è vero. Una gran Freya. Una gran Freya. Carina Modwood. C'erano modi anche per farle molto male. Tipo prendere le spade e spezzarle. A lei, non voi. Spaccare il ponte. Sì. O tirarla fuori tipo questo e tiro fuori il mattone d'oro, no, okay. Ma come il domino, il jenga del ponte dorato. Sostanzialmente noti tu, perché il ranger sta in lacrime, che la collina è piena di buchi, cioè questa enorme struttura collinare che arriva, che sorpassa anche il punto in cui si trova Nidog sostanzialmente, è piena di fori, come se qualcosa li abbia scavati entrando e uscendo, e uno di questi fori è proprio lì sotto di voi, circa 2 metri, c'è solo un lembo di questa spiaggia tra voi, la collinetta in cui siete la discesa, e questa. Io me la mettiamo un attimo, è lo stronzo bastardo che ci vuole morto, quello da cui dovevamo stare. Nidog è il divoratore, quello là eterno. Che vedi, sì. Quanto è grosso? Quel drago è là in fondo. Gargatuan. Ma non mi pare tanto, cioè... È grosso. È Gargatuan, è... Sì, beh, sì. Ma ci dobbiamo tenere lontani da lì, no? Non dobbiamo andare di là? No, capisci che lì. Guarda il buco, c'è solo un white, ve lo dico perché così statisticamente capite cos'è, un non morto in armatura, che sta pattugliando quella zona della parte, questo lembo di sabbia, poi la spiaggia va avanti, che va intorno, ogni tanto tocca dei morti per vedere se hanno le unghie. Ma sembra un po' tonto, in modo... non è molto sveglio. La battiamo? Con cosa? Io tiro fuori il coltello del meskit. Sì, ha delle spade, ma... Beh, io tiro fuori il coltello del meskit. Quello potrebbe servirti. E la padella. A te sembra una creatura pericolosa. Dammi un attimo quella roccia. Più che altro, sulla spiaggia poi, ci sono un centinaio di sti cosi. Ah, non preferisci la padella al manico? Se questo qua viene allertato, chiami dammi la dragone roccia. Anche, che è imprigionato, ma che urla ordini. Gli do una roccia a lui. Ha per caso qualcosa addosso? Sì, ha un'armatura addosso. Un'armatura e una spada in mano. Sì. Impugnata. È proprio equipaggiato lui. È un guerriero morto. Cioè, ti dico anche quella. Io in mano ho il coltello, quello da pranzo. Sì. E nell'altra la padella. Ok. Se solo ci fosse un modo per zittirlo. Se solo ci fosse un modo per zittirlo. Però potremmo provare a rubargli la... Era quello a cui stavo pensando, ma finché la tiene stretta in mano mi riuscirebbe difficile. Potrei cercare di distrarlo in qualche modo. Bravo, ci potrebbe stare. C'è chi l'ha fatto. Ma visto. Beh! Assume un'armatura di pelle, una leather. E anche un arco alle spalle. Armi. Beh, un arco alle spalle? Tassela. Armi. Non è impugnato. No, l'arco no, solo la spalla. Sentite. Quello che potremmo fare mi serve la spada. Infatti. Allora, beh, ti potrebbe bastare l'arco? Meglio di niente. Allora, io provo a togliergli l'arco. Qualora lui si accorgesse... Lo facciamo a pezzi. Ho quella cosa che ho fatto prima con le pagnotte. Tu copri il buco che c'è davanti a noi. Lui ci inseguirà e cadrà nel buco. Se ci carica, cade nel posso buco. Tirarlo io. Il buco è l'ho fatto. Però, dovresti attraversare la spiaggia. Lo faccio io. Io avevo capito che lui è qua. Lo faccio io. Qui e i white lì. No, sono abituato a muovermi. Noi, white, buco. Un classico disegnino brutto del master. Vado io. Voi siete sulla collinetta. Sono abituato a muovermi. Qua c'è tutta la spiaggia, quindi qua c'è il vermone. Sì. Sostanzialmente qui c'è la nave. E qua comincia tutta questa collina, no? Gigantesca. Ok. Questa, qua c'è un buco. Voi siete qua. Il white pattuglia questo lembo di spiaggia. Ma tiro io al buco. Ok, quindi lui fa avanti e dietro qua. Voi siete qua. È molto vicino, Parliamo di un 120 feet. Mm-hmm. Aspetta, per riuscire a non okay. Farti vedere. Ce l'ho. Aspetta. Vado a tirarlo io lì dal buco. Stavo sollevando. Ti ricordi quando siamo andati al villaggio? Quello dei tizi con l'unico dio? Quando sono passato io e gli altri miei fratelli dietro la casa. Posso fare così e poi di là tiro la sua attenzione.
Sai che mi muovo silenziosamente. C'erano anche quelli, quel popolo che, sembra, che a noi sono sembrati dei morti. Non erano morti, ma crack, indossavano teschi. Ok. Il saggio dice questo. Ma mi devo far vedere? No. No, però se ti vedesse è un attimo. Mi metto la maschera di teschio. Io intanto, se mi date un secondo, traccerò delle rune di protezione. Bene, d'accordo. Beh, cominciamo. E cosa fate quindi? Prendo il carboncino e traccio le rune intorno a noi. Parte prima. In modo da fare il cerchio di futar. Tu casti il futar, quindi. Ok, abilità del Rune Master. Parliamo un minuto del Rune Master, che sono qua. Che è la nostra nuova classe, è una sorta di bardo, una sorta di incantatore. Sostanzialmente lui casta a terra questi cerchi di rune in cui poi può far succedere delle cose, quindi un support. Che figo. Sostanzialmente la sua abilità base nel cerchio di rune fa una cosa molto simile al cutting string del bardo, okay. Quindi però sui suoi compagni. Quando i suoi compagni vengono attaccati dall'interno del cerchio, lui può dargli un D4, a secondo, ne ha tre a seconda del suo livello di casting. Stessa, le regole non le abbiamo, non sono le stesse meccaniche sulle cose per evitare di rompere cose. E sostanzialmente poi, a seconda del tipo di materiale di cui sceglie, con cui fare le rune, quindi osso, mi sembra c'è osso, legno, pietra, non mi ricordo. Prima c'è legno, scritto, sì, se ne ha tre archetipi, come tutte le classi in quinta. Quindi lui sceglie che tipo, a seconda del tipo di materiale con cui ha fatto le rune, sceglie se diventare un support, se fare un debuffer, se fare un healer, cioè okay. Ha un po' questa opzione qua. Però è proprio il support, Allora, vediamo, Io inizio a fare il giro molto nascosto dall'altra parte. Il problema è che qua proprio, c'è con le ma quando faccio proprio... Lui sta passando, qua è pieno di cazzo scheletri. Sì, ma lui sta passando di qua. Sì, lui passa di qua, aspetti che torna indietro. Aspetto che torna indietro di qua e rapidamente passo dall'altra parte. Vai verso il buco, quindi. Ok. Fammi un tiro di dietro stealth. Il buco per nascondermi. Fammi un tiro di stealth. Mentre lo fa, io, che ho sempre fatto vedere le persone, quello che lo volevo far vedere... Dico, quel buco lì è coperto. E okay. Me ne convinco violentemente e faccio Minor Illusion. Ma coperto? Dove c'è il buco? Ok. C'è dentro. Ah! Faccio il giro e provo. Vai, non lo vedo più! 12. Ok. Poteva andare meglio. Io c'ho più 5. Ok. Poteva andare peggio. Però deve essere fumble. Quanto fatto tutto? 12. Ma te tu cammini qua, e sei arrivato qua praticamente al buco, si gira verso di te. Si gira, nel momento in cui vedo che si gira verso di me, io in questo momento penso tantissimo che dovrei nascondermi. Ti perché mi ha visto? No. E non saprei come, sì, non saprei come perché non l'ho mai fatto, ma vengo immediatamente avvolto dalla nebbia. Ok, ti casti addosso. Fog cloud. Oh, mi ricordo qualcosa. Green. No? Anche perché c'avevo il teschio comunque. Lui comunque comincia a muoversi verso la nebbia. Molto bene. Io mi sposto al limitare della nebbia. Ok. Quindi tu hai tipo qua, hai castato qua la nebbia. Sì, e mi sposto tipo... Beh no, io stavo passando da questo lato. Ah ok, quindi lo casti proprio così. Sì, qua. Adesso mi sto muovendo qui nell'angolo cercando di farlo venire verso di là. Ok. Quando lui vede la nebbia vedi che però non entra dentro. La guarda. Mi sembra un po' tonto, cioè nel senso... Io sto fermo, completamente immobile. È proprio lì, perché lui praticamente era a fianco al buco, quindi pochi feet. Ok, io... Però non lo vedi alla nebbia prima, quindi... Sa, cioè, io preparo l'azione... Guarda di fog cloud, direi. 20 foot. Quindi sì, sarà una decina di feet dal buco. Io preparo l'azione. Ok. Quando lui, per qualche ragione X, cade nel buco, okay. Io voglio usare mano magica per tenere su l'arco... E fare in modo che l'arco rimanga fermo, lui viene scavallato e noi ci prendiamo l'arco. Okay. Perché anzi, se io voglio prendere la spada, l'azione. Non posso con la magica. Anche io, se cade nel buco, voglio preparare l'azione per fare qualcosa. Ok. Però lui non si avvicina, rimane dove c'è la nebbia. E io cerco di fare in modo che come ho cercato molto spesso di fare, che le mie parole siano sussurrate dal vento, che siano portate dal vento fino al tuo orecchio, e ti dico. Fallo cadere verso il buco. E mi senti parlare a distanza. Fa un bel message. Sì. Figo. A quanto è dal limitare della nebbia? È un decina di feet. E poi dal buco? Entra... Sì, sei lì. Cioè... No, lui è proprio al limitare della nebbia. Quindi io mi immagino che buco? Un 10 feet da lui al buco. Mi avvicino. Lo acciuffi. Lo prendo per lanciarlo nel buco, ma nel frattempo... Cioè, trascini. Sì, lo voglio tirare dentro.
Ok, mi fai una prova con forza, me la fai con Atletica. Advantage. Athletic è contrapposto, ovviamente. La fai con advantage perché lui non si aspetta che tu stia arrivando. Ok. Faccio un po' tattico, dai. 10 e 10. Quindi do 14. Lui tira molto basso, ti va bene? E lo tiri dentro il buco. Quindi rotolate dentro il buco. No, io lo voglio solo tirare giù. Cioè dentro... Non voglio entrare nel buco io. Ah, lo fai solo cadere dentro? Sì, sì, voglio tipo shove. Ok, fai uno shove, ok, sì, l'avevo capito. Okay. Sì, shove al contrario. Lo fai al contrario in realtà, perché tu non lo sai. Sì, sì, lo tiri. Perfetto, lo tiri dentro il buco, tu rimani nella nebbia, lui cade dentro il buco. Voi partite. Allora, mentre si sciovazza, io... No, in realtà io non parto, perché io quello che avevo fatto era con mano magica tenere l'arco. Ok. Lui, sostanzialmente... Quanto hai di spell casting? Io? Io? Sì. 13. Cioè, nel senso, il, più 3 a, a spell casting. Ok. Qui quando hai? 13. Ok. Sostanzialmente... Ah, scusa, più 5 attack modifier e 13 di... Esatto, sì. Sostanzialmente cosa succede? Che 13. Lui appena 8, cade 2 nel buco... Più, giusto, è giusto. Parte livello, 8 il livello della salvezza. Lui appena cade nel buco, sembra quasi terrorizzato, nonostante sia non morto, tu lo vedi perché sei nella nebbia, e fa subito per uscire fuori e tu gli tiri l'arco e lui non se ne accorge. Ah, ma quindi sta riuscendo fuori dal buco? Lui appena cade nel buco sembra quasi spaventato, si rialza in piedi. Ma quindi è poco profondo? No, il buco non è un buco, è un buco dentro la montagna. È tipo un cunicolo. È tipo un cunicolo. Ah, ok. È dove dobbiamo entrare noi. Ah, io pensavo fosse... Tu vedi l'arco giù, che ti fluttua davanti al naso, vedi me che lo sta tendendo la mano... Quello è per te. Lui esce fuori. Lo prendo in cocco una freccia, stando sempre nella nebbia. Lui esce fuori e si rimette qua, guardando la nebbia, spaventato. E vedi che comincia dopo pochi secondi. Voi cosa fate? Perché voi siete dall'altra parte. Infatti sto pensando che... Lui dopo pochi secondi, che non voglio, se voi non fate nulla, comincia a muoversi in questa direzione. Come se stesse andando. Ma non sta più guardando quindi verso, no, il buco? No, dopo pochi secondi guarda comunque, poi sembra che si stia andando come a chiamare. Allora alzo una lancio la freccia tipo in aria per farla uscire un attimo dalla nebbia e riprenderla. Puoi dare un messaggio e io inizio a applicarmi di sopra. No, entra dentro questo. Ah, noi dobbiamo entrare quindi? Allora entra. C'è tutta una collina bucata come un groviera. Voi... Beh, qua è pieno di scheletri, hai detto. Qui, cioè, sì, è pieno di qua. Sì, sì, sì. E entriamo. E qua ci sono tutti dei buchi nella mega galleria. Com'è l'arco? È un normalissimo arco corto? No, un lungo. Quello di prima. Io faccio. io cerco di rimanere furtivo. Ok. E gli ho fregato le frecce a quella troia. Pizzero. Facciamo un prova di gruppo di stealth? No. La Madonna! Questo è antistatistico, dai. Quanto hai fatto? Hai tirato tutte le rune. Ho tirato tutte le rune e sono cadute tutte al contrario. Questo non è un buon segno. Io ho fatto 18 di stealth. Tanto non le so leggere, quindi. Oggi tiri bene. Stasera ti... Un altro 10. Le percezioni non ho fatto mai meno di 17. Vero. Stealth 15. Allora, sostanzialmente vi ritrovate 15. All'interno di questo labirinto di gallerie, no? Tutte di dimensioni diverse. Cioè, ve lo disegno così poi vi dico, voi siete tipo qua, no? Sì, sì, però è tutto tunnel, incroci. Tutto incrociato, anche storto, no? Quindi è difficile, poi ci sarà una mappa fatta bene. Io non sono molto disegnato. Come se qualcosa l'abbia scavato, vedete che è concentrico, e man mano si è cresciuta di dimensioni. Aspetta, mi serve una cosa a livello di regole, perché ammetto che sono un po' restio a ricordare e a volte anche a capire. Qua hai come secondo livello la wild shape, il druido. Sì, poi trasformato. Specificato direwolf. Sì, è sbagliato. Quindi qualsiasi del livello corretto. Sì, 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 sì. Ma poi dai, non è direwolf, è... Perché sarebbe una festa direwolf. No, appunto. È ice wolf, probabilmente. Ah, poi c'è scritto white wolf. No, sì, no, no, quello è più avanti, no? Al quarto. Cioè, terzo, qua. Quarto. Beh, adesso ti puoi trasformare. Sei un druido del circolo della luna, non solo... Adesso ti puoi trasformare in un colibri, in no, un cacatuolo. No, no, in realtà io ho avuto la tentazione nel momento senza in ali. Cui c'era lo scheletro davanti di trasformarmi in toro, incornarlo e portarlo dentro alle gallerie. Sì, sì, certo.
Ma non puoi perché non è del grado sfida giusto. Suppongo, però non sono sicuro. Ma no, tu puoi fare grado di sfida 1, mi sa, anche di meno. Va. No, un terzo. Un quarto. Un quarto. Di quasi ho detto uguale. Beh, magari, ma un quarto. As. Non devi guardare il circolo della luna, eh. Non sei del circolo della luna. Sei del circolo di però no, quindi devi guardare il base, che è un quarto. Quindi la forma normale del druido. Sì. Azione intera, non bonus. Non chiedermi che cosa faccio perché non me lo ricordo. No, tranquillo. Io non lavoro sugli archetti. Guardo dopo, io. Dopo. Grazie. Oddio, ho solo il diktat alla fine per vedere se è conforme con l'ambientazione. One shape. La struttura degli archetti. Secondo, un quarto. Massimo grado. Non flying, esempio, lupo. Non deve volare, non deve nuotare, massimo un quarto di grado sfida. Ma il lupo nuota. Beh, no, non ha velocità di nuoto. Quanti puoi trasformare in qualcosa che vuol dire? Buio in un tasso, in un tasso. Cosa c'è il tasso? In una talpa vuol dire? In un pipistrello? No, vola. Vola. In un pipistrello a piedi, in Batman. Un ragno. Sì. Un gatto. Comunque qua e là trovate appiccicato alle pareti... Armi! L'ambientazione è un po', l'ho visto l'altra sera, un po' in stile Prometheus, sì, no? Quando scendono giù, quindi queste grotte, questa grotta scavata circolare, no? C'è un vecchio con la pelle strana. Sì, no, trovate delle... C'è un uovo, ci metto la faccia dentro. No. C'è un serpente che c'è con la faccia d'alieno, lo carezzo. Minchia, quella scena davvero priva di alcun no, senso. Perché, no, perché... soprattutto perché lui è uno zoologo. Esatto. Esatto, è lo zoologo. Ho visto l'altra sera. Oh, creatura misteriosa che non so cosa sia. Che sta per divorarmi. Vedete che qua là nelle pareti è appiccicato in alcuni punti più alcuni metto questo sembra qualcosa di chitinoso. Conoscenza e natura, posso? Sì, certo. 5. Idea incompatibile. Potete aiutarlo. 17. Che tiri di merda sto facendo? Gianni, dove sei? Perché non segui con noi? Hai rotto il karma. Hai rotto il karma. Il dudo si avvicina, lo guarda. Se ti sembra la pelle di un serpente. Di un grosso, serpente. Grosso serpente. Non c'è, certo. Puoi trasformarti in una pancera. Puoi trasformarti in un lupo, Marco, dai, facciamo... No, ma davvero, c'è solo un lupo. Infatti mi sa che è per quello che l'ha scritto Walt. Senti, ma... Il cavallo da questi dopo. Sono i fottutissimi tunnel che ha scavato lui andandosi in giro. Bravo, ottima deduzione. Se avessi dovuto fare un tiro per farla, ma ti rendi conto che probabilmente Nidhogg nella sua fase di crescita abitava questa collina. Quindi capisci che qua probabilmente ma ci stava. Ma mentre andiamo, ma chi è questo Nidhogg? È quel coso enorme. No, l'ho capito, ma chi è? Uno stronzo! È uno abbastanza. Ti sembra incazzato. Una figura positiva? No, ma perché mangia i morti per fare le unghie? Perché è quello che deve fare. È il suo compito. Preparare la nave che porterà i morti nel mondo e nei mondi quando Ragnarok arriva. Ognuno ha il suo compito. Quindi non è intrappolato qui, lavora qui. Lui no, è intrappolato. È intrappolato. E lavora. Sì. Qui. Infatti l'hai sentito che era incazzato. Un po' come il mastro carpentiere. Quando le leggende dicono che quando la radice si Ragnarok che arriverà, come tutte le catene che la radice si spezzerà, lui potrà finalmente volare libero e divorare. Evviva, evviva, evviva. Beh, mi sembra giusto. E voi sapete, tu sai, con la tua passive, e questa l'hanno sfruttata in una one shot, è stata abbastanza divertente, che lui ha un arcinemico. Il suo arcinemico è l'Aquila o Gallo, ancora non ho capito quale delle due. Il Gall'Aquila. Il Gall'Aquila, che sta in cima all'Yggdrasil. Lo struzzo. E tu sai che c'è uno scoiattolo che fa su e giù tra i due, che però lo scoiattolo è un po' figlio di puttana, porta messaggi, è un po' uno Jotun Son, porta messaggi sbagliati e quindi fa litigare il Nidhogg con l'Aquila e viceversa, quindi loro si insultano per tutto il mondo. Sì, quella roba lì. È un coboldo. E lo scoiattolo fa su e giù e si insultano a vicenda, quindi nel caso in cui vi troviate al cospetto di Nidhogg, questa cosa potrebbe tornarvi utile in qualche modo, se veniate scoperti e ti ricordi questa cosa. Ricordatevi, siamo a caccia di Ratatosk se ce lo chiede qualcuno. Bene. Chi è? Tu lo scoiattolo, Ratatosk. Io intanto cerco di fare sopravvivenza per orientarmi in questi funicoli intricati. Perché voglio capire dove cazzo stiamo andando. È molto complicato sul labirinto. E infatti, non penso di farci. E gli chiedo anche tu, dove cazzo stiamo andando? Ma non lo so dove stiamo andando. Non dovevamo andare verso l'albero. Esatto, ma io non voglio perdermi in questi funicoli, sono intricatissimi. Quindi cerchiamo di andare verso l'albero, ma andando a riparo. Ti do la mano. 17. Prendo del terriccio e glielo rifaccio. Allora, ho fatto 19.
19. Più un, dato da 4. Allora, più un dato da 4. Tu ti ricordi, ti ricordi più o meno la struttura della, della di questa collina? 20. Perfetto. No, 21. Sì, sì, somme. Basta. Allora, c'è la guerra delle somme, ne abbiamo parlato prima. Io esatto, sono esatto. La guerra da molto tempo. Tu ti ricordi più o meno della struttura della collina, sì. E ti ricordi come erano messi i fori che vedevi sulla spiaggia, capisci che ci sono almeno un paio di gallerie, più di due, che portano sulla spiaggia, quindi non è la strada che dovete prendere, okay. Verso destra. Sulla sinistra invece solo una, che ti sembra questa qua principale, sboccava su una collina, quindi questa parte qua, da cui arriva anche l'aria più fresca, che lo senti, perché la, collina, la caverna è umida comunque, cioè goccioline di umidità, ti sembra la via migliore, quindi non andresti verso destra, imboccheresti invece cunicoli che stanno a sinistra o al centro. Mm-hmm. Quindi ti muoveresti in quella direzione lì. E arriviamoci. Da che parte preferisci muoverti? Perché cunicoli sono proprio qua, cioè, non avendo la mappa. Verso sinistra, cioè. Ok, perfetto. Verso sinistra. Dove mi hai detto, insomma? Tu ti muovi verso sinistra. È molto scuro comunque, c'è oscurità, c'è qualche un po' di luce che entra da dei fori sopra. Sembra una grotta in tufo sostanzialmente, quindi questo materiale un po'... Voglio anche fare un'altra cosa, sì? Scusami. Vai. Voglio accendere una torcia, sì? E cercare di avere dei dati in più sulla base di, come si dice, che inclinazione prende la fiamma. Perché, perfetto, cioè, perché la fiamma si inclina sulla base di come si muove la... cioè, okay. Dove ci sono le aperture. Sì, sì, sì. Okay, però io quando vedo che tira fuori la torcia gli metto una mano sulla torcia e gli dico non attiriamo attenzioni che non desideriamo. Stiamo camminando da un po' con tutto l'eco che c'è qua dentro, sembrano sentire. L'eco potrebbe arrivare da qualunque parte, la luce no. Questo è intelligente e non accendo la torcia. Ok. Prosegui. Sostanzialmente vi muovete in realtà nella direzione in cui c'è meno luce, perché capisci che i cunicoli che avevi ai lati in realtà portano in un punto in cui tu non vuoi andare. Ok. E dopo un po' capisci che c'è davanti a voi, al centro di questo enorme complesso di gallerie, quello che sembra essere un enorme salone centrale, cioè più che un salone è un punto in cui al centro è proprio sfondata la parte, siete al centro della collina, okay. Sopra è tutto bucherellato, quindi c'è la luce che permea, e al centro di questa enorme stanzone c'è, lo intravedi perché passi di lato, quindi vedi una delle aperture, tu staresti costeggiando, certo. In realtà, però al centro vedi questa enorme roba, vedi queste, quelle che partono dal basso sono le stalattiti. Sì, stalagmiti da sopra. Stalagmiti sotto, stalattiti sopra. Questo bosco di stalagmiti. E al centro di questo bosco di stalagmiti c'è questo enorme uovo dorato, rotto. Mentre invece nella parte qua, c'è questa parte qua della galleria, gira verso la sinistra e non taglia in mezzo a questo coso centrale. Quello è interessante, ma non so se c'entra qualcosa con quello che siamo a fare qui. È bello grosso. È un nano? No. Ma? È troppo in bella vista. Ma adesso... No, beh. È d'oro. E che c'entra? Quello che stavo dicendo è che... È una trappola. Noi non abbiamo... Abbiamo poco di magico, di valore o di barattabile. Abbiamo poche leve, poco equipaggiamento. Quanto è grosso l'uovo? L'uovo è bello grosso. Ti rendi conto che una roba del genere venduta a Midgard... No, sarà un uovo di Pasqua. Un uovo di Pasqua dorato. Capisci che l'avevo scritto? Trasportarlo, però si può. È pesante, però si può fare. Che una roba del genere potrebbe valere su Midgard anche 2000 monete d'oro. Cioè, bello. No, scusate, 1000. Io. Ah, 1000 o più monete d'oro. Comunque, cioè, è un bottino di tutto rispetto. Innanzitutto, mi farete prendere dalla vita a L. Ma io no! Loot! Io stavo. Loot magico, altro... parliamone! Chi ti dice che non sia magico? Anche se lo fosse, in questo momento stiamo cercando di uscire da qua. Tira questa al massimo. Cos'è questa? Una roccia. E che me ne fa? È magica? Sì. Ah, grazie! Te la prendo. Mi segno una roccia magica. La roccia che pensi sia magica. Faccio un gesto a loro due, come dire, cosa? Detto questo, muti. È l'unica cosa intelligente che ho fatto fino ad ora. Quanti sono 10 libbre? Non mi ricordo mai. Aspetta, faccio la conversione. Penso siano 2,5 kg 10 libbre. Sì, ma... beh, io non li calcolo mai, quelli sono sincero. No, più che altro perché vorrei provare con mano magica, dato che è a 120 fette di distanza. No, è pesante, più pesante. Non ci stai.
È molto, cioè costruire un ovone. 10 libri sono 4 kg e mezzo. Ah, 4 kg e mezzo, no, sì, col cazzo. No, non ce la fai. Questa comunque questa sala qua è bella grossa poi, eh. Beh, ma proseguiamo di qua, chi se ne frega. Andiamo, andiamo. Nuovo. E qua è tutto bello scuro. Non avremo soldi da spendere se siamo morti di nuovo. Questo, definitivamente, forse. Questo è un atteggiamento da pavidi. Io cominciando a camminare. Abbiamo perso l'onore, abbiamo gettato le nostre armi. Rallento e mi acquatto lievemente. Per cercare di allungarmi e sentire un po' di più l'odore dietro la curva. E mi trasformo in lupo. Pavidi, che vuol dire? Quindi vai di qua. Mi piace molto. Quando ti trasformi, noti qua. Non mi sono reso conto di essermi trasformato? No. I tuoi sensi cambiano, innanzitutto, la tua percezione. Senti molti odori forti. E qua, è qua. Sei diventato cosa? Lupo. L'unica cosa che posso. Io gli punto una freccia. Non ha mai visto trasformarmi, eh? Lo so, ma è anche il mio amico prescelto. Lupo. Bestie. La bella, bella bestia. Eh no, io punto, mi appare una bestia davanti, che ne so. Non so neanche cos'è un mutuo. Esatto, le vicende ne parlano. Le parlano, vabbè, però gliela punto uguale. Spaventato un attimo. Anche lui si è trasformato in un pezzo di ghiaccio. Prima non gli hai puntato una freccia addosso. È diventato un lupo. E lui è diventato un gigante di ghiaccio piccolo. È un cambiapelle. Io mi giro. Sì. E io gli faccio. Sì, è un cambiapelle. Tu sei un po' stordito da questa cosa. Perché finora l'hai solo provata quando mangiavi i funghi e pensavi di essere un lupo. O forse succedeva, chi lo sa. Ma come si chiamano quelli come lui? Di Castaneda. Io mi avvicino. Potenti si chiamano. Ti faccio un grattino e ti dico. E ti chiedo, cosa ti dice l'olfatto? Tu senti degli odori forti. Questa caverna è piena di predatori. E capisci che qua c'è qualcosa di grosso. Io gli gratuito qua, e noi siamo qua e stiamo andando di là. Stiamo andando di là, sì. Però dove c'è l'uovo d'oro? C'è qualcosa di stronzo e grosso. Io gli gratto dietro. Disegno con le zampe una freccia per terra. Là! Ah, va bene. A sinistra si apre un altro piccolo qua. Faccio animal handling. Ok. Provo. Non funziona perché mantiene la sua int, saggezza e carisma. Però vediamo lo quanto coccoli. Lo faccio bene. Però gli fai partire la zampetta, hai preso 20. Non di dado. Bravo. La cosa sta per scendere in dettagli. Il bestialismo. Lo spirito di prima torna. Non ha niente di male, ma. A questo punto penso che è stato bravo, ci ha detto che c'è un pericolo. Se avessimo seguito te, forse ora sarebbe. La galleria, morto. Anche qua il dungeon l'ho un attimo. Certo. Vecchia. Approssimarsi, vabbè, vabbè. Asciugato. Se no diventa. Qua siamo. Qua siamo sulle 4-5 ore di gioco già, volendo 6 ore anche se si gira un po'. Perché le quest che avete saltato erano abbastanza lunghe. Se ci lasciavi per la sciolta per ogni singola quest era una puntata da 3 ore. Sì, quindi. Infatti. No, ma va, la cosa solo per andare dai tizi e decidere ma ci mettiamo a parlare di altro. Erano 3 puntate. No, scusa, ragazzi, se ci lasciava per la sciolta stavamo ancora parlando con Thor. Stavamo ancora parlando con loro due stavano ancora parlando e noi facevamo dietro ruolo, mica il cane. Cioè, sì. No, sì. 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 Vero. Ok. Vi ho castrati alla fine. Volte ritornano. Allora, già che sono appena diventato lupo, mi hai castrato, non vuoi farli riprodurre? No, sulla sinistra, tu lupo, ma anche voi notate Tulu. Una piccola galleria, perché voglio mettervi un po' di. E in fondo a questa galleria c'è questa pietra che vedete appena, rossa, questo grosso, bello grosso, un bel rubinozzo grosso, incastrato dentro. Alla pietra proprio qua che sembra quasi emettere della luce propria, quindi sembra quasi un rubinozzo. Io proseguo dritto di qua, ignorando. Beh, ignori la lutta. No, ignoro anche perché se abbiamo lasciato un nuovo gigante d'oro. Ma perché c'era una cosa omicida pronta a staccarci la testa. Qua invece chissà. Beh, in realtà l'abbiamo ignorato prima di saperlo. Ma era chiaro come il sole. Vabbè, vuoi prenderlo? Io i saggi siete voi. Io vi seguo. Esatto, mi volto verso Annanduagar. Annanduagar. Cioè, quello potrei. Aspetta. E incido una piccola runa sul mio bastone e la allungo verso il rubino e faccio Detect Magic. Non si illumina? Sì. Beh, innanzitutto io. È un po' lontano in là, però tu sì, beh, innanzitutto io. Essendo 120 feet e essendo un rubino, provo a vedere se non è troppo incastrato e scavallarlo con mano magica. Hai detto essendo a 120 feet? Sì, sì. Sì, mettiamo le fette fit. Tra l'altro, all'ingresso del tunnel c'è ancora la nebbia perché dura un'ora. E c'è ancora le cose lì davanti. Ci sono 3 scheletri davanti. Allora, cerco di avvicinarmi furtivamente al rubino.
E adesso vediamo come muore. Fammi un tiro, fammi un bel tiro di stealth. Vediamo la cosa nel 18. Più. Io sto snappando. Sto andando a minchia di cane. Sì, questo è uno strego da un lato, ma sto giocando dall'altro. Sì, no, non dico di no, però proprio di percezione su olfatto. Vai, fammela. E ho fatto pro- ho 18. No, lui. Ah, scusa. 20. 20 di dado. Tradotto 33. E la Madonna! Come possiamo? Dunque, hai fatto 33. Ah, no, quella la, la, Senica 3.5. 23, scusate, ho, fatto, ho sommato la passiva. E in Pathfinder, è rimasto. È rimasto, no, ma il lupo c'ha di più, Tra. No. Più 3. È un, chi è la sua saggezza? La parte ridicola è che è uguale. Ha già fatto 20. Cioè. Tra l'altro, a me piacciono tanto i lupi, perché oltre ad essere del clan del lupo. Il mio potere da ranger quando sarò in futuro al terzo è che è il wolf pack. Cioè, sì. No, tutti quelli che il picchiano pacco del insieme, lupo. Tutti quelli che il picchiano insieme a me hanno il vantaggio. Che bomba. Peccato che hai buttato via tutti gli animali. Peccato che hai buttato. Ma tanto non arriverò mai al terzo, quindi. Ma e poi non ho buttato le armi lì, ho ancora 20 frecce. E gli schiaffi. Quelle sono melee adesso, non sono più a distanza. No, c'ho anche l'arco. Però posso usare anche melee. Quanto hai fatto tu? Io ho fatto 18. E è inquietante essere l'unico armato con un solo arco di furtività. Beh, io ho il bastone. Tu percepisci l'odore di qualcosa più avanti, ma non capisci dove. Capisci che lui è comunque vicino alla tana di qualcosa. E tu arrivi al rubino e capisci che è bello incastrato dentro la roccia. Quindi dovresti proprio spaccare la roccia. Cioè, farlo in stealth è impossibile. Io... Quanto hai di passive perception tu? Io di 12. Ok. E non ho... Faccio animal handling per provare a capire cosa dice. Torno 16. Faccio due passi indietro. Cosa mi vuoi dire, bello? Cosa mi dici? Grattandolo sotto. Di là è cattivo, di là è cattivo. Sempre con le zampe sul terreno. Fuori! Io intanto... Non è un buon posto, torno indietro. Faccio il disegno dell'exit. Il teschio con le... No, sì, l'omino che corre così. Ah, di là c'è l'uscita. È un bel rubinozzo, parla almeno 200. Io, come si dice, torno indietro. Fatemi provare così. Come altro po' di stealth? Sì. Ah, perché andata e ritorno. Già. Sì, perché c'è qualcosa che lì. Qualcosa... Fumble. Che è bella partita. Finalmente ci siamo. E che cazzo. No, li ho presi. Qualcosa che stava lì. Alleluia. Con la sua pelle nel suo cunicolo merdoso. Con la sua pelle mimetizzata come la roccia. Per il giocatore di D&D è un bel Greek. Ok. Una fuori dalla roccia. Stile. Ho detto che era un po' Prometheus. Quindi questo coso gigante salta fuori dalla roccia, ti attacca con la sua azione da. Con il suo attacco da steltato. Ma io che sono sempre allerta! Ma tu non sei lì. 3 metri più avanti, però. Ti do sventa sull'iniziativa. Ti do sventa sull'iniziativa, dai. Tu devi capire che io. Quando ogni volta che giochiamo, il 99% delle volte sono sempre ultimo in iniziativa. Quindi per questa me. Volta. Per me questo vantaggio sull'iniziativa è più che se mi dicevi hai 2 attacchi gratis. Quanto hai di CA tu, Sorcerer? 10. Ti prende il bastardo. Bastardo. Quanto è l'... Anzi, ho già fatto. E ti fa... Sembra un pollice gigante. Brutto il Greek, così. Guarda che brutto. Guarda che brutto. Che bellino. Noi abbiamo usato la moda e abbiamo portato le miniature di... Non ce l'ho purtroppo. Le miniature di... Descent, no. Questo. Blood Rage però pitturate da un nostro amico molto figo e anche con Nido rifatto. Ok, ti fa malino il bastardo, ti fa 10 danni. Caputtana. 10 danni. Dopodiché io ho 12 punti. Dopodiché ha detto che il Greek era brutto. Dove lui sostanzialmente ti tenta di grappolarti sostanzialmente e dopo averti fatto questo attacco ti tira una beccata, quindi lui ti tentacola, sì. E poi ti tenta di beccare. 13, quindi sono 3. Questa volta non ha. Questa volta tu riesci fortuitamente a evitare il suo attacco. Dopodiché tiriamo iniziativa. Un vantaggio. 16.
2 20 in totale. Il griccone fa senso. Allora, quindi io sono ultimo. Io ho fatto 20. Tu quanto hai fatto? 2. Tu hai fatto 20. Sei contento che hai fatto 20? Sì, tantissimo, ma anche perché sennò se non mi dà qua iniziativa. Se non mi davi il vantaggio, se non mi davi il vantaggio, ho fatto 5 cose. Il lupo. Ah, si devi guardare perché sei il lupo. Mi sembra che siamo più 3, quindi dovrebbe essere. Se non mi davi il vantaggio, ho fatto 5. Quindi per quello lo prendo. Quindi il lupo fa 11. E tu, Roommaster? 16. Perfetto. Mi puoi descrivere come mi ha attaccato? Sostanzialmente lui è sbucato fuori dal muro. Ti ha avvolto tra i suoi tentacoli, quindi tu ti sei tirato. I suoi tentacoli hanno tutte delle ventose, sono dentati sostanzialmente, quindi ti ha affondato i suoi dentini nel tuo corpo facendoti una decina di danni perché ti ha avvolto tutto e poi ha provato a beccarti, cioè visto che si è aperta la sua splendida boccuccia, capito, stile alien, e proprio tipo becco, tipo facehugger, ha provato a staccarti la faccia. Io sono ridotto praticamente a un cadavere scuoiato. Ma tu sei andato indietro. Okay. E adesso sei caduto a terra davanti a lui che è lì che muove i suoi tentacoli schifosi. Sono messo malissimo. Stronzo lui, eh. Bene, bravo lui. Tanto mi ricordavo che grappolava, invece no. Mi ricordavo male, era qualcos'altro che grappolava. Il manto assassino. Sì. O il Roper. Mica Roper ce l'aveva un culo con un capanno. Ci aveva già ammazzato tutti. Più le stesse perché ti salta sempre fuori. Sì. A chi tocca? Ranger! A me! So cazzi da cagarissimo. Io guardo il Greek. Sì. Punto un dito verso di lui. Hunter's e gli Mark. Dico: sangue per il lupo che balza dalle ombre! E gli faccio Hunter's Mark. Ok. E poi gli sparo la freccia. Perfetto. Beh, 13. No, se cazzo dico 7. 7? Vabbè, la freccia tu la spari contro la parete sostanzialmente. Quindi tu prepari la tua attacco con la tua freccia, la spari, ma probabilmente più 5. Offuscato, 8. No, probabilmente offuscato dal toca all'università della stanza, attirato dal rubino che risplende, tiri la freccia dove non dovresti tirarla. Quindi tocca al nostro Roommaster. Che incide la runa del fuoco che prima già avevo visto e lanciandola sul bastone, questo mi sembra quello un po' più gobbo, sì. Mi avvicino, punto il bastone verso di lui, gli dico: le fiamme consumeranno anche te oltre che noi, e lancio mani brucianti. Palla di fuoco. Mani brucianti, ma dal bastone perché c'è inciso la runa. Spruzzo bruciante. Il Roommaster è bello anche perché noi abbiamo disegnato con tutte le rune tatuate addosso, no? Quindi ci sta anche che lui usi le rune che ha tatuato addosso per castare. Però molto fino a così incide e bam, spara. Cos'è, una serie mia? Sì, tiro soltezza di destrezza. Quant'è la tua DC? 13. 3.5 sono rimasti. Il bastardone la passa, quindi di mezzo. Però si becca lo stesso. 2-1-1. Due danni. Tota, parte, che di mezza. Già dimezzato. Sta andando bene, ragazzi. Primo fight. Che male. Io ho evitato troppi fight perché sono noiosi. Poi, secondo me, a volte. Allora, si diventa lunghi. Diventa noioso. Però questo sono brevi in stanno. Faccia. Ma allora, la cosa bella della quinta che ho notato, anche quando fai le fight leggendari, ho notato in League anche di T2 così, sono abbastanza brevi. Cioè, o ti buttano giù. Sì. Oppure lo uccidi, fai i turni. Io sto tenendo come politica di prendere versioni un attimino nerfate, sì, in termini di hit point, di robe che hanno grado di sfida 2 o 3. Quello che viene fuori è che i combattimenti sono durano 3 round massimo, sì. Sono molto difficili e non è proprio il mio gioco. Con challenge più alti, tipo challenge 10-11 con un team di 6 personaggi da 7, che durano comunque 3-4 turni se loro giocano bene. Solitamente bello, bellissimo. Perché lui c'ha poi c'hanno le legendary action che è una figata. Non siamo d'accordo. Quella roba lì, le legendary action e live action. Ma cazzo fai a stare tutta la notte a picchiare sta roba? No, tutta la notte. No. Però belli i combattimenti 6 contro 6. Il bello della quinta invece sono le legendary action. Ah no, quello sì. Perché ti mettono la parità. Però ci sono alcuni gruppi che fanno benissimo, tipo quello che seguo io, sempre che ti carroll, che loro, visto che hanno 7 giocatori. Grazie, lui è top. Lui gli pompa le legendary action e quello che possono fare, perché sono in 7, perché 7 contro 1, certo. Fa un round il nemico e mille azioni e poi lo uccidono immediatamente. La quinta poi è tutta strutturata così, perché il mostro agisce almeno 5 volte, certo. Più gli add che può avere, ok.
ha senso. Ok, perfetto. Quindi, Room Master agito, il lupo. Il lupo, che è il lupo? Da dietro al Room Master. Monta una sedia, no? No, si vede. Monta la gamba del Room Master. Esatto. Prende la, al balzo lo spazio creato dalle fiamme, mm-hmm. ci balza in mezzo. Contro il mostrone. Ok, lo considero per ora, perché mi è piaciuta l'azione, un fiancheggiamento. Comunque siete lo circondate, quindi con advantage. E poi abbiamo fiancheggiato insieme, quindi bene, mai da lupo. Per il lupo, basta vai. Che ci sia un mio alleato. Ah, 5 feet, esatto. Perfetto, vai. Allora sì, insomma, già, non c'è più advantage. Con questo è un 12 e questo è un 16. No, un 18. Lo colpisci. 2 di 4, grazie. 1. E io di 4 ho un problema, non credo di aver più visto 4 da un anno. Vediamo. Scopriamo. 2 e 1. Infatti. Più 2. Ok, con te? Quindi è 5. Perfetto. Quando affondi tiro salvezza. Il doppio del mio, sì. Per non cadere prono. Su forza. Rimane assolutamente in piedi. Tu gli graffi la schiena. Quando tu gli salti addosso e cominci a graffiargli la schiena, un bite, cos'è? Un bite. Un claw. Gli mordi la carne. Tu ti rendi conto che i tuoi denti affondano sulla sua pelle, che è molto coriacea, e capisci che certi tipi di danno non sono molto efficaci. Cazzo. Capisci che ha resistance, il bastardone, su cos'è che danno fai tu, slashing? Un piercing. È resistente a questo genere di danni. Quindi, andiamo bene. Cazzi da cagare. Con l'arco. Rocce. Tocca a lui. Tocca a lui, che tu sei a terra morente praticamente, si gira verso il lupo che l'ha ferito, e sostanzialmente tenta di avvinghiare il lupo nei suoi tentacoli. Quindi vedi che apre tutti e quattro i tentacoli che ha frontali e tenta di... E il lupo cerca di tirarsi tutto... E tenta di succhiarti. Sai che c'hai punti feriti. Non ce la fa, tu balzi indietro, ma lui allora riapre di nuovo e tenta di tirarti una beccata. Ne ho di più in forma druidica normale, Ma questi si sommano. Che ci hai? Che ci hai con la beccata? 13. Questa volta con la beccata lui ti colpisce. Una cosa, questi non sono questi, ne hai di più di no, più. No, 15. Sei esatto, passato al secondo livello. In più hai quelli del lupo, che sono 13. Sì, quando finiscono quelli del lupo torni a zero, ritorni umano e quelli... La beccata ti colpisce invece e ti fa 7 danni. Quindi tu eviti lui che tenta di chiuderti con i suoi tentacoli e farti male come ha fatto lui. Tu salti indietro, lo eviti, ma la beccata ti colpisce e ti strappa un pezzo di perché non vedi di carne, Winston? Sostanzialmente. Che Winston? È quello di Overwatch. È Rambe, è chiaramente Rambe. Sì. È più vecchia di Overwatch, questa macchina l'hanno preso da lui. Povero Rambe. È il gorilla, immagino che è una cosa famosa. No. Che è stato assassinato. È un inside job dell'FBI. Sì. È risaputo. Bene, a chi tocca, ragazzi? Al Sorcerer, che sei, ce l'hai lì, il lupo ha distratto. Ah, guarda, è banalissimo. Io sono. Mi hai descritto per terra. Sì, no, io, sei, non sei pro. No, è chiaro. Cioè, nel senso, da quella posizione lì, mi tiro indietro con i gomiti. Disengage. Sì, ok. Aspetta, disengage è un action. Non puoi più prendere action. Sono troppo abituato con... Se fai disengage però non puoi fare. Infatti sono troppo abituato con l'altro. Quindi quello che faccio è... Bastardo! Ah! E con questo... Ah! Questo Thunderwave. Cercando di prendere questo pezzo qui. Ok, è un po' rischioso perché lui è melee. Quindi lui è ingaggiato il lupo. Io dovrei riuscire a targettare soltanto lui. Sì. Beh, è un cono. Sì. Se lo dirigo verso... Allora, è vero una cosa. Occhio. Mi remo contro, non ho mai usato Thunderwave in vita mia. Allora, io ho sempre masterato che se lo spari con qualcosa che è in melee, concettualmente il melee è una serie di skirmish, e riuscire, cioè lui lo eviti, ma secondo me col Thunderwave il lupo lo becchi, secondo me. Cioè deve fare la saving. Allora, ragazzi, no, non è un cono. È un cubo di 4 metri e mezzo. Che tu spari in avanti. Quindi in quel punto. Originating from you, quindi o davanti a te o in un diagonale, però comunque. Quindi non riesci a non beccarlo, è impossibile. Perché è proprio un'onda di forza, bam. Non mi odiare, ma io non so che lo posso fare. Quindi lo faccio. Perfetto, non sei l'intro di Dexterity, giusto? Sì, sei l'intro di Dexterity. Constitution. Sì, giusti, facciamo una scelta. Il Greek la passa. Lui no, mi sa. Credo. Metà danni. Con più uno, quindi 10. No.
Sono due dadi da 8. E un'onda di energia. Dietro. Sì. Un'onda di energia. Questo è interessante. Un di 8 più un di 8. Solo lui però, non il Grix. No, due di 8 più un di 8 di Thunder. Un di 8 ogni livello. Che lo lanci più alto. Ok. Ma livello 1 immagino tu ce l'hai. Sì, quindi due dadi da 8. 2 di 8 e tu vieni spinto 10 metri indietro. 10 no, piedi, 3 metri. Metri indietro. Quindi il lupo vola indietro sbalzato all'onda di 7. E il Grick. Che vuol dire che torna. Aspetta. Sì, niente, 7. Ok. Torni umano e ti hai fatto 7, sì. Ti fai 3 danni. Perché il lupo ne ha 11. Quindi di nuovo il Grick riesce in parte a resistere. Lo vedi che la sua pelle sembra di nuovo mutarsi in pietra. Resiste in parte ai tuoi danni. Io penso che mi prenderò il rischio di prendermi un attacco opportunità. E me ne andrò via. Perché il raggio. Oddio. Eh no, però rischi davvero che ti magna. Il fatto è che rischio lo stesso che mi magna. Però si sposta e te magna. Che cambia. E no, così gli dai un attacco gratis. No, story. Poi agiscono loro prima. Story. Vai, a chi tocca? Al buon ranger. Il buon ranger che ci riprova. Perché è successo qualcosa quando gli ha dato il marchio del lupo. Non se lo spiega, per quello ha mancato il tiro. Certo. Adesso che è un po' più saldo. Vai, tira. Occhi del lupo, colpite. Per flavor di miro in bocca. Ok. Però non è un lui apre, apre il suo becco. 20. Forse no. 10. Devi tirare questo. Non ho un vantaggio? No. Per cosa? Lui sostanzialmente, lui tu lo miri in bocca, ma lui chiude i suoi tentacoli e quindi non riesce a colpire. Rimbalza sulla sua pelle. Rune. Io mi... non ho capito una cosa del cerchio di Butark. Perché devo scegliere un punto sul terreno entro 60 piedi, sì, da me. Tu da dove vuoi fai. Quindi non fai devo un essere. No, è pensato proprio per essere un support, quindi lui lo può castare a OE dove cazzo vuoi. Quindi no? Io prendo quella pietra che mi ero tenuto prima, sì. Traccio la runa lì sopra, la lancio verso di lui. Perfetto. E da lì si genera il. Okay. Se non avevi già Inspiration, te la do, mi sembra che l'avevo già data. Sì, sì, ma non l'avevo segnata. Quindi la puoi dare a qualcun altro se vuoi. E sostanzialmente pigliati dove cade, dove no, cade la pietra, tu che magari si genera un cerchio che ha dentro sia te che il bestio, sostanzialmente. Quindi appare sulle pareti intorno a voi questo cerchio di rune. Ok. Magico. Dopo sta? Però è un action, cos'è che c'è scritto lì per farlo? No, sì, farlo è una action, okay. E poi quando viene quando colpito... lo vuoi togliere... le altre sono bonus action. Per mantenerlo è bonus action, okay. E invece per curare la gente è sempre un'azione. Ok, su concentration comunque sempre, se non sì. Sbaglio. Okay. Quindi cos'è che fai? Mi sono perso un attimo. C'è un cerchio di rune sotto di lui. Ah, ok. Ah, sotto di te? No, questa concentration. No, secondo me lì è sbagliato. Infatti, mi sembra che è solo concentration. Se è concentration, è concentration. Cos'è che c'è scritto lì? Allora, per mantenere il cerchio attivo devi usare la tua bonus action tutti i turni. No, è concentration, è sbagliato. È un refuso, secondo me. Okay. Poi lo ricontrollo, però. Beh, potrebbe esserci, Sì, no, potrebbe essere. Anche con Lightning è ma concentration. Non fa, sì, ma fai cose. Però quindi non nulla. Footwork, finché non fai le azioni dentro Footwork. Ah, ok. Quindi secondo con me, Lightning mi chiami. E con... sì, però un'azione. Non mi chiami. Fai concentration. Quindi okay, se vuoi fare una... cioè, niente. Hai concentrazione in più ti chiede un'azione. Come il pugno di la mano di Bigby. Però fa male, però. Sì, però fa male, cioè. Beh, questo buono. Ok. E niente. Basta. Perché comunque per farlo devo fare l'azione. Certo, certo, certo. Vabbè, il Grick si gira verso di te. Ciao. Ciao ragazzi. Beh, oddio. Tocca a Grick, non a me, però. È vero. Sei a 10 piedi. Scusami, tocca a te, Lupo. Lupo, puoi ritornare all'attacco. Io sono tornato in forma umana. Sì. Sono in ginocchio e mi rialzo. Cioè... Berta! Era Thunder Wave. Hai detto Berta. Anche tu vai di Thunder Wave. Sì, ti devi avvicinare perché sennò prendi tutti. Ti devi avvicinare e sparare, sì, perché è un cubo di 4 metri e mezzo. Nulla e lui. Se fai un passo avanti almeno. Sì, sì. Prendi esatto. Non mi prendi perlomeno. Prendi lui, sì. Prendi lui. Sì, ok, perfetto. C'ho il più 5 d'attacco. Non devi tirare. Quanti devi fitte tirare. È 20. Lui devi tirare CD. Quant'è il Thunder Wave che prende? 4 metri e mezzo. Di cubo di 4 metri e mezzo. Quindi in teoria al limite. Sì, al limite. Va bene, sì, dai. Siamo buoni. Non lo passo. Ti esplode davanti alla faccia il Thunder Wave, però. Sì, tipo qua. Lo sa fare anche lui.
Quindi siccome sono buono, non ti do l'attacco, tanto non te ne faresti un cazzo. 2 di 8 più 2. Non ti do l'attacco di opportunità. No, se lo lanci a livello più alto. L'abbiamo detto anche prima. Era buono però. Sì, era meglio. Capito. Però potevi tenere quei due e togliere solo quel dado, eh. Non ti hai fatto lo stronzo, non ti hai fatto? 5. 5 danni in tutto? Yes. Ed è sbalzato in avanti. Ed è, muovetelo di, cosa dici tu? Sì, il problema è che c'è lui. Lui infatti si butta per terra in tempo per evitare che gli arrivi addosso il Drick. Ok, quindi sono... Ma gli passa sopra, sì. Te. Ok. E adesso ti mangia sulla faccia perché sei per terra. No, non è proprio, cioè lui si sposta e sta roba gli vola sopra la testa. Sì, sì. E tocca a lui. Io prendo la lettera. Ciao, gente. Tocca a lui che comunque ti ha lì. Ciao. E quindi ti viene addosso. Mi sembra giusto. E ti dà una bella beccata. Ti dà, tenta di grapplarti con 20 i suoi tentacoli. Quanto hai di CA? 10. Ti prende. Sono per terra. Vediamo, magari fa uno. E ha più 2 di quindi sono per terra. Sei a 0, non muori. Vai, ah, aspetta. No, quanti danni gli fa? No, no. Ah, aspetta, giusto. Dark Circle. Bravo, vedi? Giusto. Cos'è che fa quando viene colpito? Fico. No, puoi dimezzare, puoi diminuire giusto il tiro per colpire suo. Fai un cutting string. Ah, è tipo cutting ward. Esatto, sì. Tipo cutting string del bardo. Cutting ward. È ward? Sì. Ma cosa stiamo? Sì, al primo livello. No, proprio non ce la facciamo però, Stasera non ce la si fa. Purtroppo lui... Ci ha provato. Grazie. No, l'ha buttato a terra. Gli fa 6 danni. Ah, ok. E sono almeno 3. Quindi sono 0. Sostanzialmente vedi che delle rune provano a fermarlo, prova a incatenare. Delle rune dal cerchio si muovono verso lui per incatenarlo. Ma lui tira la tentacolata. Dopodiché ha ancora un attacco. Si muove verso di voi. E guarda il druido, guarda il bardo. Bardo, scusami, il room master. Capisce che il room master ha generato. Tenta di tirare una beccata. Come at me. Al vecchio. E lo manca. Anche noi un po' di culo. Cutting Wars. Cutting Bri. Quanti dadi ho di Futark? Quanto è il tuo modificatore di Wisdom? 3. Viene 3. 3 ogni... Cioè lui praticamente lancia un incantesimo che gli fa tipo da ispirazione bardica per un tot di volte per il modificatore, però se lo rilancia sono altre 3. Quando poi lo rilancia il Futark puoi lanciare una volta ogni... Long rest. Ah, perché non è una spell. No, allora... Il tuo potere. Ho tot dadi a long rest. Che poi dividete tra i vari cerchi. Esatto. E quindi come un bardo. Sì, è uguale. Il principio poi c'è un momento in cui diventa short rest. Lo stregone è morto. Sì. No, c'è un momento in cui cambia e cambia le cose che può fare. Okay. Lo stregone va verso il Valhalla. Perché... Devi fare il tiro. No. Lo stregone va verso il Valhalla perché domani deve andare verso San Donato e si deve svegliare alle 5. Quindi... è già tardino. Sì, finiamo il combattimento. Ok. Grazie mille, sono molto contento di essere a guidare con gli dèi. Sono già in hell, che problema c'è? E chi sta? Deve attaccare uno di loro due. Attaccato no, attaccato te, non c'è riuscito. Nice. Quindi poi sta? Lui è morto? Tira però. Tira. Curiosità. Ah, ok. Beh, 3. Beh, ma sono 3 tiri, Ma uno. Poi magari lo tiriamo. Quindi vedi, sono più verso la morte. Un fallimento. Quindi è andato il sorcerer. Ok. Tocca al... Ranger. Alla prossima. Ciao ragazzi, grazie mille veramente. Grazie a voi. Figata. Grazie a voi. Ciao Cla. Ciao. Ci riprovo. Che cazzo, uso altro dado. 16. Preso. No, e che Kaiser. Mi dà da 6? Non so. Sei. 14 danni. Cazzo! È Antasmark. Ah, è vero. Però lui è di mezzo perché è bastardo. Non dell'Antasmark. Non dell'Antasmark perché è magico, giusto? Quindi l'Antasmark è 6. Perfetto. E sono 8, quindi 4. 10 in tutto. Ok. Ah, funzionano colpo, queste cazzo di frecce! Il tuo colpo penetra, grazie alla magia dell'Antasmark, la sua armatura ferendo le danni. Vedi che la creatura comincia a sanguinare, a perdere liquido verdastro. Ed è veramente molto ferita adesso. Certo. Posso usare l'ispirazione per fare un altro attacco? No, l'ispirazione ti dà solo l'advantage sul tiro. Prima di tirarlo o anche dopo che l'ho tirato? No, dopo che l'hai tirato puoi scegliere il giro un dado. Room Master è quasi andato. Il Room Master
capisci che è tempo di sparargli addosso qualcosa. Sbatte di nuovo il suo bastone per terra, su cui è ancora incisa la runa di fuoco di prima. Vabbè, che è durata, giusto? No, è che ha tre slot. Ah, sì. Ma il bruciante è instant, sì. Sì. Sì, sì. E parte un'altra fiammata. Perfetto. Dal bastone. Tiro salvezza. Orifizio. Non lo passa. Nice. E sono 13 danni. E vedete il Greek che emette un gridolino stridulo. Comincia a bruciare e pian piano si secca. Beh, giustamente. Tu muore. Hai preso ferite? No. Tu tre, tipo. Il, mentre il... Giusto che sia morto. Però è poetico che sia morto, sì, lo stregone, sì, che è andato, sì, a rompere, sì, il cazzo, il sorcerer, a Rubino. Il sorcerer si cristallizza. Che è andato a rompere il cazzo a Rubino. E diventa. Io lascerei la pietra là in fondo. No, la pietra ormai era loot, potete prendere. La pietra... lo prenderei come segno. Le voci del vento e del lupo mi dicono che possiamo prenderlo. E guadagnate questo bel rubino da 200 monete d'oro. Io, vabbè, ma questo qua è da saggio. Però, sai, penso che il nostro amico debba darci ancora una mano. No? Cosa stai dicendo? Taglio una fetta di una mela. Sì. Lancio cura ferite e lo rianimi. Col cazzo che te ne vai direttamente in Valhalla adesso, lasciando noi nella merda. Muovi il culo! E prima che le valchirie scendano a raccoglierlo, viene ritirato su. E direi che finiamo la sessione. Ok. Non ho mai fatto un druido figlio di puttana, però mi piacerebbe. Spero vi siate. Ora dobbiamo solo arrivare alla fine. Ad arrivare sopra Yggdrasil, tornare a Midgard. E? Avvisare che il Ragnarok sta arrivando. Sì, mancavano poche unghie. Beh, chiaramente non è così semplice. Come vi ho detto, il capitolo dopo si chiama Fear of the Dark. Ma noi, visto che tanto non lo giochiamo, possiamo inventarci come vogliamo, perché non sei più tu il master. Non lo giochiamo e per giocherò. Ora. Io divento. Ce lo giocherai. Io divento il sovrano di Hel. No. Ti vuoi sposare Hel? Auguri. Ela. Hai visto com'è? Mezza zombie, mezza... Vabbè, c'è come si non dice... Non è quella dei film della Marvel. Visto di meglio, scopato di peggio. No, in questo caso... In questo caso... Non sono neanche sicuro di questa cosa. No, dici? Tra tutte le divinità... Ho scopato di peggio eppure pagando, disse una volta mio amico. Tra tutte le divinità nordiche c'è da dire che lei è proprio quella brutta. Sì, è metà non morta. Cioè, le streghe sono più belle. Sì. Un lato è completamente marcio e morto. In World of Warcraft non è male. In World of Warcraft non è male. Ma comunque, stiamo mettendo via, ma c'è ancora gente che ci sta ascoltando. Avete qualche domanda? Un attimo. La domanda è, in realtà io sono... Io perché non mi avete portato lo Skald? Io di solito gioco sempre il bardo. Perché non c'è... Ah, non l'avete ancora sviluppato. Lo voglio assolutamente appena esce. Non so cosa stiamo combinando da quel punto di vista. Okay. C'era da qualche parte, non c'è? Sto guardando. Sulla pagina Facebook c'è. Infatti sono sicuro di averla vista. Bellino, poi l'ambientazione è sicuramente bella. Se poi il manuale è tanto ambientazione, beh, Dubot. Quello lì è il lato... Il lato... Non è di profilo. Cosa ti... Va bene. Non penso che decidi tu da che parte scoparti la signora degli inferi. Degli inferi, no. Credo che sia lei a scopare te, Vabbè. Alla morte. Il privilegio. E fino a quando è che c'è il Kickstarter? Allora, il Kickstarter finisce il 5 maggio. Adesso abbiamo tirato fuori due pledgioni molto interessanti. Il primo è il traguardo dei 30k, che è Twilight of the God of the Doom, non mi ricordo come si chiama. Sostanzialmente è una mod per giocare l'ultima parte, cioè il fight del Ragnarok, come se fosse una epic di Dungeon. Quindi è la possibilità di giocare l'ultime fight, quindi c'è questo mega fight su più tier, chiaramente non spoiler, ma è surto l'ultima fight, con più il gigante del fuoco, che no? ogni spadata ti brucia il mondo, non è una fight diretta ovviamente, però c'è la possibilità, questa mod qua, che sarà un PDF, che è una donna, se raggiungiamo i 30k verrà aggiunto, in pratica permette di giocare il finale. Puoi giocarlo anche in una serata volendo, quindi ti prepari il PG di gioco, altrimenti puoi giocarlo sia lo aggiungeremo eventi, fiere di questo tipo, quindi stile epico, oppure anche a casa se hai più amici organizzi questa serata, puoi giocarlo da 2, 3, 4 tavoli in su, mentre invece il pledge dopo è il dado da 24 facce con le rune, che è quello che ti voglio, che è quello che voglio, comunque io prima avevo un'altra cosa da dirti che poi non l'ho detta perché sennò io poi parlo troppo, che era
No, oltre a oltre a, tu dicevi che era fattibile per Planescape, eccetera. Sì, sì, ci stiamo pensando. Devi anche pensare, però, che potrebbe essere un'ottima cosa, non solo con Planescape, ma per qualcuno che ha già una campagna avviata. Sì. E vuole passare di piano e passare al mod. Sì. Io sicuramente li farei giocare i miei giocatori, magari anche senza riniziare. Sì, solo per l'ambientazione, sì, 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 i mondi. Oh, l'ambientazione li fai cambiare universo. Sarà chiaramente sui nove mondi. Quindi comunque il manuale sarà come un modulo di avventura di quinta, quindi non sarà gigantesco, ci saranno molti spunti. Chiaro che se poi più andiamo avanti col Kickstarter, poi si vedrà anche il progetto come andrà dopo, magari poi aggiungeremo più roba. Però di base lo scopo del modulo è l'avventura. Chiaro. Siccome tutti l'hanno chiesto ed è giusto che ci sia, abbiamo aggiunto anche più ambientazione possibile, quindi abbiamo deciso di fare dei blocchi di ambientazione sandbox in cui l'avventura poi ha una strada. Però ti dico, chiaramente potresti usarlo anche come spunto, metteremo tanto materiale su quello che sono le regole della magia, su quello che sono come funzionano le classi, cioè vogliamo anche dare ambientazione su quello, perché comunque non è semplice. Comunque l'avventura poi basta che uno, se magari c'ha già la campagna avanzata, se la scala un po', sì, e comunque gliela può far giocare uguale. Sì. Comunque metteremo anche qualche consiglio su come, diciamo, pompare o nerfare l'avventura comunque è abbastanza aggressiva, nel senso che adesso io stasera vi ho fatto saltare un po' di robe, però no, però guarda che già vedendo che ne saltavi era un sì. Era un questa qua andiamo a farla, ma mi sa che li schiantiamo subito, gira di là. Chiaramente mi ha messo delle cose divertenti, metteremo le cose divertenti anche se si muore. Se si muore a L, chiaramente succedono cose divertenti. Se si muore dopo, chiaramente, secondo di come si è morto, può essere tornato a L, può essere andato nel Valhalla. Ma quindi c'è la possibilità che se uno come lui magari moriva adesso, che è più o meno inizio avventura, che possa rientrare adesso in qualche modo? Sarebbe diventato, sarebbe rialzato, sarebbe rimasto a livello... sarebbe stato un non morto, sostanzialmente. Ma ancora lui che poteva giocare, poteva venire con giocava lui, ma valeva come a incantesimi. Come un non morto, sostanzialmente la stessa cosa che hanno fatto sulle miste di Barovia nell'ultima edizione. Quindi aveva però poteva giocare ancora con noi per farci scappare. Sì, sostanzialmente. No, sì, sarebbe potuto scappare, ma poi avrebbe avuto la curse dell'undead. Quindi qualsiasi incantesimo di. Io non potevo fargli le cure. Esattamente. Solite palle di aver. Beh, quella cosa lì non esiste più in realtà. In no, non esiste più in quinta quella cosa lì. Ma insomma. In quinta curi anche non morti. Curi anche non morti. Come subiscono i furtivi. Se gli fai un undead, sacro. Se gli fai una cosa sacra, qualsiasi cosa, lui scappava come un non morto. Qualsiasi e sul detect undead risultava. Quindi poi anche un po' di disadvantage a ruolare. Cose. Sì, vai nei clan vichinghi. Non so perché mi stavo immaginando il ragazzino adolescente che con i genitori non morti che vanno in camera sua e il ragazzino vattene non morto e bandisce e niente. Poi se ci sono delle domande No, le domande sono quando è che esce, perché ci vogliamo giocare. Allora domanda tragica. Tu consideri che sono un fan della quinta? Io mi hanno fatto giocare poco. La risposta politica. Sì, ma ci hanno fatto giocare poco perché c'è quel popolo. No, chiaro 75. Però sono contento che sia un'ulteriore scusa per tornare a giocare la quinta. Allora, l'uscita ufficiosa per quanto riguarda il PDF, faremo uscire il materiale durante il periodo di sviluppo, sicuramente ci saranno starter kit dopo il Kickstarter, eccetera, eccetera. PDF siamo intorno a febbraio del 2018. L'idea è consegna del manuale cartaceo a Modena. Entro Modena chi ha preso viene lì, se lo prende. Chi se lo vuol far spedire, se lo fa spedire. Se siete lì ce lo firmate. No, dipende. No, c'è l'edizione firmata, ma se venite lì si qualcuno vuole firmare. Però non posso dirlo questo, perché sennò. No. E niente. Non l'avete sentito. Non l'avete sentito, sennò l'autore mi uccide. Io ti dirò, per ora l'unica cosa che ho notato è che la si gioca bene avendo presente comunque l'ambientazione. Sì. A differenza di altre ambientazioni. O che il master la sappia perfettamente. E te la spiega, trova il modo per far darti. Come ha fatto lui, perché io lo so poco. Però il problema è che a me arriva World of Warcraft, l'ambientazione qualcosa sanno. Posso se tu parti non sapendo, esatto. Dice, tu trovi questo. Posso dirti che nello schermo metteremo sicuramente lo schermo dell'edizione apposta, avrà dentro la tabella delle rune. La genealogia delle divinità, forse, che è una cosa che già può aiutare molto. E poi ci saranno i nove mondi schematizzati come era lì. La cosa che sicuramente faremo è che sotto ogni cosa sarà una gigante scrittura di palle, ma lo stiamo già facendo. Sotto ogni cosa di quel tipo lì ci sarà il box religion che ti dice passive 12 sanno questo, passive 15 sanno questo, passive 17 sanno questo. E quindi poi questo proprio dovremmo metterlo.
la lore è, come dicevo, la costante vera e propria. Cioè gran parte dell'avventura è descrizione di lore. Faccio anche poi sulle meccaniche, in realtà non c'è niente da scrivere, perché... No, no, però qua l'ora ha un suo peso qua abbastanza significativo. È tutta l'ora. Che ti obbliga a fare delle scelte di un certo tipo. Sì, voi non siete nati dalla Mistress, ma lì la Mistress vi avrebbe... Spoilerino, ma tanto questa demo l'hanno giocata in tanti. La Mistress gli avrebbe offerto di tradire la Modwood. E quindi lì la diciamo scelta... Che sì, l'avrei fatto. Lei gli offriva una spada finta, vi diceva buttate questa spada, è una spada uguale a quella lei, non si accorgeva di buttarla, e poi potrete passare. Chiaramente questo avrebbe causato dei casini incredibili e voi avrebbe stretto il patto con la Mistress, eccetera, eccetera, eccetera. Invece potevate invece sfigurarlo, oppure c'erano diverse cose che potevate fare. Diciamo se fosse che... stato uno onorevole, non avrei mai buttato le armi. No. No, no. L'altra domanda che avevo io è, oltre alla classe, abbiamo visto i tre archetipi sì. loro e quanti allora, altri archetipi? C'è un archetipo per ogni classe del manuale di quinta. Abbiamo un paio di cose che stiamo ancora ragionando. Però di base ti posso dire che abbiamo il Warlock del Ragnarok. Quindi il Warlock del Ragnarok che può fare un patto con Ferrir, Surtur, e avrà delle conseguenze questa cosa ovviamente, per quando si ritrova davanti, so cazzi. Poi c'è, stiamo pensando a un paladino, lo stiamo un attimo vedendo perché avevamo fatto il Fighter Chosen One, che fa danni radiant, ma mi sa che lo invertiamo, facciamo il paladino Chosen One e il Fighter tutto work in progress. Domanda, questo il Fighter invece degli scudi. Non è un po' vanilla il aggiungere solo danni sacri come abilità? In che senso? Cioè, un po' base. Sul pala? Sì. No, fa anche altre cose, no? Ah, il pala Chosen One cura ad area, fa tutta una serie di cose. No. Cioè, te l'ho buttato lì. Però l'idea era o il fighter o il pala, fare questo guerriero che viene scelto alla nascita, gli viene incisa una runa sulla fronte, lui è il paladino, figlio, cioè, discendente di Odino, discendente, o meglio, è il fighter scelto da quel villaggio come difensore, okay. Quindi lui è il guerriero sacro. Questa era l'idea. I maghi classi. Allora, il mago, sul mago base stavamo pensando di fare un una mago scuola di specializzazione o basato sugli oggetti magici o qualcosa di questo tipo. Poi non potrei dirlo, ma in realtà c'era anche un'idea di una classe aggiuntiva su obiettivi. Il monaco. No, il monaco non, sinceramente non ci ho ancora pensato. E grazie a Dio non ci devo pensare io, però non so cosa stanno facendo sul monaco. Di base, beh, non ci sta. Ma il monaco lo cavi dentro. Io il monaco ce lo farei entrare, però c'è già, che è il barbaro, facendolo essere una cosa un po' più... Il barbaro invece proprio è che tipo usa il ki, ma non se ne rende conto, barbaro, non fa le cose fini. È molto figo, è il barbaro della tempesta, lo Storm, va bene, che quando va in rage a un certo punto comincia a fare danni da fulmine, comincia a fare di 6 danni da fulmine, sì. Comincia a fare bordello, quindi DPS fulmine. Sì, però no, davvero il monaco è che calcio dentro. O fai un'armadia a quattro ante che in realtà picchia con le mani. È un tizio che picchia con le mani e magari chi ce l'ha ma non lo vabbè, usa allo stesso usa modo. Vabbè, il monaco usa anche delle armi comunque. Sì, ne usa, sì, nella quinta ne usa un botto. Era l'idea del monaco all'interno dell'ambientazione. No, sarà un picchione. Sì, fa il picchione. E invece è fighissimo, il rogue, stiamo facendo l'arcane, che se arcane è sbagliato non potrei dirlo, arcane liar, che è l'alternativa all'arcane trickster. Quindi invece che avere tutti i focus su Mage Hand ce li ha su Charm e su Friend. Quindi quando Charma non ti accorgi che ti ha charmato. Anche quando finisce la anche Friend, perché è figlia di Loki. Utilizzabile Friend. Sì, è un archetipo basato un po' su Loki. Diciamo che Loki è a metà un sorcerer dello Yotto, metà un Arcane Liar. Ci sta. Ottimo. Altro rimane. E il fratello di Thor. In realtà no. Basta. Giorni to Ragnarok lo trovate nel link al video se lo state guardando in video o nel link al podcast se lo state ascoltando e basta. Fumble GDR lo trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadgets. Spendete i soldi. O comprare il manuale di Urban Heroes usando il codice FumbleNow che ci darà FumbleNow parte dei soldi. Oppure potete andare su qwerty.it/associati, donarci degli soldi o diventare soci di Qwerty. Oppure quando andate a fare il pledge del Kickstarter di Journey to Ragnarok, mettete il codice Journey Now e vedete cosa succede. Nulla. Ma a proposito di Now, sabato andiamo a giocare a Dungeon Digger con i ragazzi di Urban Heroes. Fighissimo. Io lo sto pleggiando, devo pleggiare. Io pleggerò sabato. Lo devo pleggiare adesso io perché io li amo Dungeon Digger. Io pleggerò sabato. Per poi la disegnatrice, io ho una passione. Lei è brava. Lei è molto, molto brava. Se mi stai guardando ti dichiaro il mio amore, ma ti ho già dichiarato. E noi di com'è quel gioco lo compreremo e ci giocheremo e poi faremo, oltre a questa qua la beta, poi
faremo probabilmente una puntata in futuro. Bellissimo, quando uscirà tutto fatto. I goblinini, com'è che si chiamano? Sì. Sperando nelle miniature, quindi andate a pagare perché io voglio le miniature. E come, se... come vi vuole dato delle rune? Se riusciamo le miniature di Dungeon Digger, ovviamente. Anche perché le fa lui. Ah sì? Sì. Se riusciamo, forse riusciamo ad andare in diretta, ma dipende dalla connessione che c'è. In diretta? In diretta. Per Dungeon Digger. Per com'è quel gioco, non l'abbiamo mai fatto. Appunto. È un te muove. Com'è quello? Non sono abituato ad andare in diretta. No, lo facciamo tutte le settimane, però vabbè, ah, sì? Non importa. Non è registrato. Non è registrato, eh? Anche io pensavo fosse registrato. Ti giuro che è in diretta. Almeno le 900 visualizzazioni che avevamo prima erano in diretta. Sì, beh, allora ciao. Grazie mille ragazzi. Ci sentiamo settimana Grazie prossima. Grazie mille a voi di Ragnarok e a settimana prossima e con loro al Kickstarter, quindi probabilmente all'anno prossimo, però tenetevi aggiornati. Spendete i boni. Buonanotte. Notte. Intanto a tutti.